Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Sì, 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 è così. Siamo arrivati in fondo. Un sogno un attimo fugace per voi non è mai esistito ma per me sì io l'ho sentito casandro che chiude gli occhi si poggia sul trono e compie la scelta. Forse il guerriero del crepuscolo è solo il mio incubo. E il futuro. Tiglah. a tutti amici video spettatori e in particolar modo con il peso di chissà che dopo questa diretta ci saranno 12 giorni di pausa buonasera. ma che è stata pianificata per questo <ride> buonasera maestro buonasera mamma mia ah. e <ride> oggi, oggi è proprio figa allora, senti, io durante il mio, la mia introduzione, lo dico perché magari non si è sentita da te, certo, in, Esatto, in questo caso no, ho deciso uh, che quello che abbiamo fatto l'ultima volta è una visione. Di, effetto, di, di Firenze, ok, un po' come il Doctor Strange. Firenze vede molte cose, e avete già sentito no? che Firenze in realtà teme molto quello che ha visto: il guerriero mezzo luce, mezzo buio che piange sul cadavere di Joel. Ma evidentemente fa una scelta coerente con quello che è il piano di Aldia. Ma uh, Firenze è sollevato perché questa volta ha visto che esiste anche un'altra possibilità. Ed è Cassandro che si siede sul trono e oscura tutto. Cassandro che praticamente, quasi oserei dire, ospita i frammenti dell'abisso tutti dentro di sé. E però, insomma, non sappiamo come andrà a finire. Tutto è possibile, a quanto pare. <ride> Ma infatti, ora preparati a una chicca di, in qualche modo, persino pianificazione spirituale, perché tu mi fai un assist senza sapere niente. E sei fantastico, siamo incredibili in questo <ride> perché ti dico in realtà. Io avevo paurissima in realtà. Cioè io, io avevo paura. Scusami se ti interrompo. Io avevo paura che dopo quella cosa che ho fatto tu mi chiamassi, ti, cioè mi scrivessi su Telegram: no, fra, no, non c'entra un cazzo con quello che faremo, <ride> <ride> no, guarda proprio no. E quindi ho sperato, però non potevo dirti niente, non sarebbe stato naturale, non, non sarebbe avresti, stata no, naturale no, 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 la no. tua reazione. Capito? Il, il bello bel è questo, santo cielo, siamo su diretta streaming. Quindi è vero, è vero. È anche molto figo pensare di immaginare un progetto scritto Scritto, preparato, costruito Ma non è questo È un top line che stiamo evolvendo Ed elevando a qualcosa di fenomenale Su tutto, sia per quanto riguarda la tua esperienza Che la mia, che è quella della community E parlo anche appunto di quello che accade con Dark Souls Le traduzioni, eccetera, eccetera, eccetera È fighissimo, ma, ma Quello che è successo la scorsa volta Ha un livello di interpretazione in più Che è uscito da una mia scelta mm -hmm. E che non pensavo tu avresti preso Come reale interpretazione E reso così figo Così okay. contestuale perché, perché... Eh, non me lo puoi dire. <ride> no, 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 questo te lo posso dire. Perché in realtà, qualunque cosa uh, fosse in qualche modo in pericolo di essere saltata, tra virgolette, che sto facendo anche a livello fisico davanti ai ragazzi, quello che si poteva fare e si può fare in Dark Souls 2 in Scholar. È una volta ottenuto il necessario per magari ottenere qualche unlock, chissà quale segreto, che chissà, 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 si può anche nel finale utilizzare un ascetico per far tornare indietro il tempo e, e in qualche modo resettare tutta la baracca. Certamente. Tuttavia, io ti ho fatto fare invece un backup, sia perché così mi sono concesso la chicca violenta dell'araldo quindi farti uccidere un NPC fondamentale che però ti ha permesso di vedere una chicchetta Finto. molto esatto e contemporaneamente perché comunque se avessimo invece utilizzato il mero game design per farti resettare il boss finale e così via ti sarebbe rimasto il fatto che comunque Cassandro ha fatto quella cosa e non è giusto quindi Chiaro. o meglio non è che non è giusto ti ci sei infilato di gameplay però era appunto una cosa che sapevo ti sarebbe stata inaspettata No, 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 assolutamente. Voluto, lo è stato. E tu tra l'altro l'hai interpretata come sogno, quindi è perfetta. Esatto, esatto è un sogno, è, un, è, un, è una visione in realtà di Firenzo più che di Cassandro. Cassandro non ricorderà niente di quello che avete visto, è un possibile futuro. Uh, non anche perché obiettivamente è possibile, abbiamo ricaricato il salvataggio, quindi non è Ehi. qualcosa che è successo nella timeline di Joel e Cassandro, esatto, ma solo esatto. nella ramificazione <ride> infinita di universi che Firenzo vede. Uh, attraverso la sua scelta anche perché scherzi a parte in questa introduzione dobbiamo parlare di tante cose ok mm -hmm. e mm -hmm. mh, non credere che la mia idea di Firenzo uh, sia semplicemente narrativa nel senso quello che io ho fatto dire a Firenzo cioè che lui vede tante cose nello stato in cui si trova è un po' una conseguenza di aver fatto una scelta senza che essa probabilmente abbia comportato qualcosa di reale e tangibile nel mondo di gioco cioè lui mm. non ha ha scelto semplicemente di non vincolare okay? ok? Però comunque è diventato il più forte di Lordran nella sua storia e questo cosa ha comportato? Per me una eh, ascensione almeno dal punto di vista eh, mentale e capacità di lettura del tempo stagnante in maniera diversa rispetto a quella dei comuni mortali possiamo chiamarli delle, delle, degli esseri che normalmente viaggiano in queste terre, insomma il tempo è stagnante ma questa cosa non è mai eh, stata sfruttata, secondo me, da qualche personaggio. È più una cosa che tutti quanti patiscono, eh, un po' come la cronopioggia di Death Stranding, sì. no? <ride> Però nessuno ha mai, per ora, usato il tempo stagnante per fare qualcosa, a parte Manus, forse, no? cioè che è, è, ma non so neanche quanto lo faccia volontariamente quanto invece sia guidato dall'istinto di aver percepito la nostra collana o almeno io l'ho sempre intesa così. È decisamente la seconda. È una bestia, esatto, è, è cioè un cane che fiuta il tartufo, non è. Eh, esatto. Ecco, e quindi mi chiedo, magari che ne so, Firenze invece potrebbe essere arrivato a avere una visione del tempo stagnante, non dico pari, ma simile a quella che ha il videogiocatore come mette in title screen, quindi una visione un po' più analitica e un po' più eh, anche proprio strumentale rispetto al fine che il giocatore stesso si pone. Eh, detto questo, dobbiamo parlare fuori dalla nostra narrativa, fuori dai nostri personaggi, della scoperta più grande che abbiamo fatto. I frammenti dell'abisso. Oh! I, fr i, i frammenti, frammenti de dell'abisso. O meglio, abbiamo scoperto essere i frammenti. Allora, i frammenti. Del... Allora, esatto, guarda, ti faccio proprio ormai il nitpicking perché siamo al punto in cui si può fare Io i frammenti dell'abisso sono il dark chasm sono quello che hai affrontato di Grandal quello con cui hai trovato il dark lurker quelli sono okay. i frammenti dell'abisso okay. come hai detto tu poco fa invece Nashandra era un frammento di Manus. di Manus ecco esatto. i frammenti di Manus secondo me sono una cosa che potevamo aspettarci Okay. Mm -hmm. Cioè o meglio, io quando li ho visti, mi sono sorpreso. Mi sono detto: Ma che diamine! Eh, c'era certo, oh, Gwyn, c'era Nito. Uh, c'era Sit, c'erano tutti, potevo aspettarmi che anche Manus avesse la sua controparte in quanto vero e unico capo dei boss oscuri, no? Che sì, sì. in realtà. Dopo averlo visto in background, ho continuato a pensare. E quindi c'è anche una priscilla. C'è anche forse un mm. frammento di quell'entità lì che arriverà nei prossimi giochi, cioè è l'altra entità molto importante e molto grande che manca all'appello, oltre che, vabbè, Velka, ma quella è stata fumosa sin da Dark Souls 1 e quindi non so bene come definirla e che confini tracciarle. Ma il punto è i frammenti di Manus... Uh, ci portano a comprendere che un essere nel mondo narrativo di Dark Souls può divenire talmente tanto forte da vincere ah. anche la morte. E attraverso un nuovo potere, che in questo caso è quello oscuro, far ereditare quasi la propria volontà nel tempo. Molto di più, se vogliamo, di quanto non faccia il potere del fuoco e dell'anima. Perché noi non abbiamo un pezzo di Gwyn che si materializza, lo dicevo l'altra volta, ma un frammento dell'ineffabile che entra all'interno di un altro essere. Invece Nashandra è un pezzo di Manus. Il più piccolo, e, quindi il più invidioso. Il più, bravo, il più bravo. Però ricordi. è un pezzo di Manus. Non è, qualcosa che, non è un pezzo di Manus che si deve attaccare. Ok? Ha un'altra entità per esistere, è autosufficiente. E questo sì. è un potere che spero che venga uh, ereditato anche in Dark Souls 3, cioè che se ne tenga di conto, perché è una cosa molto grande, una di quelle robe che vederla morire dentro Dark Souls 2 sarebbe un po' strano, no? Uh... torna a quel discorso che non ha risposta e non l'avrà per molto tempo ma che comunque era per me bellissimo da aver tirato uh -huh. fuori sul come l'autore gestisce Dark Souls 2 facendo il sequel nel 3 eh sì. va a cercare di esatto. fare una ricerca attenta di ciò che è stato fatto da Tanimura e Shibuya per contestualizzarlo e costruirci sopra qualcosa oppure fa il che in realtà sono entrambe cose molto anche nella storia dei media dei media giapponesi classiche o fa questo oppure fa finta che non esista sono due cose diverse e eh, però... esistono entrambi nei manga, negli no, anime no, no, che sono successe più volte assolutamente. La, non ti rispondo ovviamente però no. è interessante averlo tirato fuori e continua a uscire fuori ogni volta che ne parliamo Eh, ma certo perché continua a uscire fuori ogni volta che io vedo una bomba di trama che cambia l'ecosistema di Dark Souls ma allo stesso tempo mi trovo ad avere a che fare con un videogioco che so essere stato discusso quindi indubbiamente mm -hmm. per quanto cerchi di non farmi influenzare da questa cosa e ci si ritorna so che l'autore è diverso, certo. so che è stato discusso mi chiedo quando arrivi il momento nel quale, oh, toh, eh, qui abbiamo la discrepanza tra i figli buoni e il brutto natroccolo, no? E quindi, eh, mi spiego. Quindi, spero che una cosa così grande si sia effettivamente ereditata, perché altrimenti è una bomba di trama che nasce e muore in un capitolo senza avere una, un seguito. Poi magari si potrebbe parlare di, de, de, del gusto personale, quindi. Sono contento che in Dark Souls 3 non ci saranno possessioni, chiamiamole così, o frammenti di personaggi morti che prendono vita perché non mi piaceva, ok? Non, 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 non era un risvolto di trama gradito, però è un discorso diverso. Noi non parliamo in questo momento di soggettività, di gusto e quindi di piacere nel vedere eh, ramificazioni di trama non seguite poiché non coerenti con eh, appunto il nostro gradimento, ma semplicemente con una coerenza narrativa punto del gioco, del media della trilogia e una bomba esatto. del genere è come dire che a un certo punto esce lo Star Wars nel quale ti spiegano che la forza non esiste e fanno finta che non sia mai esistita Int no? intendi episodio 1? <ride> 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 beh e in parte beh. è proprio lo stesso <ride> problema <ride> <Es> <ride> okay. mentre lo dicevo ci stavo pensando <ride> e ho detto forse ho sbagliato esempio però avete capito no? che, cosa, che cosa voglio dire eh, infatti evito di fare esempi di Pokémon, ragazzi perché entro in un ginepraio dove mi prendo a schiaffi le palle da solo quindi lasciamo perdere però eh, però non è mai piacevole quando in una struttura a Piani, no? Eh, insomma, quando uh -huh. si costruisce un piano sopra l'altro una storia, vedere eh, che alcuni concetti chiave vengono dimenticati o addirittura ritrattati, distrutti e ignorati. Eh, quasi come se il tempo dell'utente non avesse valore, come se il tempo eh, speso da noi per assimilare certi concetti non valesse niente. Tu adesso hai finito Dream Drop Distance. Quindi sei fresco secondo me di questa cosa. Ma non so come l'hai preso. Sono. Sono <ride> anche sono... lì un po' manus, no? Cioè, because, yes. E quindi insomma, no? Um, vabbè. Senza andare nei media esterni per evitare: 50 per evitare minuti esatto, ecco, per evitare anche 50 minuti, tornando a noi e dando per scontato che sì, succeda ok, intanto mi scrivono in chat mi fa tro troppo ridere and I can also time travel, mi fa troppo ridere questo meme eh... <ride> dicevo um, Manus è fortissimo è forse l'essere più forte di Lordran antica vabbè, Perché... non ci sono dubbi su questo, e questo però conferma che in potenza l'umanità è il potere più forte, la razza umana se lasciata a briglie sciolte è quella più potente benché c'è da dire che lo sviluppo di um, lo sviluppo di Manus come Dark Lord o simile è contro quello che vuole Aldia perché Aldia vuole semplicemente che l'uomo smetta di deambulare, vivere e torni all'oscurità, Manus invece era vivo ma deformato potenziato da questa oscurità e essere in grado di dare vita ai propri frammenti Significa che ti farò un discorso un po' complesso e un po' filosofico. Ma certo. significa che sei diventato talmente tanto forte da replicare il parto dell'oscurità iniziale? No? Ti torna? Eh, scu... Molto bene. Mi from torna the dark they came e from the manus they came. Cioè, lui è diventato talmente forte che è divenuto una culla di vita nuova. In Quindi... futuro ha partorito a pezzi di se stesso perché aveva raccolto talmente tanta umanità da essere una pozza di oscurità maiuscola in miniatura. È un po' come se Gwen fosse divenuto talmente forte che fosse divenuto una seconda fiamma più piccola. Allora, magari, praticamente, ma si dalla può qua... fa... Prego, prego. È semplice: ti stavo facendo un assist dicendoti possiamo correlarlo alla quantità di massa e all'accensione di una stella. Sì, per bravo. sì, 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 esattamente, giusto, giusto. Ottimo esempio. E è per quello che ti dico che mi fa piacere in realtà questo risvolto di trama e non mi piacerebbe perderlo perché è interessante. Mm -hmm. Significa che Morto. puoi accumulare abbastanza potere in quanto essere umano da fare qualcosa che è a metà tra Firenzo e Aldia: mm. ovvero, sì, mh, divenire oscuro, certo, non essere effimero ma non perdere la propria fisicità, al contrario divenire un big bang, divenire il... come te lo spiego? la madre di un nuovo mondo, in... nel senso che diventi capace di partorire appunto. No? Oh, tu ma sei... tu stai, stai approfondendo, non hai bisogno di spiegare perché è chiarissimo, ecco, è perfetto, è una è... bellissima interpretazione d'approfondimento di qualcosa che appunto anche tu hai percepito come effettivamente più... Densa e di peso rispetto a molte altre che abbiamo incrociato. Porca miseria! Porca miseria! E cioè. secondo me è una questione proprio di possibilità dell'essere umano di raggiungere anche qui sulla terra, chiamiamola tra mille virgolette, una sì. forma abbastanza potente da propagare l'oscurità senza tornare ad essa. È un po' un controllo sull'oscurità. Perché almeno da come è scritta la descrizione del frammento dell'oscurità, che in realtà è l'arma, se non sbaglio, di Nashandra, le due armi di Nashandra, l'arco e la falce, sembra che Manus abbia sconfitto la morte. E quindi pare quasi una cosa volontaria. Non sembra essere istintiva come il grab di Firenze ad Ulasil del passato. Sembra più una. Roba del tipo Manus vuole talmente tanto trovare questa collana, che ancora non ha trovato perché Firenzo sconfigge Manus e Sabaku II uguale, che lui vive in eterno, supera la propria stessa morte pur di continuare a cercare quell'oggetto, no? La volontà, l'emozione umana è capace di divenire di partorire altri esseri oscuri, molto forti e figli di un'emozione molto grande e originale. Speriamo che tutte queste cose rimangano dentro Dark Souls e non solo dentro Dark Souls 2. Perché sicuramente mi cosa accada, qualunque cosa accada, rimangono qui oppure no, avranno è vero. un sequel. È vero, nel senso che o avranno un seguito in Dark Souls 3 oppure rimangono qui nel nostro progetto. Non ti dico la risposta. Ma non, non far sì che nessuna delle mie parole ti faccia pensare con tono o speculazione che sia l'una o l'altra cosa, perché no, qui no. proprio non ti posso dare indizio. Non lo penso, non lo penso, ti giuro che non lo penso. Ma non ho, davvero, non, non, non ho una lettura che eh mi È certo, dia... è impossibile. No, ma poi non ho proprio idea di cosa aspettarmi. Non è che io in questo momento abbia una certa percentuale X di ok, sì, uh, effettivamente non, non prenderanno Manus nel 3, la, 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 la risurrezione dei frammenti di Manus non sarà ripresa nel 3, e una X percentuale di no, 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 eh, invece lo faranno sicuro. Non ne ho idea, non ne ho idea e semplicemente mh, spero che accada. Di tutte le cose che abbiamo visto, questa è una di quelle che vorrei di più è stato ereditata. super congruente a me in questo ah sì, anche nella, tu. Blind run, nella blind run non dicevo altro eh, eh, ma che cazzo cioè è, 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 è la informazione eh, sì, scusatemi eh, ragazzi eh, si chiama Dark Souls il gioco eh, Sì, esatto, esatto, esatto se non parliamo di come quest'anima oscura agisce che cosa ci stiamo a fare Quindi... esatto è proprio una cosa figa bene io ti direi che non ho tanto altro da dire. Se non ma il infatti fatto in realtà che... il, fo il focus è splendidamente questo, cioè l'evento principale era questo. Eh, se non il fatto che guarda, beh, piccolissima cosa, ho ancora la eh, sensazione che i frammenti di Manos siano talmente potenti da contagiare il circostante. Da come Calamit faceva con i cani. È un altro centro, è un altro centro, non dico che sì, cioè Zeccato, ma dico che è un altro focus, un clou di quello che abbiamo visto in queste ultime ore, cioè le anime corrotte intorno a Vendry E a Nashandra. Sì. Sì, e qui e i quadri, anche gli oggetti, i vasi che avevamo già visto, che non sono ovviamente corrotti da Nashandra, però oh, gli oggetti possono contenere umanità. Possono assorbire, possono maledire. Quindi il potere di Manus è talmente forte che permea nelle cose. E co così sopravvive ai, a, al tempo. E allo spazio, e a tutto. Speriamo che sia davvero così, maestro. E detto questo, io ti direi. Entra pure in partita e preparati preparati perché oggi è una serata di completismo. Allora, io vi dico questo: in chat, stavolta non ce l'ho io la birretta. Non so se ce l'hai, maestro, ma io non ce l'ho. Ah, ce l'hai tu stavolta, no? Io la andrò a prendere per la stagione 3. La stagione 3 avrà la birretta di Nike. Oh, ah, la birra, che eh. bello! La stagione 3. Nella sigla c'è solo una birra. <ride> cioè, esatto. una birra inquadrata con la, con la canzone. Dobbiamo, è da vincolare la birra esatto <ride> sì sì giusto, giusto. comunque l'ho battuto quel boss alla fine di Eldest Soul grande l'ho è stato difficile ma ce ho visto ma poco ho ma ero intrigato da A quanto ricordi anche Titan Souls comunque sì allora. sì, sì sì lo ricorda molto allora, allora tu adesso ti ritrovi all'interno di quello che è un momento nel quale avevi appena sconfitto il signore dei giganti assolutamente e questo, questo l'ha fatto Cassandro, ok? Assolutamente. Ma non ha fatto questo. Questo l'ha fatto ed è fondamentale. Ad, si aprono una quantità di vie adesso, non tanto grazie all'uccisione del gigante, tanto mm -hmm. quanto al fatto che non avanzeremo in null'altro che non sia proprio chiudere i Luzens, che metà bastano. Infatti, infatti, la prima cosa che ti direi di fare è... Rollare. Non è vero. Andare. Ok? <ride> A cercare altre entrate che sfruttino la nebbia cinerea qui. Altre entrate? Quindi non ci sono altri? altri avvizziti. Quanti giganti morti si trovano nella foresta? Allora abbiamo sicuramente Tanti. questo. Quello all'inizio allora, all abbiamo... all proprio ce n'è uno. Guarda, facciamo la lista di quelli che hai trovato. Quello del seme. Era utile solo per il seme, quindi l'interazione l'abbiamo già scoperta. Quello del. De, oltre per, eh, il. persecutore. Il persecutore è questo. questo. Ce n'era uno anche nella foresta, se non mi ricordo male. Ah, eh, aspetta, no. Forse... E un altro sai dov'era forse? Un sì. altro era. Uh, salendo quella specie di roccaforte, però tutta quanta muschiosa, con i soldati morti nel mezzo. Era tipo una piazzetta. Ti sei molto molto vicino, hai ragione. Ce n'era uno quindi nel percorso o comunque vicino al luogo in cui abbiamo conosciuto Pate. Esatto, esatto, esatto lì. Però non mi ricordo dove poi per la precisione, ma comunque ci arriviamo, va bene. Esatto, esplora. Intanto. Qui. Allora, le cercopili qui è proprio... Poi lì c'è un oggetto. Non l'ho mai preso. Strano. Ok. Ho messo anch'io ispirato da te il comando idratati. Ah! No. Bello. Da ma me si chiama bevilo, bevilo bevilo bevilo. Ma addio! Eh, scusami. Fammi bere! Ok. Siamo congruenti esatto anche in questo: nel bere. Perfetto. Ma perfetto. perché io non bevo niente se no durante la giornata? No, no, lo so. Ecco, infatti, sì, io infatti. Credo che il mio corpo mi odi in un modo. Anche il mio. <ride> Ricordati che questo è il New Game Plus, eh? Plus, plus? Eh, credo almeno. Ah, plus sicuramente. Plus, plus non lo so, ma forse sì. Mi sembra di ricordare plus, plus. Mi bevo un po' di succo di frutta. Immaginatevi Dark Souls, ma la Estus è succo di frutta canonicamente. Tutto serissimo, però poi bevi succo alla pera e ti curi. Non si sa perché. Mamma mia, quanto facciamo oggi? Ah, sì? Uh, non ho idea. L'avrai tra un po' piano piano, ma... Oh, oh, oh. C'è tanto allora. da fare. Eh no, no, ma io sto, io, io sto pensando, intanto devo tornare indietro, credo. Ah, però per tornare indietro dovevo entrare proprio in quel buco lì a sinistra, se non mi ricordo male, devi entrare là dentro. Bravo, bravo. Ecco qua, qui, e poi indietro. Aspetta, però magari c'è un avvizzo proprio qui. io non me lo ricordo? No, c'è cazzo. Io ormai maestro esploro perché non ricordo bene Ma infatti io, finché c'è tempo Cioè meglio, ah, finché beh, 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 qui si tratta di questo tipo di, di ricerca non ti aiuto Ti do qualche indizio e devi muoverti tra le mappe, poi vediamo No, sono un cretino Che è successo? Ah no, che ci posso tornare a posto, niente niente Pensavo di aver fatto una rollata... Fatale Attica sgravata Ok Maestro Maestro Posso deluderla adesso? Dio dio dio, dio. 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 No. 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 Oddio, stavo morendo oh, con la katana. Oh, oh, oh. Ma per il pelo, eh? Per e il tanto, pelo. Al solito, grazie delle iscrizioni, ragazzi. Grazie. Ragazzi, siete incredibili. In un momento estivo della più folle distanza, da dove dovrebbe essere il digitale per l'Italia. Quindi, grazie di cuore. Yes, assolutamente. Sì, fantastici. Ma la smettete? Ma. Ma basta! Ma oh, bevutina. Qual è il succo preferito da Cassandro e Joel? Banana di Cassandro. Joel, che succo preferisci? No, è... bello character development eh, eh, sono tipo quelle pagine che trovi nei manga di intramezzo tra un capitolo e l'altro Sì, no ma tutti quei databook complessissimi <ride> esatto. in cui ti viene spiegato esattamente le varie province di svlubbo quanto laggano rispetto alle altre cioè sono esatto. tutte cose gli ms di ping di svlubbo <ride> <ride> esatto, esatto. esatto ok ok eh no, Joel è chiaramente un uomo da densissimo succo all'ananas. Densissimo succo all'ananas? Sì, 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 sì. Beh, si dice che il succo all'ananas abbia tante proprietà, quindi... Eh. Magari Joel le sfrutta proprio tutte. Avete rotto il cazzo! Ok. Tra l'altro fatti... non mi ricordo, tu hai massimizzato, visto che ora sicuramente puoi, la katana? Eh, non mi ricordo, mi pare di sì. Ah, okay. No, maestro, maestro, mi sta venendo veramente il male alle palle. E questo è, questo è il, il primo luogo in cui Dark Souls 2 tira e ti sussurra all'orecchio. Io faccio le imboscate. Cioè così <ride> eh, cioè... sì. Me lo sussurra all'ano <ride> no? Alle... <ride> Aiuto. Allora aspettate, torno ancora più indietro. Facciamo così. E qui non c'era. Mi sembrava ci fosse avvizzo di sorte. No, in effetti così presto no. Bravo, stai ripercorrendo. E qui ancora più indietro neanche, perché io ricordo di averli visti per la prima volta ed essermi sorpreso. Alla. Mi sono sorpreso la prima volta avendolo visto. Ok, 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 aspetta allora, devo tornare a quel falò. Quindi adesso vado a teleportarmi. Allora, sto ripercorrendo mentalmente i primissimi episodi. Muori, Bravo. bastardo. Io mi sono sorpreso davanti al, all'avvizzito, che non capivo cosa fosse, eh, nel falò di Melensha, guardandolo col binocolo, mm -hmm. ovvero quello dove ci trovavamo, ma lo guardavo dal binocolo. Cazzo, sta stai. Quello favore. che guardavi dal binocolo è quello che hai sbloccato la scorsa volta. Quello esatto, che nascondeva, esatto, esattamente quello che nascondeva il signore dei giganti. Però il problema, sai qual è? Che mi hanno invaso, e quindi non posso neanche prendere il falò. Mannaggia, al palle. Io ragazzi, se cammino un altro po', torno in Dark Souls 1. Già, tra l'altro, è vero che io non sono partito da qui, ma da Hade. Ma stai facendo un piacevole, secondo me, check delle mappe che non hai mai potuto fare fino ad ora, e quindi te lo lascio girare. Tanto arriverai molto presto all'obiettivo, tranquillo. Speriamo. Oh, guarda, se ti vedo vagare nella direzione sbagliata, sono qui proprio per guidarti, ma non è ancora il momento. Stai andando liscio okay. come l'olio. Ah, ecco portagioie. Portagioie, let's go. Ah no, che palle. Okay, dai, <ride> grazie ragazzi. Ok. Porta gioie è il momento. No, non è il momento. Scusami, portagioie. Ah, questa è una lotta tra samurai. Grazie, grazie, porta gioia. Ok. Grazie, grazie. Lotta tra samurai. Guarda, passo il fenicottero. Uh, fenicotterissimo. Uh uh che affondo, attenzione! Contro a No! Perché Phantom range hanno tutti tranne me? Sta, sta. Devo passare la doppia lama! Non posso fare la, la guerra samurai! No! Oh no, oh no, merda. Ma io me c'ho 461k. Porca puttana, no, 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 ma che sei pazzo? No, no, io mi curo. Stavo per dire, non mi curo. Un bel duello, no, sto cazzo del bel duello. Io c'ho 461k anime, maestro. <ride> Se le perdo qui alla fine, un milione con di con tutte quelle imbuscate di merda. Mmm Eh sì Bello Ah a... No ma cosa no, per... Eh quello è proprio il tempismo della schivata di Dark Souls 2 sì È giusto, me lo meritavo Portagioia è fortissimo comunque Eh sì sì, qui, bravo lui. Ma cosa? Ma perché? No, ora sicura. Sta per fare, cosa sta per fare? Cos'è quella cosa? Cos'è quel sortilegio? Credo abbia usato anche lui forse una di queste. Aia. Ragazzi, è un duello incredibile comunque. No! Eh, Porta gioia è, un, è uno sportivo e mi lascerà. Porca. Ok. Bravo Porta gioia. Ah, stava riparando, ok, ok. Ma porca puttana, mi si è rotto l'anello.

Non mi porterà via la gioia. È fortissimo comunque. Porta gioia. Cioè, non si è mai curato. E mi sono curato 40 volte. Madonna, c'è anche quello che tira la merda. <ride> il gioco al chiapparello. Un porta gioia, ragazzi. Uh, la finta. No, non ha funzionato. Il mio piano malvagio non ha funzionato. Ragazzi, è il duello più lungo della serie.

No! Sì, curato Grande! Dov'è Sportaggio? Dov'è? Dove ho paura di lui? Ok. Golden goal No, 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 io mi sono curato, ragazzi. Col cazzo, non voglio le anime. No! no, no, no. Ok, ora mi ammazza il tipo con la bomba. Porta gioie, è stato un due duello orribile. Dal mio punto di vista, avresti vinto 40 volte. Ma non potevo perdere tutte quelle anime. Scusami, però io mi sono divertito. Spero si è sia divertito bello, anche il pubblico. Bello. Perché io mi sono divertito, scusami. Sì, sì, ha vinto cioè Porta gioia, ha vinto 40 volte. Il chaddometro <ride> segna sblumbo. <ride> Perfection. Allora. Dove andiamo? Ok, avanza, Vietati. avanza. Massimo rispetto per Porta gioia, ragazzi, massimo. Ah, gli sbloombiani, Se avessero visto questa mia battaglia, mi avrebbero deriso, ma sono morti, quindi bella. <ride> no, 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 no. non posso sono aver disegno. Sì, esatto. Non posso aver disputato. Ah, era qui forse, sai? Era qui da qualche parte, no. Però mi, mi ricordo una strada del genere. Tina, continua, non arrenderti. Ci sei vicino. Però non è possibile che io l'abbia visto qui Perché la prima no, volta l'ho visto col binocolo L'ho visto lì E poi l'ho visto da qui Bravo, E poi, poi. hai proseguito nell'esplorazione allora. Per esempio Aspetta che devo tornare a Majula a ripararmi l'anello Va bene è Allora Invece di andare giù Adesso per le scale P. Andrei A Fuori. destra perché esatto, era fuori. il percorso originale Esa esatto, esatto, Perché prima sotto era chiuso da due chiavi Precisamente Ottimo, ottimo Uno meglio una chiave e una porta che si girava Si, si raggirava Seek Allora Ormai sta diventando intelligente Aspetta però volontà se non la faccio mai Sta cavolo di volontà, tutto volontà Aspetta, 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 aspetta. No. Vabbè, non importa. Ti do un consiglio che vale anche per Dark Souls 3 o qualunque Souls. Uh, Dark Souls. La volontà è generalmente utile per diversi motivi, ma la principale è sbloccarti degli slot. Quindi controlla sempre quando fai level up se sì. riesci a raggiungere uno slot successivo. Altrimenti ti fermi quando lo blocchi. Hai cioè, ragione, hai ragione. Il middle, middle ground è sempre sì, molto... Sì, male. sì, sì, è un punto in niente. Hai ragione, hai ragione. Sì. Vabbè, che ormai... <ride> Sì, ormai sono al 218, quindi. Esatto. Uh, Foresta dei giganti caduti, e eh. andiamo. Yes. a Torre cardinali. Yes. Armonizzerei qualcosina. Oltre ad. Infatti, comincia a goderti le tue opportunità magiche perché a maggior ragione in un episodio di completismo com esploriamo. Sei ormai in grado di castare pressappoco qualunque cosa esista. Non come caratteristiche insufficienti. No! Eh quella è quasi. Eh ma devo, eh ragazzi, è lore. Guarda, guarda quanto costa ragazzi, l'incantesimo Geyser dell'anima di intelligenza. Geyser dell'anima, è, è quell'enorme me... flusso di energia in cima. In alto geyser a destra, ah, il, il qua, qua, di okay, tutto con okay. 60, sì. minchia. <ride> minchia. <ride> Però guarda cioè, guarda le magie che ha Cassandro. È il guerriero del crepuscolo, guardalo. Fantastico, bello. Ok. Però mettiamo quella che posso effettivamente castare. Anche questa posso castarla, vero? Sì. Uh, uh la cristallizza proprio. Eh, hai visto? È un buff potentissimo, eh. Sì. io non sono potentissimo, capito qual è il problema. Madonna che male. Vuoi far lotta Call of Duty? Ma maestro, ma con quali 240 p me li dice queste, queste bombe? Sono delle icone. Eh vabbè niente, non vuole rivelarsi a me. Era qua sopra, forse. Io mi ricordo che in uno di questi tettucci, ma forse mi sbaglio. Segui. Continua a proseguire. Ricordati che questi giganti li hai trovati senza cercarli. Hai ragione, hai ragione. Via. Poi si saliva qua, forse. Ma niente, non Qui è ne... dove spawnava come extra il persecutore. Il, il persecutore, la prima persecutore volta. Esatto. Allora, vediamo un po'. Andiamo di qua sotto allora. Uh, perché o è. O è di qua. Però non mi pareva fosse qui. Io una prosegue. Letteralmente. Ah, sì, vado avanti. Quello è indietro però. Sì. Uh... Oddio, oddio, Cosa oddio. Tendi per indietro. Allora che qui in realtà noi lavoriamo... Sta andando fatto. indietro. Eh, sta andando indietro, capito? Quindi devi proseguire, non andare. Oddio, indietro. oddio, 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 oddio. Eh, ma infatti quello che ti stavo dicendo prima, poi pensavo mi stessi correggendo. O oh, no, è entrato... No, Soul. no, no, prosegue, prosegue. È entrato quella canaglia di Soul. Però tanto Soul scappa. E oggi lo farò sì. anch'io. Eccolo lì, Beh. guardalo, guardalo. Leone no, can... è Soul. Quello è l'incubo. Ah, ah, ah Quello è il famoso cavaliere del New Game Plus. Potente, spietato e fortissimo. Se hai un seme dei giganti, ti, ti diverti un mondo adesso. Ah, vabbè, allora lo, allora lo userò di per certo. Anche perché vuole, vuole, vuole erodermi le palle. Speravo, speravo di aver attirato tutti gli invasori qui, ma evidentemente no. Eh. Uh... Aspetti, maestro, mi scusi, ma devo. No, no, ma certo, ma certo. Semare qui. Cazzo, perché quando me li kipperò sarà sempre il momento giusto, eh. Ti prego, ti prego, fammelo fare! Che è il mob che non me lo fa fare. Okay. Ah, ma quello è soul, credo. Oddio, oddio. Quello credo sia soul. Ho oh, aggrato metà Drangleic Sono d'accordo Ok Dai ma perché attaccate me? Ma attaccate lui Ho usato il seme Ma perché lo fate risalire? Ragazzi Guardate un po' Concentratevi eh. oh, non ho fatto cadere però Questo è ottimo <ride> È incredibile sta lotta in mezzo alle colonne. Lì c'è un nemico Soul, credo. No. No! Oddio! La girandola del palle mi ha fatto. No, no. No, 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 no. No, si sta curando, maledetto pezzo di palle. Maestro, questa non sarà la la, 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 la giornata in cui troverò gli altri avvizziti sarà la giornata in cui combatto gli invasori ah ma li sto ho appena fatto un messaggino agli invasori ah, in ma ecco maniera qua. qual è il problema virgiliesca quindi vai tranquillo ecco qual è il per problema ora... che non avevo l'arma giusta avevo la avevo la scimitarra a due mani ma oh, no Ragazzi, ma combattete anche lì. Ah, allora non servite un cazzo. Dai. No, no, no. Per ora goditi lo scontro. Eh, perché nel completismo, secondo me in questo caso, avremo a che fare con parecchie figi bruciate oggi. Ok, ok, ok. Ma quindi goditi la lassù. Oddio, sonsata. il cavaliere pazzo. No, perché Ma con me? Con... Ma perché, perché con è... me? Eh, perché, perché il seme non toglie il tuo aggro. Lo aggiunge quello degli invasori. Berrò. E rimanderò il problema soul's a più Soul a più tardi. Ma porca di quella puttana. Forse ce n'era uno qui. No, non è possibile. No. Allora, hai fatto, a causa probabilmente dell'invasione, una scelta troppo azzardata. Continua. Ecco, 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 ci sei. Esplora bene in quest'area. Non in quest'area, in quella di prima. Esplora <ride> bene in quest'area, non in... Eh, basta! Eccola. Tada! A questo punto. Torno subito, ragazzi. Andiamo a Ma sei ancora invaso? Sì, certo che sono ancora invaso. Ah, sei ancora invaso? No, ma Va il bene. non è quello, il problema è Agropoli. Ecco so <ride> Porca puttana! non farlo, non metterti nell'angolo eh, con tutti i vi... miei amici. L'ho visto. Ok, bevi no? C'è un altro rosso alla destra. Vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Andiamo a Sessopoli. Ok. Saul! Saul, morirai qui! Purgatelo! Prendetelo! Attento che quello potrebbe prendersela con te! Vai! Sì! Sì, che bello. Sì, è, è un festeggiamento testo. momentaneo maestro Entra in quel cazzo di gigante Entro dentro il sì, gigante maestro Usalo la sì. vecchia pazza entro dentro <ride> Perfetto Perfetto È stato veramente bello in realtà anche questo Questa puntata è la guerra più totale Mi scrivono in chat <ride> E' la guerra di Sbloom. Noi. Allora, maestro, 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 la prego, non fermi le invasioni e, e viviamo questo momento meta. In cui noi entriamo nei giganti, ma allo stesso tempo, fuori da essi, riviviamo i ricordi della guerra di Sbloom. <ride> <Yeah. ride> allora. <ride> no, no, sto scherzando, sto scherzando. Vai. <ride> questo è un ricordo della Bizzeto: Ok, e no, non ma. della guerra di Sbloom. Non ho visto come si chiamava Vammar Non ma è Vanmar. importante Ma si chiama Vammar Vammar ok Guarda La bandiera Di Vendrick Sì Saito Dimmi tutto Fermo Ok Stai ancora con la treneria in corpo Sì hai davanti a te un NPC e lo hai calpestato quattro volte. Non l'avevo visto. Stavo esplorando e ho paura che la cosa sia a tempo. E lo quindi... so, lo so, ti capisco tanto. È molto stupido averle a tempo con i dialoghi, però... Mi sa che è il tizio che è morto qui, nelle descrizioni. Bravo. Non ricordo come si chiami, no Vedrai <laughs> no Drummond, ecco sì E lui è morto qua. <laughs> <susurra>

Perché fondamentalmente il concetto di ricordo, traduzione della nebbia cinerea e utilizzo della stagnazione è qualcosa che cerco di non imboccarti in quanto ti deve entrare in testa indipendentemente da come viene tradotta, perché è l'incubo delle community e quindi ti faccio scontrare con i nostri stessi problemi. Esatto, esatto. Però è l'unica, è l'unica perché avevano perso i militari di Vendrick qui. Ho vinto io questa guerra da solo entrando nei ricordi. O meglio, l'ho e... vinta con Joel. Soon the giants will descend upon this fort. It is revenge for the kingdom's misguided barbarism. The mm. venerable lord built this kingdom to bring prosperity to his subjects. What has transformed him so? I cannot imagine. Nashandra. Eh? Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land of giants. Però ne, par ne parla di una ricompensa. Ma oh, qui il potere di fare i golem è evidente. Eh sì. Quindi è tanto che va avanti. Due esatto. generazioni? Eh sì. Tre anzi. Anche loro guidati da una volontà Da un istinto mm. quasi Infatti ti ricordi portano rancore anche dopo la morte Le loro anime sì. hanno rancore <laughs> Cazzatissimo quello <laughs> Sì <laughs> Beh, Those who live by the sword will die by it. And I, Drummond, won't go down without drawing mine. Take these, I think you may just need them. Ora non parlare io oltre. To... Ah, okay, perfect. Perché volevo evitare che cominciasse il dialogo prima che tu potessi continuare sì, perché sì. c'è questa meccanica deliziosa. Entra pure Fantastica, e continua a parlare. sì, sì, ci sta. Eh. Anche perché potendoci rientrare non ha alcun senso. Esatto, sì, sì, no, è... Eh... A cosa serve? Whatever. Comunque, ok. Uh, nulla di nuovissimo, se vogliamo. No, se no, non che è ci, è, ci è stata data la conferma di una nostra supposizione, ovviamente basata su prove granitiche, ovvero il potere dei golem e ciò che ha saccheggiato Vendrick dalle Terre dei Giganti. Sì. Però siccome si parla proprio di, un, di, un, di una ricompensa, mi chiedo se sia particolarmente tangibile quello che ha preso dai Giganti. Magari un ricettacolo, un oggetto e non solo il potere delle loro anime generico. Però non abbiamo mai visto un oggetto particolare no, legato mai. a Vendrick. E del resto Vendrick lì non è. Intendo ovviamente nella cripta del non morto. Non ha oggetti particolari con sé a parte le sue vesti. Quindi. Non so. Forse il trono? Però non credo. Beh, oddio, potrebbe anche essere il trono. Bello, ora ok ok hai ottenuto l'elmo di Drummond lo leggo no era, non era... Eh, no non qui non qui c'era la ricompensa ho visto anche col trofeo esatto piedra liscia e setosa uh -huh. dai Esplora. Dranglic è stato il modo di Dranglic in punto. Sì, sì. Guardalo lì. Eh, ha schippato il leg day ma le spalle le fa. Mamma mia che arma spaventosa che hai. E non è neanche no. baffata. Ho visto che a sinistra ci sono dei giganti, di qua infatti non c'è niente. Qui c'è una crepa, forse si può fare esplodere? Però come? No, non ho niente, non ho bombe. Eh no, è anche molto texture comunque. Ah ok ok, ah no, oddio, è pieno Esatto. Oh no, non ne ho più Ah cavolo! E eh, vabbè Andiamo di oscuridade Madonna mia, non è possibile mm, Faccio troppi danni Porca miseria Staventosa Lui è un piromante di veleno Eh sì Qua c'è qualcosa Però c'era anche una salita qua Ok però è un po' cieco Guarda tutta la cultura di Drangleik. Vivere. Cosa? Voglia di vivere? Sì, esatto, l'hai sentito, ho sussurrato ai ragazzi perché sono trivia, che sono veramente sottili e poco importanti, ma sono chicche che, sai, negli anni si conoscono. Nelle librerie di Drangleik c'è questo libro bianco che, sì. nel mentre evidentemente la mia PlayStation 5 ogni tanto decide di frizzarsi, e va bene. È vero, ci chiedo e... la voglia di vivere? Sì, è un libro, sì. Ah, però forse non era... No, forse non è PS5 frizzata, forse è il PSN rispettoso. Eh, sì. Sì, tu ci sei. Io ci sono. Cioè, oh. o, o meglio. Ma porca puttana. è successo? Hai preso una pizza. Sì, 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 ma eh, mi bisciottano anche loro, eh. Cioè la modalità Evan Orel del MakeRai qui. Ho li io. O mi sciottano loro. Mario Sony, sì. Qui c'è una scala, la prendiamo. Qui servirà sicuramente un altro giro. Per riuscire a... a fare esploropoli per bene. Gesù Cristo. Ah, ah, ma perché pensavo fossero le catapulte, invece è proprio un gigante. E eh, ma quindi in definitiva stare qui a a fare minchiate, che cosa mi serve? No, come si è ridotta la Cioè, no, 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 no. Bellissimo perché si sputa in mano praticamente. È veramente rude. Eh, qui scambio di colpi, vero? Io intanto mio. ridò vita alla, alla console. Play. Sì. Che palle, sì. sta cosa che ha tempo... Quindi non serve a niente salire là sopra. mi sono perso qualcosa io. No, 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 no! Devi... è pieno di piccoli... di, u... di piccole viuzzole, di tetti... Adesso ti... Ti do una mano. Però no, in no, effetti no, sai no. cosa? Si frizza sempre quando ti guardo troppo tempo in full screen. Forse è lo share che rompe un po' le scatole. Ma che strano, vero? io però non l'ho mai fatto, quindi potrebbe essere. Eh, potrebbe. Comunque arrivi. Ah, non ti preoccupare. L'ho <gasps> visto, sai? Ok, devo andare più veloce. Sì, ho praticamente tutto rotto, ragazzi. Me ne sono accorto. E eh, faremo del riparo. Bella. No. Nope. Eh, invece sip. Eh, È... penso che morirò. Back e Eccia. Mi... Cosa? Adesso... Back at Cia. Adesso sto arrivando... <ride> Il tempo di ripristinare la macchina, poverina. Allora... Io non ho più Estus, purtroppo. Bella. Una affondo e una spadata e muoiono. Non è vero. E eh dai, girati di nella direzione giusta. Devo curare con sti cessi ogni volta. Ok. Oh, qui stanno facendo ancora la luce, quindi io me ne sbatto le palle di quello che fanno invece no. Prenderò di nuovo la scala. Era qui? Sì, era qua. Io almeno scopro a che cosa serviva. Eh, toccando a schipopoli, raga, davvero? Però non so, forse... Forse devo fare i saltini. Forse faccio saltini pazzi. Da qui. E poi. Poi. E poi. E poi e poi via. Ok, randello. Gigante guerriero. Via dalle palle. Fatevela voi la guerra per i cazzi. Vostri. Aia. Tutto rotto, tutto rotto. Qui? Questo qui solitamente c'aveva qualcosa a droppare, ma stavolta non droppa niente. Uh, qui ripieghiamo le scale o oh, andiamo per di qua? Forse andiamo per di qua. Qui c'è una discesina. C'è l'acqua, penso di morire. Quindi direi di andare per la salita. Infatti, qui c'è un oggetto. Acqua rossa. Andiamo sopra. Altro oggetto. Gemma vitale radiosa. Uuuh. Wow, 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 wow. Johnny Bravo è arrivato. Ah, ma non ho più buff. Quindi niente. Devo farlo unbuffed. Va bene. Dai, dai, quindi dai. È... che È tuo. È gigantesco e aggressivo, ma è tuo. il problema non è... Lui. È il tempo. Che mi mette ansia. Ah... Bella. Ok, anima di un gigante, quindi ho finito anche questa zona. Esatto, bravissimo. E ora non credo ci sia più niente che mi manchi. Anima di grande eroe e torcia. Io penso di aver esplorato tutte le zone di questo posto, ragazzi. Guardate, lì c'era l'oggetto e l'ho già depredato. Sopra c'era il tetto. Oh no, qui c'è una cassa. Mancava questa, forse. Oggetto pietrificato, buono. Ora credo di averlo finito davvero, maestro. Stai facendo un'ottima esplorazione. Adesso. Grazie, Play oh, no, sorry. Dark Souls. Lo so che il gioco non è stato chiuso correttamente, bestia. Allora... Ok, sono di nuovo da te. Sei uscito o sei morto? <ride> Sono uscito grazie al randello del gigante, mi ha accompagnato. <ride> Va bene. <ride> uh, sì, vabbè, ci ritorno. Giusto? Cioè Beh, le per le per anime prendere... sono lì dentro. Esatto, per ah. prendere le anime sì. Porca puttana. Via. Ma perché c'era... Sono tornato indietro perché c'era una scala che non avevamo... Un... Oh oh! Fai entrare. Perché non mi fai entrare? Ci no. metti perché non sei davanti, non preoccuparti. Sei sicuro? Non è che perché eh, l'ho ma... finito? Ah. Ma quindi le anime uh. sono per sempre lì dentro? No, no, ci puoi entrare... Da, non ricordo. Forse perché Lo mi hanno invaso? Ah ok. No, perché davvero no, no, non credo che tu non possa entrarci. Io non ho bruciato, mi dispiace, maestro. No, va bene, non ti preoccupare, brucerai la prossima volta. Intanto la parte importante è il dialogo con Drummond e l'abbiamo trovato. E l'abbiamo trovato. Le anime sono ancora più importanti, ma le hai comunque utilizzate, questo quindi questo comunque quello... il game plus plus è infernale. Ah, ma infatti è un ottimo modo per cominciare la serata di completismo proprio in quanto non troverai di peggio. <ride> ah, ok, ok, vabbè, vabbè, ci sta, ci sta. Arriva, arriva lo shotgun. No. Oddio. Oddio. Guerre Mamma mia. Mamma mia. Che male. Eh, niente, ci ha pensato lui. No worries. Allora... L'anima gigante l'hai presa, giusto? Sì, l'anima gigante l'ho presa. Ok. Va bene. Cosa? A questo punto... Eh, no, è un caricamento lento perché Dark Souls 2 ogni ci pensa molto intensamente. Allora, hai quindi esplorato i ricordi di tre giganti avvizziti. Sì. Uno nel quale hai trovato persino uno dei generali di Vendrick Che vi forse, forse uno dei più stimati proprio. Eh, sì, ha detto proprio quella parola importante sul di il mio nome. Nessuno mai sì, sì, ti sì. fermerà o oserà sfidarti a questo punto. Vai a parlare invece con Vellagher. Wella, Vado. Uh, il primo va bene, no? Uh, il primo di, del castello? Uh -huh. Sì, certo. Se quello, dovrebbe essere quello. Dovrebbe essere un... figli... Sì, esatto, perfetto. Le ultime teste nella grotta. L'elmo. Ah, ma l'effigie vale solo per la mappa. Cioè, adesso è Eh devo sì! Sì, sì, sì. sì, Non sì, lo sì. sapevo, ragazzi. Non lo so. Tanto poi ti verranno restituite. No, eh, devo andarmi a riparare. Vabbè. Allora, aspettate. Devo andarmi a riparare di nuovo. Queste invasioni mi hanno ucciso. Proprio nel senso letterale. <ride> no, ma non, del non, non, non ti preoccupare. Va bene, va sì, sì. Bravo, bravo, E ne avevo tutto. You do you. Vai, vai, tranquillo. Avevo tutto rotissimo. Quindi mi vado a riparare tutto. Ecco. Andiamo. Allora... Sì, sì, eh, c'ho da riparare. le oh, sì. Eh, il cappello. Il cappello e maestro? Ah, ma non ho anime, aspetta. What? Mi hanno rotto il cappello e il maestro, pezzi di merda. <ride> Come, si Come osano. Come osano. Adesso vado a spaccargli la faccia E adesso Brucio l'effigie No Sì Mi Posso Vabbè, invadere no. nel castello di Vendrick? Ma penso che se l'hai bruciata Rimanga Il cooldown Non lo so eh Ma penso di sì Fammi vedere nei buff Sotto la vita Fai un rollino Sì È rimasta eh, Perfetto Vai a parlare con Vellager. Allora, no, non devo andare di qua, devo tornare indietro, indietro e sì. qui. Bravissimo. Ecco. E andiamo dal Vellago. Esatto, ragazzi, per favore, mi fate l'animazione della scena di Shanks, ma sono Joel e Cassandro. Bello, bellissimo. Eh. What? Uh, non ha senso? Dark Souls 2? Come? Buongiorno! Non ho capito. Va bene. Va eh? bene. Va bene. <ride> non ho capito. Va, Va bene. bene così. Okay. Non ha avuto un colpo di tosse mentale. Mettiamola così. Allora. Allora. Con la spada Now, take these. Ma ragazzi che sia l'anello del re Forse ha senso a livello di gameplay Ma a livello pratico no Perché le descrizioni ci dicono che sono tornati golem Quando se n'è andato il re E il re se n'è andato oh, di, tutto no, di sicuro non è l'anello del è... re uh, Mi ha dato Un, un set lo leggerei sinceramente. Mi ha dato molta roba, sì. Allora, leggerei prima l'elmo il... di Dranglake. Vediamo cosa. Dove stai? Aram, cavaliere. Ah, eccolo, l'ho saltato alla fine. Elmo tradizionale di Dranglake apparteneva al Capitano Drummond. Gli Ave di Drummond hanno servito Drangleik per generazioni, principalmente come difensori della grande fortezza. Tuttavia, il Capitano Drummond è l'ultimo discendente della stirpe. E se non affiliato, è anche l'ultimo Drummond, punto. Perché è morto in guerra. Uh -huh. uh, poi, invece, lui ci ha dato. Le Spada Ropera. Cos'è che ci ha dato? È una. Le Spada Ropera, è un'arma. Non so, anche roba di Linewale, ho letto ho sì, letto di sfuggita. il set è quello. Il set è quello. Sì, 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 Dove sei? Spada che gira. Aspetta un secondo. Eccola qua. Maestro, si sente la sua voce dal. non riesco a distinguere cosa dice, ma si sente la sua voce da joystick. Uh, eccoci qua, spada da fondo del cancelliere Vellager, forgiata con l'acciaio più raro, un capolavoro del grande fabbro, oh eccolo, Lewelling, portato in dono quando lasciò Mirra per trasferirsi a Drangleik, quindi ci ha dato il set del fabbro. Ci ha dato anche qualche arma? C'è un'altra arma? No. Non mi sembra. Forse uno scudo? Allora vediamo un po'. Eccolo qua, eccolo qua, armatura di Lewellyn Mm, armatura rinforzata con l'acciaio più raro. Apparteneva al cancelliere Vellager. Equipaggiamento di qualità. Ah, ci ha dato proprio il suo set, ok, ho capito ecco perché non c'è l'elmo. Equipaggiamento di qualità, leggero e resistente, creato dal mastro fabbro del castello, Llewellyn. E concessa soltanto a pochi eletti. Il lavoro di Llewellyn è riconoscibile dalla mancanza di ostentazione, poiché è votato alla semplicità e alla resistenza. Non l'abbiamo mai trovato lui, vero? Lui non l'abbiamo mai trovato. Un pugnale reale e un randello ci ha dato. Non okay. l'avete. No, non l'hai mai trovato. Ma adesso, eh, prima stavo discutendo con la chat senza che tu potessi sentirmi perché pensavo che avessero inteso che l'anello del re fosse il tesoro che aveva ottenuto lui dai giganti. Mentre in realtà avevo frainteso per un momento di distrazione. No. Ho aperto la wiki in Scholar of the First Scene, eh? quindi è proprio una cosa di Scholar. Se lo hai equipaggiato. Le sono guardie gomma non si attivano, sì, però quello che intendevo dire è: È una cosa che non ha troppo senso perché ti dicono che quando lui se n'è andato, tornano, tornano pietra. Ma in teoria, capisco cosa voglia dire, è l'anello del re controlli golem tu, no? E quindi li, sì. li tieni fermi. Però sì. obiettivamente non è intuitivissimo perché tu sai che sono tornati pietra quando lui è andato via, sì, ma, ma infatti, eh, guarda, ti dirò in questo caso. È proprio una di quelle cose di Scholar che ti aggiunge la chicchetta GDR ma non ha nulla a che fare eh, con la narrativa. Eh, quello, quello, quello stavo dicendo. Uh... Ma non lo ma guarda, anche la mia chat è impazzita perché onestamente questa per me è una, è una, è una cosa nuova, non lo sapevo, perché mm. è di Scholar. Carino, 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 vabbè. Allora, avevamo anche il randello dei giganti. Non so se l'avevo già droppato, ma non credo. Che magari è tra i randelli. No, randello grande... Non c'era un tipo randello da gigante? Lo, lo ricordo male io, ragazzi? Forse si chiama semplicemente randello grande? Mi ricordo male. Mi pareva di aver preso proprio un randello nell'ultimo ricordo. Ah, quindi hai preso quello. Ah, quello ecco, 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 ecco. mi sa che è questo. Esatto, randello sì, è randello da quello. gigante guerriero. Che randello dei giganti che assediarono il Lake. Poco più che un masso legato a un albero, ma molto potente, anche se primitivo. Seguendo il consiglio, ah, eccoci, della regina Nashandra... Eh... Re Vendrick guidò le sue armate verso nord. Nel tentativo di soggiogare i giganti e di reclamare le loro potenti anime, è certo. Eh, sì, questa è una delle descrizioni che nel vanilla era tra le più importanti. Era importante. Ora qui perché, arriva, perché... Che, dopo che sappiamo già tantissimo, però. Esatto, ma nell'originale non era così, era molto più una scoperta. E poi un pugnale, mi dicono, ma non ho idea di dove io l'abbia droppato. Questo pugnale. Pugnale difensivo da bandito, pugnale reale. Un pugnale creato con l'acciaio più raro Dotato di una lama insolitamente lunga Me l'ha dato Vellager questo Utilizza una preziosa sì. lega Ok creata nel regno orientale di Mirra Allora sì perché il fabbro è di Mirra la cui composizione è tenuta segreta agli altri paesi. Questo almeno finché Re Vendrick non ordinò al cancelliere Vellager di offrire all'abile fabbro Le un contratto a vita di qualsiasi cifra per portare ad Drangleik la rara Lega. Oh, ragazzi, Vendrick era un uomo di politica, non solo un grande guerriero e condottiero. Si è comprato il fabbro di Mirra. E dicevo, non l'abbiamo mai trovato. No, mai. Infatti, praticamente, quando leggivi le descrizioni sul fatto che Vendrick portasse a sé personaggi eccentrici che impreziosivano il regno, lo rendevano più forte, ne stai vedendo davvero esempi adesso. Eh, certo. Allora. Rientro qui dentro, è suggestivo. Ma questa stanza non serve a nulla nulla, secondo me farà qualcosa poi. Ne riparleremo. Eh, dai. Questa A questo punto sembra, sembra troppo importante, maestro, per non avere niente dentro. Maestro, non taccia così. <ride> diciamo che lì dentro c'è una via di mezzo, un po' come l'1,5. Mettiamola così: quella okay. stanza è l'1,5. Okay. È vero, nasconde qualcosa. Forse non di così importante, però nasconde ah, qualcosa. Ah, ne ah, riparleremo. Okay, okay, okay. A proposito però di qualcosa che invece importante lo è, al punto che eh, l'indizio che ti sto per dare è in un luogo molto importante, non del gioco, ma della nostra, nostra serie, chiamiamola così, okay. io ti dico, vai a Majula. A Majula? Vai a Majula. Va bene, maestro, andrò a Majula. Devo tornare. No, non qui. Devo scendere da sotto e andare a sinistra. Ma giù, va bene. Completismo vero oggi proprio, eh? Oh, è solo l'inizio! È solo l'inizio. <ride> si di qua, giusto? Sì. Ah, giusto, giusto, ma posso usare direttamente la piuma, che scemo. Mi scordo sempre dell'esistenza dell'osso del ritorno tranne quando sono in pericolo cioè, se sono in pericolo me lo ricordo sempre ma non posso usarlo mai ma <ride> sì, devo tornarci intelligentemente non lo faccio. diciamo che quello che puoi fare è mettertelo tra i quick item sì. e ti torna in mente in alcune emergenze diciamo allora ok Adesso che sei a Majula, io ti dico. A circa. diciamo un po'. vediamo. Da, da un minuto in poi. Da un minuto in poi, io non ti dico niente. Vorrei che tu guardassi bene l'opening che ho fatto per la seconda stagione. Quindi la, 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 la faccio partire? farla partire ma guardala tu più che altro ok da, da un minuto in poi se vuoi proprio l'indizio eh non posso, non posso scegliere a quale minuto cioè la devo mandare e basta la, la rimando tutta sì allora fai attenzione dopo il putrido dopo il putrido ok va bene vado O meglio sì dopo il putrido però soprattutto sì. dopo tanto non mi muto mi sentirai il re <susurra> i questa porta qua. E poi appare mm. l'anello eh, non è l'anello, è il il globo infranto. Il globo infranto, sì. Il globo infranto si muove. Oh poggers, ma chi invado? Chi è? Il low track di questa generazione, Dark Cassandra, ho scoperto cosa? Non so cosa ho scoperto di te, cioè so che sei truffaldina come la merda. Che cosa hai fatto? È forte Aia Eh sì Eh sì Mi le campane in testa Ma tanto può essere fermata mentre casta Esatto Fa ah, schifo ti stava curando ok guarda quanta roba ha droppato Chietra la tua teoria era visto. giusta a muovere il meccanismo non erano i miracoli era una chiave che lei aveva ti ingannava vabbè ma se sì, cioè, lei non, non aveva fede in realtà esatto lei Poi aveva zero il tepore... fede esatto e soprattutto il set del santo leggiamo tutto decisamente cosa ci facciamo con quella chiave Semplicemente possiamo azionare il macchinario adesso. Esattamente, esattamente. Allora, intanto leggiamo la chiave: una pietra che ruota la magiula rotonda. Inseriscila nel pilastro centrale per allineare la magiula rotonda con un diverso passaggio. Non ha niente di magico, ma è un'incredibile opera di ingegneria. E infatti, niente di magico aveva. Um, poi abbiamo il set del santo. Vediamo un po' dove sta? Lui? Sì. Vestito dei chierici eh, dei miracoli, apparteneva a Licia di Lindelt. Sebbene Licia si dedicò ai miracoli, è raro che qualcuno trascorra l'intera vita senza alcun problema. Persino i chierici non sono ciò che sembrano. Beh, ma in realtà diciamo in questo momento storico i chierici non sono ciò che sembrano, perché devo dire che la Via Bianca di Lordran comunque per quanto avesse le sue mele marce, sembrava comunque credere nel proprio precetto. Invece qui è tutto il gioco che ci parlano di chierici che in realtà si fanno i cazzi loro. Uh, sebbene Alicia si dedica... No, okay, perdonatemi, questo l'abbiamo già letto, abbiamo già finito. Dirà sempre la stessa cosa, ma ci proviamo lo stesso. Sì. E poi ha droppato una campana. Sì. Quale sarà? Non credo che la campana fosse particolarmente speciale. Vediamo Sagra un po'. Sagrada Chierico. Boh, non ho visto. Non mi sembra che la campana avesse una valenza seria. La campana dell'idolo, ecco qua. Campana sacra di Licia di Lindelt, catalizzatore oh, per miracoli e malocchi. Ogni città nasconde persone dai desideri più insoliti. Attenzione però alla parola desiderio, che sembra Eh molto sì, importante. esatto, pensavo che fosse la descrizione del sette, invece quella della campana, leggi bene, leggi bene. Che lottano per resistere a tali pulsioni o che le assecondano lontano da occhi indiscreti. Il mondo non è sempre indulgente con il loro vero io. Allora, i desideri a dir la verità. Eh, è il momento che, che, che se ne parli io e te, maestro, di questa cosa dei desideri. Perché il desiderio è, bravo, è il modo è in cui viene definita Nashandra. Eh, il desiderio è la pulsione del frammento di avere più potere, di eguagliare in forza gli altri, superarli perfino. Quindi direi che il desiderio è proprio di tutti gli esseri umani, ma non è qualcosa da intendere semplicemente come il desiderio vero e proprio no? desidero questa bottiglia di Sprite bellissima, bellissimo, uh -huh. trasparente con il green screen um, ma è proprio qualcosa che ci cambia, che ci rende più forti o più deboli a seconda della prospettiva il desiderio, ti ricordi c'è anche quello di conquista del re che ha portato i tre regni a cadere e a venire rappresentati come tre serpenti con la testa mozzata quindi il desiderio ti direi che è un po' una sorta di limite dell'essere umano che non deve raggiungere una certa soglia di volontà o più che altro proprio di brama perché oltre quella soglia lì forse l'oscurità va fuori controllo. Del resto si parla di Manus in questo gioco, si parla dei suoi frammenti e Manus andò fuori controllo per via, credo, del desiderio di ottenere l'altra metà, metà della collana sì, e quindi certo. in senso lato di non so eh, riunirsi con l'amore o l'amico o l'amica che aveva perso um, quindi mi aspetto che il desiderio venga esplorato ancora di più del resto il desiderio di porre fine a una bugia è l'ossessione che guida Aldia e lo fa trasformare e in senso neanche troppo trasversale, quello che porta Gwyn, perdonatemi, Vendrick a finire in quel modo nella cripta del non morto. Però vedete, È il desiderio di spezzare la maledizione, oppure il desiderio di impedire a Nashandra di raggiungere il trono. Sì, vero, vero, bravo Kira 97, non ci pensavo per niente. Il demone della cupidigia anche. E, e quello del canto, oddio, quello del canto non mi ricordo se aveva descrizioni in termini di desideri Forse sì, ora che mi ci fate pensare. Ma diciamo che, che più, più che il demone del canto era il vincolato che aveva una descrizione ecco, di vero. desiderio. Bravo, sì, il vincolato e i suoi desideri carnali, giusto. E anche, anche però il demone della cupidigia, se non mi ricordo male, perché amava la. la, 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 la come si chiamava la tipo serpentessa? Ah, ah, mitra. Mitra. No, aspetta, no, Mitra è quella di Xenoblade. Come si chiama questa? Mitha, senza la R. Mitha, okay, esatto. Okay. Uh, il mondo non è sempre, sempre indulgente con il loro vero io. Vabbè, in questo caso credo che qui si parli del fatto che l'abbiamo uccisa, no? Non siamo stati indulgenti con il vero io, di questa truffatrice. Mm -hmm. Però ecco, il desiderio di per sé, se ci pensate l'intero gioco è basato su un desiderio Ci stavo facendo mente locale Mitha a sua volta desiderava l'amore che non poteva avere di questo uomo che in realtà era un principe se non mi ricordo male quindi era tra l'altro già fidanzato addirittura mogliato il re di ferro era superbo e aveva il desiderio di creare questi demoni attraverso la propria forgia e di espandersi era proprio altezzoso e fin troppo sicuro di sé Credo, credo di essermi reso conto fin troppo tardi che questo desiderio è centrale, ma mi serviva Nashandra e questa descrizione per fare due beh, Non, più non solo Anaschandra, pensa a come si chiama quello che raggiungi infine il trono del desiderio. Vero, hai ragione. È una cosa molto più su questo tema, ti metto subito un puntino sì. su lei perché per carità del cielo. È molto più simbolico che non. concreto, eh? non è... No, certo. Me certo, lo, lo, lo immaginavo. È un grande simbolo, ecco. Però questa, secondo me, invece, è una. Eh, è un elemento questo molto in linea di continuità con Dark Souls 1. Già in Dark Souls 1, se ti ricordi, ti dissi è davanti parte a Manu. la di Dark Souls 1, è esatto, perché già, già in DS1 ti dissi, guarda, secondo me Manus sei impazzito per overdose, eccesso di emozioni. Quindi qui non sembra diversa la situazione. E che cosa pensi che fosse il desiderio di Lysia? Bella domanda. C'è un indizio un po' sottile. Che è facile Lei... scappi sotto i baffi. Che Lei stava non pregando a hai... Dade quando l'abbiamo incontrata, stava, stava facendo finta. E, sì. e ci ha truffati sostanzialmente accumulando un sacco di anime, cioè spendendo uh -huh. facendoci spendere un sacco di anime. Qui ha fatto la stessa cosa, quindi lei voleva collezionare anime, ma per farci cosa? Allora è stato e questa è una cosa che secondo me è, è piuttosto esemplare del personaggio. È stato l'unico NPC di tutto Dark Souls 2 che ha citato la Prima Fiamma. Davvero? Non ci avevo fatto eh caso. Eh sì! Lei parla della Prima Fiamma, ti parla proprio del termine Prima Fiamma e nessun altro lo fa mai. Quindi Anzi, lei a provarla? La culla? Potrebbe. Guarda, ti dico una piccola cosa che, visto che non, sta, non stiamo parlando dei massimi sistemi di Dark Souls 2, ma è una cosa molto simpatica, perché si può intuire magari rigiocandolo o facendo un... non dico una un'addizione, ma un po' una, una sorta di equazione del mm -hmm. gioco. Ti ascolto. Ma avevi detto che l'usurpatore anonimo sembrava una ragazza incappucciata? Sì. E lei? Ah, lei cerca certo, di lei seguire cer il tuo percorso. Lei vuole ottenere il trono come Nashandra. Lei vuole capire cos'è la prima fiamma, vuole capire... Perché la gente ha fede? Perché la gente ha fede? Per quale ragione? Da dove viene questa fede? Qual è, quale potere ottiene? Sì, però lei allora lo vede da un punto di vista molto più freddo. Cioè, sì. vuole capire tecnicamente parlando cos'è che ha sedimentato migliaia di anni di scritti sui quali ancora oggi i chierici stanno a ciarlare. E per lei non hanno alcun valore spirituale ma puramente pragmatico. Magari aggiungo il carico, ma è una lettura puramente personale. Magari uh -huh. invidia tutti questi. Eh, no, dei ma, sì, venerati vorrebbe essere lei venerata tant'è vero che è qui che ci fa spendere dei soldi per fare i miracoli no? per eh, aprirci eh. strade precedentemente chiuse sì, sì, ha super senso questa cosa è, non so se è una lettura tua o una lettura della community ma mi hai no, 100% no, 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 l'usurpatore anonimo è lei, ah, è, lei, lei è, proprio, è proprio lei, è proprio, sì, lei, sì. È proprio il suo modello sì, è lei, è lei. Allora, ok, allora ok. Però no, su questo non ci sono dubbi. No, secondo me si... ora eh, Tallarini Lorenzo scrive: non si discosta molto da Aldia, non sono d'accordo. Sono due personaggi diversissimi, <ride> molto diversi. Eh, sì. Eh, lei è attaccata a qualcosa paradossalmente di estremamente terreno, cioè la fede degli uomini negli dei. E lei vuole capire da cosa derivi. Magari a, a sorgere appunto, ripeto, eh, lei anela ecco, a quel potere. E, e ti fa pregare esatto per aprirti il passaggio eccetera 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 uh, invece Aldia, Aldia al contrario ha capito che nulla di tutto questo ha valore per Aldia è, pro è proprio il fatto che abbia valore è il contenuto della bugia di qui sopra questa esistenza non ha valore ma ci hanno detto di sì questa esistenza non ha alcun significato ma ce l'hanno dato gli altri, chiunque ci abbia detto vai vincola, vai diventa re, vai non farlo. Quindi non so, uh, per me qui anzi ci tengo a precisare che almeno io non la vedo così. Per me Aldi è un personaggio unico che non ha precedenti in questo momento perché è un Crestfallen con uno scopo ben preciso. <ride> è un Ottimo. È un, crest è un Crestfallen con la volontà di continuare. Es esatto è un Crestfallen che con un fine macroscopico esatto. ha assimilato l'essere stato Crestfallen diciamo sì, quindi sì. si è sporcato di quell'esperienza e di quella visione del mondo allora, o oh, oh, come dice Elkan, anche potrebbe avere senso. Elkun, perdonami perché non so come pronunciare il tuo nickname. Secondo me anche, è più il contrario. Lei invidia chi ha fede perché non ce l'ha e fa tutto questo casino, cercando di capire. E sono entrambe bellissime sì, letture. Sì, sì. A me piace esatto. pensare che lei voglia effettivamente divenire, raggiungendo la prima fiamma, eh, qualcosa di venerabile perché altrimenti non verrebbe definita usurpatore. Ok? Però. Anche la tua lettura è molto bella e altrettanto sensata. Lei in realtà vuole semplicemente capire perché siano tanto uh, venerate quelle, quelle divinità. Dato che partono da un sentimento che lei non riesce a codificare. Quindi uh, mi piacciono entrambe le letture, non so scegliere. Sono belle. No, è, un, è un personaggio insospettabilmente importante, diciamo, all'interno del disegno sì. di quello che è il desiderio, la maledizione dell'uomo e il vivere con un'anima in Dark Souls 2. Sì, sì. Adesso. È arrivato il momento, incredibilmente ritardatario, ma interessante non di meno, di finalmente spietrificare quel non morto all'inizio del gioco. Sì, maestro, sì, <ride> è arrivato Natale. Uh, posso farti una domanda che è generata in realtà da un commento Vai. che ho letto adesso in chat? Vai, certo, sono qui. Kizuko scrive: Magari lei, Fede, però ce l'ha. Uh, e crede qualunque cosa essa sia, crede nella prima fiamma perché lei i miracoli li usa. Però, per come l'ho interpretata io, fede non è necessariamente la fede nella divinità, ma la conoscenza delle sue storie. Cioè, per come eh, l'ho sì. interpretata io, fede è la statistica di conoscenza del personaggio dei miracoli della Bibbia. È la fisica serve... teologia. Secondo me, sì, ma volevo sapere la ma serve anche una forma di fede. Okay. Viene, viene esplicitato più volte. Non sempre da personaggi positivi, quindi non si può sapere quanto abuso c'è del termine. Mm -hmm. Però la fede non necessariamente deve essere nelle divinità in quanto tali, bensì okay. in ciò che deriva dal loro potere. Cioè, da credo che... di poter utilizzare il miracolo, effettivamente funziona. Sì, credo sì, non è proprio Warhammer. 40.000 però è <ride> un... Uh, è un... Uh, vedere in quelle storie il potere che deriva da esse. Certo. Sì. E in questo caso la prima fiamma è una storia molto, molto pragmatica. Sì, sì, sì. Leggendaria, ma che lei è convinta sia vera. E quella è fede. Ah, ok, quindi anche secondo te effettivamente c'è una fede proprio nella prima fiamma? Allora c'è... semplicemente una curiosità. Lei mm. è convinta che esista? Sicuro, lei è profondamente convinta che ci sia. Infatti, no, quindi... devi. No, quella è la foresta dei giganti. Eh, infatti. Puoi anche teletrasportarti da manualmente, però stai andando da bene. Sto... Eh, stai, andando... Stai... stai andando bene. Okay. Segui il tuo istinto da passeggiata. Ci sta. Io farò l'opposto per mio compensare. Non ho da passeggiata, sono un vecchio. <ride> <ride> mio... Cassandro ha fiutato i cantieri. E <ride> eh beh, ci sono, guarda, ci sono gli non morti pietrificati. Ha senso. Vai, vai. Prosegui. It is time. E ricordati che devi assolutamente accendere tutte le torce, altrimenti che fai? Lasci le cose incomplete. Lei ha ragione, maestro. Vado. Ragazzi. Oh, Ragazzi, che ricordi, esatto? Eh, questa è la serata dei ricordi e non solo. Ragazzi, era appena cominciata la mia seconda, la nostra seconda avventura. Sì, sì, sì. E... sì, sì, sì. Venivamo da un momento così incredibile. Il duello tra Sabaco II e Firenzo La gioia Mamma di aver mia. vissuto il primo Dark Souls insieme. Che bello. Ed ero qua convinto di saper giocare a questo gioco. Lo siamo stati tutti. <ride> e le abbiamo prese tutti. E intanto lo spietrifico. Eh, Giorgio Napolitano, per favore. Grande Jason Derulo. Ah, era il posto che vedevo dall'alto senza potervi esatto. accedere. Beh, direi che non è proprio endgame, <ride> non propriamente. Cosa? 'Questa era un'area che potevi tranquillamente esplorare nel Vanilla. Non c'era la, la. Ah, non c'era il. Barriera. ramo. Però non posso saltare. Esamina no. l'area circostante. Aspetta, forse posso rompere questa. No? Ah, fai cadere l'ol. Esatto. Expertise. Sono un scemino, maestro. <ride> Perché Diciamo che anche nel bosco ti, ti feci notare Quel dettaglio ma Dark Souls 2 Ti avrebbe dovuto Introdurre la meccanica in questo oui. modo Ovviamente in oui. scuola hanno ben pensato nah. Ho sprecato Lo so ragazzi ma non avevo voglia di tornare indietro Vabbè e ora gli si fa il culo Ragazzi Si cleara tutto adesso Si fa il cleare Esatto Aspetta, aspetta. Aspe. Si cade qua però. C'è un oggetto. A maiale. Assolutamente sempre. Maiale o morte. Maiale o morte. Ok. Uh, c'era addirittura un frammento di fiaschetta. Poi sei di scolar, ovviamente. Mi sarebbe... Ah, ok, stavo per dirti. Mi sarebbe stato utile dai vari aghi. Grande, Francone, Vedo che ricordi con grande forza i momenti della run. Quelli che l'hanno resa. Per me, per me il, il pontile è uno degli aghi eh sì. della nostra serie. Ma in generale ma il dei, dei è... Dark Souls... Cioè, so, è... il puntile è il momento in cui capisci che cos'è Dark Souls 2 e le differenze che ha con il predecessore, in cui devi effettivamente ricalibrarti. Il, il puntile è, come ogni film del Marvel Cinematic Universe insegna, il film nel quale il protagonista perde i poteri. Sì. <ride> è il puntile. Nel puntile sì. ho perso i poteri, ma li ho ritrovati. Cioè Assolutamente. Mamma mia ragazzi. Sarà troppo difficile. Un po' goboli. Altro cadino. È finita. Beh, esplora meglio. Ah no, c'è un è quello che vedevi da tanto tempo giusto, giusto 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 ci sta marione qua vai <gasps> bastardo Sono due perché questa è una sfida un po più complessa però bisogna vedere quanti, quanti punti vita hanno eh un cazzo un cazzo a posto easy 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 Easy. Bravo. Ise. 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 Ragazzi, scusatemi, sono troppo forte. Scusate. Momento nito? Perché c'è una barra? Eh. Oddio! No! 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 Esci! No! <ride> La natura del... Eh. Maestro. <ride> Sono Cassandra. <ride> Cassandra. <ride> Eccomi qua. Le piaccio, maestro? Oh, cavolo! Odiami. Oh, oh, Io diamine, non so come no! comportarmi. Se Cassandro diventa una sdrincia, potrei non resistere. Okay. No. no! Ero troppo emozionata, maestro. Devo sdrinciare anch'io. Maestro, ecco, ecco, adesso, adesso sono proprio una, una bella sdrincia. Uh, <ride> devo un attimo sistemare e tutto. Ecco. Secondo È me, bello. possiamo comunque fenicotterare. Maestro, fenicotteriamo. E così sembra un po' Alvin dei Chipmunk. Maestro, fenicotteriamo. Ecco, questo è perfetto. Maestro, fenicotteriamo. Ecco. Sì. Perfection. Eh, fenicotteriamo. Andiamo. Uso lo scudo per fenicotterare perché adesso sono diverso. Eh, però io devo, devo... Dove devo trasportarmi? <ride> non rida di me, maestro. Sono putrefatta. Ecco. Dove sono i baffi? I miei baffi, i miei preziosissimi baffi di umanità e di legna. <ride> La strincia si impregna. La strincia si impregna. Esatto, maestro. Maestra <ride> maestra Jolin. Guarda che esatto, Jolin e Cashandra. Maestra Jolin, dobbiamo tornare indietro. Andiamo, maestra. Eccoci. Mi hanno sempre presa in giro per il mio mento mascolino. Mi chiamavano Befana. Vaffanculo, dico io. E Ades adesso. Nel Vanilla non ti sì. avvisava nessuno. Cioè, semplicemente succedeva. Sì. E se avevi un'armatura pesante, lo scoprivi. Mai. <ride> Al boss finale. <ride> eh. Dove cazzo devo andare? Eh. No, non lì! Gomenna sai. Uh, sono troppo emozionata, ragazzi. Cioè, sono un... una femmina. Ma, maestra, mi dica una cosa. Manteniamo... No! Comu... <ride> Giustamente Chiara <ride> mi sta guardando in modo strano, non capisce. <ride> Eh, non so neanche io perché è successo, ma sono entrato in una bara e un attimo dopo ero Cassandra. E eccomi qua. E dicevo, maestra, ma uh, canonicamente parlando, siamo ancora Joel e Cassandro nelle nostre menti o si sono sostituiti i nostri ricordi con ricordi inesistenti di strince del tempo passato? Se soltanto accadesse veramente. Che i nostri protagonisti possano avere i ricordi di essere una sdrincia impazzirebbero. Ok, ok, quindi. Perché... Si siamo comunque Joel e Cassandro. Assolutamente. Okay, Era. Okay. Eh, perfetto, perfetto, ok. Era proprio quello che ti stavo chiedendo. Maestro, potremmo entrare negli spogliatoi adesso? Non saremo, mai Questa è, è una. È la puntata alle terme. Esatto. <ride> Finalmente questa... l'episodio 10. Cioè, è un po' una correlazione, insomma. Pregare dal dio della morte, il primo morto, Nito, il lord delle catacombe, oppure il fare gender swap? Sì, sì, giusto. <ride> esatto. Benissimo. A noi due. Ne è passato di tempo, eh? È cambiato tanto. Anche il mio sesso. Ma guarda un po', non si tocca neanche con un fiore, altro che con la spada del persecutore. No. Sdrincia o sdrincia non fa differenza sul campo di battaglia. Ma sta facendo pur suerz playing. Che <ride> cosa? <ride> no, fai <potento>! il <ride> Basta. Non sottovalutare. Sdrincia, sdrincia per la prima volta. <ride> Non mi fai paura. Oh no, oh no, oh no. Attenta a indietreggiare. <ride> Guerriero sdrincia. La mia abilità rimane la stessa. Certo che veramente è Sora Casanto. C'è tutto dentro di lui. Firenzo... Casandra. Mi ha tolto cosa. la bellezza per indebolirmi. <ride> <ride> uh, è stato bello. Ma è il momento di tornare. Oh yeah. Non è la stessa cosa? No, mi ha detto perché c'è un cosa. Di Scholar la... ce l'ha avviso. O meglio, di Scolar nelle pace l'hanno aggiunto. Ok. Ma non. Non ti preoccupare. Non... Lascia un po' il tempo che trova Molto bene Parlando quindi in realtà Di desideri carnali Andiamo a genere. aprire la chiave Bravissimo Apri la... Aprire la gabbia del vincolato Yes Facciamolo Bravo Uh... Ah giusto posso darti l'ira di dio in realtà a te Maestro le posso dare veramente cioè... Questi no? Sì daglieli tutti Ma glieli posso lasciare tutti insieme? O una alla volta? Sì. Tutti insieme Lascia 29 A posto Ma no, come no. no? Ma come no? no oh Perché non l'ha preso? Perché? Ah, no, ah, uno a uno? Oh, va bene, ci ho sperato. Niente. Maestro, ci vorrà uno, un no. episodio intero. Dacci un sitoso. Anello bianco. Ma che culo? <ride> che cos'è? È uno degli oggetti più rari che possono offrire. Ok, abbiamo trovato il primo, quindi è bella. Parla come pingu. Titanite scintillante. Vabbè, questo. Drop di base. No, no, no. Poggo. Osso di drago pietrificato, godo. Esatto. L'astra di, di Titanite, questa è buona, eh? Vero, maestro? Altro che, però, ti serve relativamente. Ormai, una cosa che puoi fare, giustamente, mi dicono in chat, è dropparne 29, Marino dropparne uno alla volta. Esatto. Scusate, comoda comunque come cosa. Io vado a fare 300.000 anime, intanto. questo è il ballo dello drincio. No, ho perso il ritmo. Madonna, maestro, ho acceso la prima fiamma. Mi sente, maestro? Sì, è fantastico, cioè hai praticamente... Ho acceso la prima il fiamma. Il vincolo pronto. Sì, 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 sì. Ok, titanite. Vecchia frusta. Titanite. Lastra. Titanite. Titanite. Non vale. Titanite. Titanite. Martello pesante del demone. Wow. Un altro. Esatto. Il terzo. Lastra di Titanite. Tridente dell'invocatore. Lastra. Tridente dell'invocatore. Lastra. Lastra. Titanite. Martello pesante del demone. Il quarto. Lastra. Lastra di titanite. Martello pesante del demone, il quinto. Lastra di titanite. Tridente e l'invocatore. Finito. Ho spacchettato tutto, maestro. Ho 40 martelli del demone. Che me ne faccio. Martello pesante fatto di materiali ignoti. Potrebbe trattarsi di pietra o persino di legno, ma è quello del demone di S1. Le origini del suo nome esatto. non sono chiare. Il suo tremendo peso fa pensare che non sia stato studiato per, ess per gli esseri umani. No, eh, c'è un typo. Per gli esseri umani. Forse si trattava di un'offerta per i demoni che appaiono nelle leggende. Poi abbiamo trovato il tridente dell'invocatore. Un tridente impugnato da un vecchio stregone. La punta è. Zittati! La punta è così affilata da indicare un certo grado di follia. Usa gli attacchi potenti per eseguire una danza. Ma sono i buffer sempre dell'uno, no? I tizi esatto. che sono quelli i... dei Channel. Sono sì, degli sì, studiosi sì. e estensioni di Sith senza scaglie. Ma puoi, puoi, puoi usarle effettivamente per ballare, perché se no è eh, zero... sì. vero. Sì, sì, ah. sì, sì. Ah. e, oh, e ti permette anche di buffare gli alleati, maestro, cioè se ci. <ride> Mi sta dicendo che possiamo fare la danza del palle Per davvero cioè ci Noi possiamo a fare l'antico rituale Da sì. Raves Blumbiano sì. O meglio Tortisiano sì, Tortisiano no, Loro non si divertivano mai Loro laggavano, eh, loro laggavano. Aspetta, Attacco potente No è a due mani Deve essere a, R2, due mani. a due mani R2 E deve essere arma, come arma no? Come scudo Diamine la danza, rave di Tortisio. Sì, mi piace il rave di Tortisio. Cazzo, sta sto binocolo della minchia! No, scusami, binocolo. Non, te, non ti meriti questa Questa mia sfuriata, sinceramente. Dov'è il tridente? La mia incapacità nel cercare le armi è sempre importante. Ragazzi, Ra raga ragazzi. Esatto. Raga ragazzi, ma voi avete idea ora che ci evochiamo, cosa facciamo? Raga cioè, guarda che ragazzi e ragazzo, fa parte della season 3, è fondamentale. Eh? Cioè, cioè, non si scherza. Assolutamente. Aspetti, devo trovare una colonna sonora per fare questa cosa. Mi dia un secondo. Uh... Devo, devo provare giusto un attimo, lei non la sentirà ma la sentiranno qua, poi se vuole in pasta se la può riguardare. Assolutamente. Si sentirà? Ah oh, no, ecco, ecco, ecco aspetta. No, ca non cadere, non cadere, non cadere Ti prego, ti prego, non farlo Oddio che, chad! Oh no! che chad, che cazzo di Chad Che cazzo di Chad Che cazzo di Chad cade ma continua A ballare perché la festa Siamo noi maestro Momento altissimo secondo me della serie In generale della trilogia Ok eh, rimetto l'arma normale o mm, forse no. No, si è rotto. Oh, ah, si forse... rompe! Cioè, sei talmente è certo, tanto costa gasato. ovviamente, durabilità, è certo, è ovvia ovviamente cioè, è, è così ovvio. Io ne tengo uno da parte perché. perché maestro, appena ci invochiamo. Cioè, ho bisogno di questo momento nella mia vita ah, e non lo assolutamente. sapevo. Assolutamente. Cioè, io non sapevo di averne bisogno, capisci? Mm. Hai scoperto una delle cose più importanti di Dark Souls 2: di Dark Souls: In cioè realtà. il tridente dell'evocatore. Allora, anello bianco Ma che figo Quindi adesso quando facciamo le boss fight Possiamo prima ballare come delle merde Per fargli ancora più male E tutto così E lui. il buff è enorme tra l'altro E il buffo anche <ride> <ride> Perfection Dov'è sta anello bianco? Sono tutti bianchi, non è vero No, serio, dov'è? Cerca, cerca che poi hai ah, ecco anche è. le pietre lisce ah, palesemente, palesemente bianco maestro palesemente <ride> bianco anello bianco un prezioso anello che conferisce la protezione di quella dio dei sogni conferisce l'aspetto di un fantasma a chi lo indossa ingannando gli invasori what? colui che tende una trappola deve fare attenzione perché spesso le trappole si ritorcono contro quindi cosa fai? vai in stealth se non sei abbastanza vicino? diciamo che l'hanno spesso utilizzato contro di te ti permette di diventare un white phantom all'occhio del nemico ok ok e quindi sembra un, uh, un alleato un alleato invece. esatto, sei, 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 esatto. quanto hai di sol memory e ci guardo 3 Ten milioni, milioni ok mm -hmm. quasi 7 okay, okay. perfetto madonna che ridere maestro mi fa male la pancia allora um, che season rendere. il season finale è veramente alle terme stavolta Uh. Uh. <ride> Vedrai quanto si bolle poi. Eh? Allora, io direi: A questo punto, Ossino, sì, dai, no. dai, da, dai anche le pietre lisce setose. Fatto 30, 31. Però queste fanno droppare meno roba o è uguale? No, no, è molta meno. È, è una pool diversa. Ok, ok, molto meno. Diciamo di valore. Preziosa Esatto. Ah, è vero, mi manca anche la vecchia frusta e anche tepore curativo. Mi dicono. Vabbè, dopo al prossimo fallo, ricordatemelo, ok? Sì, seppure l'initivo è il miracolo che aveva Lydia. Ok. Sì, Pingu, sì, arrivo. Ma che cazzo sono un coglione veramente? Vabbè, una l'ho usata. Non ti preoccupare, non è esattamente così drammatico. Stiamo proprio facendo il completismo pulito, pulito, pulito. Allora, nella terza season si farà sul serio se mi fa fare tutte queste cose. Oggi. Bravissimo. Bravissimo. Cioè, nella terza season sarà proprio la guerra finale per, la, per il destino la, del mondo. Ma tu non sospetti quanto. Okay. La terza season sarà. densa. Non abbiamo fatto ascoltare la opening alla fine. Non la faremo sentire. Non, non, non la anticipiamo. La facciamo sentire. Eh no, dire... la, no, 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 la opening va vista in quel momento. Sì, perché poi si potrà parlare del suo significato. Gi giusto, è vero, hai ragione. Perché io, io non sono bravo con queste cose. Io spoilerò sempre tutto, ai ragazzi. Non sono bravo a <ride> tenere i segreti. <ride> Tortisio Endgame, ci dicono. Eh beh, più o meno. Un po' lo è. Esatto. Vai, Acqua Anima di cavaliere valoroso. Globo dell'occhio rosso inclinato. Tridente dell'invocatore, ah, qui si droppa anche qui, quindi va bene. Pietra Mastro. Se puoi rompere di più. Ah, qua, es esatto, Vabbè, poi li riparo, maestro. Sono i tridenti del rave. No, ragazzi, mh, allora, abbiamo la musica, ma non abbiamo ancora il esatto. video, diciamo, ok. Ah, però si droppano effigi umane, non male. Eh sì, sì. Però a differenza di Dark Souls 1 è casuale. Ok. È una pool e ottieni da un oggetto singolo diverse opzioni. Mentre in DS 1 era quell'oggetto, ti dà quella cosa, come in Demons. Sì. Esattamente. In Demons mi ricordo che per fare, ti ricordi quella... quel fine settimana che passammo a fare il Twink? Ma certo. E lì dovevo dare quegli oggetti a... che cos'era? Uh, no, l'atria, come si chiama? Il mondo degli scheletri. Sì, no, l'isola degli uomini ombra. Ecco, l'isola degli uomini ombra nel 4 era 4-1, dovevi dare al cango. Le robe esatto. E diciamo che in realtà ti permette di ottenere persino anime di demone in colore. Quindi eh, è esatto, preziosissimo. Esatto. Eh, ma proprio per quello perché stavamo livellando Chris. Allora, a questo punto, quello che devi fare, visto che sei già qui e c'è la chicchetta, è torna nella casa delle guardie. del fuoco, parla con loro. E anche con uh, la loro badante, ok. Non mi scusi, maestro. A tortisio fanno sul serio. Quando vanno ai Rave al posto di farsi le spade, si fanno i tridenti. <ride> è loro? Eh, sì, sì assolutamente. Allora, torno indietro. Ok, ok. vero che c'era la badante che da generazioni, se non mi ricordo male, vero? Faceva sì. la, da badante alle vecchie guardiane del fuoco. ragazzi allora le, le spade per chi non lo sapesse vedo un po' di gente confusa le spade eh, sono un uno slang per uh, le siringhe di eroina no? ton 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 le ton 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 è ancora, è ancora più potente la situazione. Però, dove cazzo, devo andare? Io? Non era qui l'inizio? Uh, devi fammi vedere dove sei. Stai andando, stai dove... No. No, oh. no, 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 torna. No, 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 devi andare. Dal lato opposto di Majura dritto. E ma allora, <ride> Quindi aspetti, uso non nella, nella zona segreta, esatto. No, 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 no. Ci sei, ci sei. Devi solo tornare sulla via principale. E. Uh, ok... Allora, sul super... lato opposto di questo. Non qui? No. No? Vai avanti, vai avanti, vai avanti, esatto, vai avanti, vai avanti. Perfetto. Prosegui qui a sinistra. Poi, sì, esatto, Fai come... stai facendo il tutorial, ti sei infilato nel tutorial, adesso lo prosegui. Ok. Ah, ok, da qui semplicemente. Esatto. E, e qui poi dritto avanti qua. No, Sì esatto, 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 e esatto. Poi esatto. devo scendere. E andare di qua, tipo. Ora salto, maestro. No, aspetti, c'è una torcia da accendere. Però non ho accendopoli. Forse c'era qui da accendere. Sì Bravissimo. Visto che fare il tutorial, anche, non so perché. Eh. Lei si deve riguardare poi quella parte del, del rave italiano. Faccio sempre un check up. <ride> Altrimenti, che Virgilio sarei? Eh, giusto, giusto. Ne vale davvero la pena. Ah, uh, ce n'è un'altra là, eh? Eh sì, la vedo, però come faccio ad arrivarci? Dalla scala mi butto e salto? No, sicuramente nella grotta diretta lì eh, sì. sotto Qua. ci arriverai. Qua forse? Esatto. Intanto c'è un accendino anche qui. Ah, vedo della negligenza nell'accensione delle torce. No, no, ho acceso, ho acceso. Però no, da qui in realtà, ah, sì, sì, invece sì che si sale. Devi salire, esatto. Eccoci qua. Ok, grazie, non lo sapevo. E quindi abbiamo acceso anche questo Oh, c'è una porta lì Praticamente se tu accendi Penso di sì Se tu accendi tutte le torce sì. Ora non è più un segreto chissà cosa Ottieni un'invasione di Forlorn Ah ecco E credo non ne manchino molte però No 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 ma tra l'altro li hai talmente tanto confiati Che secondo me non vogliono più venire <ride> Ne ho acceso un'altra ancora È la cantina di Goober, esatto ragazzi. Eccola qua. L'abbiamo trovata. Gober. Goober non c'è. Eccolo Goober. Ehi <ride> <Hey>, Goober. <ride> esatto, che esatto. fai? Fatti oh. la fiacca? Gobber che c'è il prossimo. Monta, monta. C'è l'ento, c'è. Cioè. Aspetta. Goober. Gober. Goober monta. Il prossimo episodio. Aspetti maestro, se no non lavora. Hai fatto bene, condivido. Uh... <ride> Perché mi fa ridere questa cosa? Ok. Allora, 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 dobbiamo tornare dalle guardiane. Yes. Io però non vedo altre torce, mannaggia al palle. Le, le guardiane credo... Oddio! Le guardiane credo siano qui, qui dietro, no? Sì eh. Aspetta, dove stai? Uh... No, stai uscendo dalla parte opposta, mi sa. Ah, questa è l'uscita. Sì. Devo andare sotto. Era una delle due. Forse è di qua allora. Ecco, sì, 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 qui. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non ricordavo questa musica. Ok, vediamo un po'. Che hanno da dire dopo tutto quello che hai fatto? Avete visto? Sono tornato. E voi che non ci credevate e mi ridevate in faccia. You have to the We have to offer, these. Ok. Scusa. Endgame proprio. Grazie del mestolo da cuoca. Però è arrivata l'occasione quindi di offrirti nel completismo anche un trivia. Ossia, il mestolo in realtà è diventato una delle armi meme più forti del, della community. Perché, fo perché può diventare fortissimo se utilizzi proprio quella infusione speciale e strana, misteriosa ah. e non descritta che si chiama Mondana. L'arma Mondana. Scala sulla caratteristica più bassa che hai. Che cosa significa questo? Significa che diventa moltiplicativamente forte in realtà se hai tutte le caratteristiche allo stesso valore. Ok. Quindi, se tu hai tutti 40, vitalità, tempra, vigore, intelligenza, fede. Esattamente. Ho capito, quindi dovresti fare proprio la build mestolo. La build mestolo, esatto. O meglio, è la build mondana si chiama. Ok. Questo te l'aveva già detto, eh. Me lo ricordo, me lo ricordo, però stavo riascoltando. Allora, è loro che ti dicono? Vediamo. Beh, non ho mai perso questa determinazione. Riassegna punti sì, Quindi lei con, mi, mi fa Delivellare Ti permette di fare tutto quello che vuoi con la tua build esatto. Vabbè non mi interessa Sono molto soddisfatto di ciò che sono Oh, uh, grazie Siete diventate gentili ora tutto, tutto ad un tratto Però purtroppo non hanno altro da dirti Nessuna di loro? Parlaci pure, ma no. Ma no, ti, ti credo. Non penso ci servirà mai se non per farci la build mestolo. Però. Via, si va dal vincolato. Andiamo. Per andare dal vincolato, ultimo falò. Del castello. Del Esattamente. Rangler. E andiamo tutto in top. Devo leggere il mestolo, maestro? Sì, leggiamo il mestolo. Perché no? Penso di averlo già, perché mi pareva che me l'avessero già regalato, però. Dov'è il mestolazzo? Cioè il Keyblade? Non lo sto vedendo. Eccolo qua, sì, ne avevo due. Un normale mestolo da cucina, due al mestoli. Chi sceglie quest'arma deve trovarsi in circostanze difficili o possedere uno strano senso dell'umorismo. Se tiene la vita, lascia questo attrezzo in cucina. Ok, grazie. Mia... Oh, oddio, mia mamma ma... mia! Mia mamma usava la build mestolo quando prendevo 4 nel latino, ti garantisco che è fortissima. Ci dice Max Power. <ride> non qui, vero? Perché qui, lì la stanza no, del... sopra l'ascensore, sopra l'ascensore. Posso salire direttamente qui, quindi? No, devi chiamarlo con la leva e salirci ah, sopra. Ah, giusto, giusto, giusto. Vero, 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 la, vero. la scala era utile per attivarlo. Perché Mario non maria? qui? Sì. Uh, hai già No. Non hai già mariato? Eh, guarda. Non ti ho visto, eh. No? Uh, What the fuck? Uh, uh, non posso, ho usato l'ascetico. Ma che vuol dire? Hai usato un ascetico qui? No, 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 infatti non. Cioè, penso parlino dell'effigie bruciata, ma non penso. Usò un ascetico, davvero? Uh. Ah, per, ah, per utilizzare. Per, per sbloccare l'anello. sì. ah, ti feci combattere in New Game Plus. Il. Il guerriero dello specchio. È vero? E quindi. Devo... E nulla, sale le scale, sale le scale, attiva il golem che ci vuole un secondo e. Via, ti ribotti giù. Giusto, giusto, giusto. L'abbiamo okay. ribattuto e speravamo che Soul riuscisse a uscire, ma non è uscito, vero? Esatto, esatto. Avete Me l'ero dimenticato completamente. Mario, Sony, ci guarda sempre. Very good. Very good indeed. Ok. Beh? Ah, perché è vero c'era questo e poi c'erano i seghiri. Mamma mia. Ok. Eccolo, seghiro. I seghiro. Prego, prego, venite. Eh no, qui il segreto era creare il mostro da fuori, oltre la porta. Eccoli. Ah, parlavi di loro, bravo. Sì, <ride> sì Sono son loro i segheri. Oddio, oddio. Oh! Ma che cazzo! Ma, ma, ma hai visto? Sì, ho visto, eh sì. Super bevo, ok. Noooo. Ma erano aggressivissimi. E sai che era difficile, eh? <ride> sai che era difficile. <ride> Mi hanno fatto danno da postura nelle palle. Allora, <ride> Bella. Mi hanno fatto veramente infinite combo. Basta, non merito neanche di umanizzare. Mm. Ok. La vergogna di Tortizio, sono d'accordo, ragazzi. Vergognoso il mio comportamento. E pipipipipi. Giusto, prima lui. Godo, godo. Gloria da scena, esatto. Dai, genifilo, vieni qua. Ma fanno troppo male sti cosi. Sono diabolici. Vieni qua, dov'hai? Pezzo di merda Ok, sei... Costume del manichino Bello okay. Maestro, quando giocheremo Elden Ring Sì Sarà un piacere perché lei scoprirà Prima si giocherà la sua Blind Run su Twitch, no? Mm -hmm. No, per... non su, su, su YouTube Su YouTube, su YouTube su Sì YouTube. Ma su Twitch scoprirà tantissimi strumenti nuovi Perché li dropperò Ma io Ma certo cioè, capisci? Aspetta, come si chiude Discord? No, 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 no. no. Unfriend, delete, no, ban, no, block. No, no, no. Eh, sarà per la community. Non, non, è, non, è, non è una cosa che faccio per me. All... Eh, Ossino? Oh sì. Ossino, um, sì. oh sì, cioè più o meno. Una allieva, dicono in chat. Serie finita. Eh, niente, ragazzi, è finita così. Dovevamo fare tutti i giochi, compreso Bloodborne, e invece niente. Allora, mh, adesso posso umanizzare, me lo merito. Esatto, un potere lo uso per la società. Ok, si sale. Ma li avremo in questo gioco i cazzetti? Buttati dall'ascensore, perché dirtelo, scusa? Ok, ok, ok. Per ora non c'è mai stato nulla. No. A parte Però la mi pastiglia mi manca. lo so, lo so. <ride> È stata la cosa più divertente il new game plus di Dark Souls 1. Fare le cose pazze! Decisamente. Fare un'intera live buttandosi da un ascensore bei tempi <ride> Oh mio Dio, Mario Sony Userò la tecnica segreta Dell'ascensore che parte con il nemico dentro vieni, vieni, vieni 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 qui No, no, dove vai? Vieni qua Vieni qua Perché indietreggi? Combattimi Combattimi sull'ascensore Vieni, vieni, Lo colpiamo così incazzato Dai vieni Vieni Dai perché Madonna, madonna mia ma... ma Io lo stavo sottovalutando Io lo stavo sottovalutando Io lo stavo sbagliando eh, ma... Usa la ma, gravità, no, usa eh, la eh, gravità. No. Eh, Ma mo viene Che fa mo viene Giorgio Ah, 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 ah. Suoni cortesiani questi, come il link, <tossi> esatto. Dai vieni dai. Ora puoi scopare. Tranquilli. Ma cos'è? Ma, ma, ma povero, ma, po ma povero, ma gli ho aperto il cranio. Bello, no, eh? No, io pensavo che avrebbe fatto del sexo paxo grazie a me. E fin qui. Sono molto confuso da quello che è successo, maestro. Cioè lei era eh. legata a lui? Eh, no, diciamo che le Milfanito For Reasons possono scendere Una volta liberate, è già successo prima Ah, 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 ah ok Ma se la porta è chiusa Non può scendere eh, Diciamo che lo fa attraverso te Perché sei un Non morto <ride> <ride> Ok Ok allora, uh, sì, comunque, esatto, le ho dato un orgasmo wireless, è questa è la verità. Allora, adesso, uh, che cosa cazzo mi ha dato? Non ho visto la maestra. L'anello del morto, ah, l'anello del morto, beh, certo. <ride> Prendo una chiave, la ficco in faccia a un tizio che vuole scobare apro la porta c'è una donna dentro che fa, oh! e, spari, fa oh! e sparisce e <ride> mi droppa l'anello del morto sì. un'altra giornata a eh, un ottimo riassunto <ride> un'altra giornata a Drangleic è il tema di Seinfeld esatto chi indossa questo anello sembra umano anche quando diventa un essere vuoto Dicono che nella cripta del non morto ci si possa riavvicinare alla morte. Mm, questo è molto interessante però, visto quello che fa uh, Vendrick, riavvicinarsi alla morte. Tutti subiamo delle perdite, nessuno può sfuggire alla morte. Allora perché reclamare ciò che è già passato nell'aldilà? Perché reclamare ciò che è già passato nell'aldilà? Vendrick cerca suo fratello nella cripta del non morto, cerca di riavere Aldia? Mm. No. No. No, no, no. No, questo no. Però si avvicina ad un luogo che effettivamente è molto legato alla morte. E sì. al finito. Cosa voleva ottenere? Forse il suo obiettivo era semplicemente togliere la maledizione, indipendentemente da fuoco, non fuoco, oscurità, luce. Lui voleva che... E Giovanni... lui sicuramente aveva questo obiettivo e ha trovato poi... Nella cripta è il luogo migliore dove nascondersi, dove nascondere le chiavi del regno. Però comunque e infine... poi è, è stato vittima di ciò che cercava di rimuovere. Esatto. Così sembra. Ok. Abbiamo fatto anche questa. Allora scendi. Non utilizzare la piuma. Ok. Qualcuno canta, maestro. È la Milfarito che hai salvato, diciamo. E dov'è? È ascesa. E <ride> <ride> diciamo che è, nel è mio un cuore. È un piccolo premio per quello che hai fatto, la musichetta. Non... Okay. Però se vogliamo proprio fare le cose fatte per bene... Sì. Possiamo andare a parlare con la Milfanito. Che del, è... del santuario di Amana. Al santuario. Quindi. allora perché non devo. Ora, ora, devo... ora. Ora usa tranquillamente la piuma. Ah, ok, ok. Volevo farti sentire ah, la ah, canzone. Volevo farti sentire la canzone, ok, ok. Grazie, Matt, del ride Un abbraccione grosso. E un bacetto. Grazie, Matt. Grazie mille. Ah, addirittura, addirittura, quella volta con Gardevoa. Ah, ok, ok, quindi è arrivata anche da Matt questa storia, fantastico. Quella volta con Gardevoa. Eh, praticamente Maestro deve sapere. Uh -huh. Le lei sa che è Pokémon è Gardevoa. Sì, certo, eh sì, sì. Ok, io ho una serie su YouTube che eh, pubblico non regolarmente, diciamo ogni volta che eh, vogliamo prenderci un po' più di tempo per eh, non... Um, scrivere, cioè per scrivere un video più grande. Ok? Magari c'è un video più grande, o in questo caso c'era da fare il torneo di Sette Fiori questa settimana. Abbiamo questo video senza copione, che è praticamente un riempitivo, no? un, un momento di stop del canale nel quale leggiamo okay, le confessioni dei nostri iscritti. E due iscritti hanno, ci hanno detto che eh, si sono comprati vicendevolmente eh, un costume di Blaziken e di Gardevoir per effettuare del sesso questa cosa oh. è rimasta impressa nelle nostre Gardevois memorie e Blaziken e chi... la reazione di Chiara mentre giravamo il video, cioè è, è registrata questa cosa, è ma sono nello stesso gruppo uovo? No, allora non è realistico, non si possono ma, accoppiare ma... ma è vero è vero, Chiara, Chiara sta borbottando nell'ufficio che però è vero sì. ma, che... no, ma che ti non pare è che è... non è vero cosa è vero. e com'è andata Ah, perché io ho citato... No, l'hanno citata loro, la pensione. È vero, è vero, a Chiara è venuto in mente perché ha hanno citato la pensione Pokémon, e allora lì Chiara ha detto, ma sono effettivamente nello stesso gruppo uova? E la risposta è... Mi sto immaginando un costume da ditto. Dove lo metti il buco? Nel eh no, infatti è questo. Praticamente il costume da ditto deve essere fatto di un materiale tipo... Le palline dei peluche In cui puoi infilare tutto dove vuoi In qualunque punto, in qualunque <ride> momento Oh <Okay>, che bello <ride> Tutto È compatibile tutto. con qualunque cosa Tu voglia fare Esatto, anche con i tridente <ride> Allora, dove cazzo dobbiamo andare eh, Santuario di Amana. di Amana Eh però lo devo trovare Eccolo, eccolo uh, e Un ultimo. secondo farò ah, no, Secondo, secondo. Ok. E ora, anzi, no, scusa, in effetti, no, in effetti per la Milfanito, il primo, il primo, puoi andare al primo perché è la prima casetta. Pogopoli, vado al primo. Che ricordi anche questo santuario? Eh sì, che puntata, eh sì mamma mia maestro mi sta facendo in realtà questa è la puntata riassuntiva prima della è, season ma, effettivamente ma, no? ma certo ci sono tutto, tutti i ricordi ah si ricorda maestro quando si sì, si sì, bellissima bellissima perfetta sei in butto oh, esatto moglie, in quella vero? casetta in quale? aspetta quella in fondo ok ok si sì, si sì, devi scendere e sì. si il costume del desiderio. Sì, proprio lui. <ride> che poi, diciamo la verità, un po' tutti vorremmo vestirci da Gardevoir e Blaziken sotto sotto. Blaziken particolarmente. Solo che non abbiamo, non abbiamo il coraggio di farlo per costrutti sociali, ma in realtà... In realtà quando abbiamo... raccontiamo questa storia, deep inside, pensiamo... Io ho perso, perché non sono io, quel Blaziken. Oddio! Beh, ba, sconfiggere i costrutti sociali è importantissimo. Esatto. Creati da Vendrick, ovviamente, in quanto costrutti. Allora, qui... Un'altra, lei. Ah, ok, ok, era lei, allora. They may be of no use outside, but please, take these. Sì, sono... ah, ah, la cosa più anticlimatica dell'universo, grazie. E sì, non è hai particolarmente... fatto... e ti dà una benedizione di vita. Oh, sì, hai fatto anche questo, tieni, e ti dà la stessa cosa. Sing, Le piccolette Ok, fine. Non è, port... okay. non è molto interessante, mi rendo conto c'è ancora una bella lista di cose da fare quindi io sono pronto quando lei è pronto per cioè... ora ti dico facciamoti ottenere cose belle mm -hmm. perché tu possa affrontare la season 3 veramente a totale tortisio duro sì. adesso piumina mi scusi ok Perfetto. vado di piumaggio hai di piumaggio Sta piuma. Ok me la devo equipare però ragazzi Cioè nel senso È una la... buona idea Il maestro me l'ha detto credo 40 volte Ma io continuo imperterrito <ride> Allora per prima cosa Sì Vai al boschetto del cacciatore Ah no scusa uh, Sì no Prima vai al, um... al boschetto No Il trivio no? Uh, no 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 devi andare da Stitchigren, quello che ti faceva fare la coma del PvP, quindi vai sopra a destra, su destra. Ok, vai vai quello, quello il sanguino lento, sì. qui. il quick inventory, il quick inventory è per gli sblumbiani. Sono d'accordo. Usa un ascetico. Cosa vuole che rifaccia il? il... Lo facciamo insieme se, se, se il gioco ce lo permette. Ah, allora se lo facciamo insieme sta per arrivare il momento apice della serie. Mamma mia. Sono pronto. Siamo pronti a danzare. Grandissimo lui comunque che adorava il sangue e si eccitava. Sì, esatto. A quel punto ti siedi e ti teletrasporti invece nel secondo farò dell'area precedente che è la casettina. Accesso al ponte? E yes. Mettiamoci l'importante anello delle divinità, Dea della Fortuna. Ok. Io non ho fatto in tempo a respirare che non posso utilizzare il segno, perché il destino è Beffardo e sono stato invaso. No, Beffardo, che bella parola. Ma... <ride> uh, dove è? Eh, non lo vedo mai. Ok, Caffrey, ok. Sì, in teoria Caffrey. Ma ragazzi, vi chiedo una cosa che non so perché mi sia venuta in mente, credetemi. Però so che anche Mike è fan, e quindi lo chiedo eh, anche alla chat di Mike. Sapete se Bob Odenkirk sta bene? No, io non credo ci siano news ancora. Ma porca miseria! Hai mi saputo anche tutto. tu? Okay. Eh sì, ho saputo, e come, per chi non lo sapesse, l'attore di Better Call Saul si è sentito male sul set. E da allora non si sa niente. Però sono arrivati. Esatto, ha avuto, da... avuto un malore. Sono arrivati dei tweet. Uh, sì, sta bene dicono però. Si sì, è stabile. Okay. Ma si sa che cosa ha avuto? È stabile. Ok. Leggero attacco di cuore. Ok, 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 ok. Porca miseria. Beh, io appena l'ho letto mi si è raggelato il sangue, tipo. Sì no, anch'io. Altro che... Ok, il figlio ha detto il papà si riprenderà. Ok, 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 ok. Allora, vediamo un po' se riesco a far apparire il segno, eh. Però qui forse no perché questo nemico l'ho sciolto. Eh, sono un po' dubbioso infatti perché, te l'ho detto, mi manca esperienza del multiplayer. Noi abbiamo fatto il fallo ascetico non per far capire il comunque. Forse perché... Vediamo un po', te lo provo... Ok. Maledetta PS5 che era esplosa. Te lo sto mandando. Uh, quindi vediamo un po'. Proviamo a mettere il segno. Perché mi rendo conto che l'ascetico ha attivato il boss. Però le evocazioni qua dovrebbero funzionare. Eh sì. Vediamo un po'. Inizia dopo il ponte. E allora, ok, raggiungiamo il ponte. Madonna. Stai attento. Perché comunque. Qui le imboscate dei boia sono veramente. Sì, sì. Cioè finché devi raggiungere il boss è una stupidaggine Se devi fermarti e aspettare qualcuno <ride> Comincia a essere impegnativo Ma infatti uccido Tanto ho abbastanza danno per farlo agilmente E esatto. se mi porto dietro tutta sta merda ho paura che poi finisca male Allora il ponte però no era sopra Era di qua Questo è il ponte Eh sì oltre il ponticello Esatto Vai subito a destra Esatto Sì, è questo è questo Ecco si sta qua in boscopoli Perfetto No aspetta uh, Sei tornato indietro no, sono tornato in... Come cazzo sono, Ho fatto ho, ho fatto letteralmente Avanti e indietro Lo stesso ponte Allora Qui va bene Questo ponte lo devo fare Sì Ma poi Devo andare di qua Ok A destra That's the point Che stupido che sono Dritto di qua, credo. Bravo. Lì a sinistra è okay. il percorso giusto. No, oh, okay, 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 okay. ok. Pensavo di cadere nel baratro di Gesù Cristo invece, no, <ride> non è successo. Uh, devo fare di nuovo la stessa cosa. Ho avuto paura, ragazzi. Io non ho senso adesso... orientamento, ma neanche nella vita reale. Quindi non vi preoccupate, non è una cosa di videogioco. Però questa cosa. Sia nulla in macchina, non mi chiedete perché. Cioè, se guido mi ricordo le strade senza navigatore, ma se vado a piedi mi perdo. Ovunque. Eh no, allora dovevo andarci lì. Ma che vuoi, Gianni Morandi? Vabbè, sì, bravo. ok ok ma adesso con calma perché qui la purga è dietro l'angolo yes mi sa che qui è game New Game oh, yeah. <ride> oldia qui mi sa che New Game Plus mi hanno fatto troppo male eh, beh, si comincia capisci quando ti parlavo del fatto che è un po' sciocchino non mettere uno shortcut per il ponte sì Visto che il faro è sotto Devo togliere l'effigie bruciata? Se no non ci riusciamo a In teoria dovrebbe essere tranquillamente Con possibile Con l'anello in teoria Esatto Perché ti impedisce le invasioni Non Il co-op Ragazzi eh, non, Ho sottovalutato la purga Perché non pensavo fosse già purga New Game Plus uh -huh. Non uh -huh. pensavo fosse una purga plus Pensavo fosse una purga e questo è stato il mio undoing. Ehi, ehi, ehi. E questi muoiono in tre colpi. Esatto. All'altro non ho fatto niente. Gruppino. Sì. La pola. Eh, non lo so se li schipperei ragazzi. Io invece non li schipperei perché qui è barbino Dark Souls con le schippate. Invece sapete cosa farei? Niente perché ho il tridente del cazzo addosso invece dell'arco. Che sono un coglione. Certe volte vedo delle aree e penso Ma io come ho fatto a superarle? Con pazienza Dark Souls 2 con pazienza Lasciatemi <ride> stare Adesso le schifo davvero Puntata recap Gag Humor, ragazzi. Io penso che questa cosa non sia mai successa nella storia di Dark Souls 2 mondiale. Eh, dove cazzo No, no, non devo andare oh, sì. Dove sei finito? Sì. Dove... Minchia, sei finito? Eh. Ah, perché sei caduto? Sì, di... sì Devi farlo strano. per forza, Sto, questa cazzo, di imboscata di merda. Uh, devo scendere giù mi pare mm, mm. Malediziopoli ma, ma, quello, ma quello mi sta inseguendo da lì O è un mob di Questo posto perché non mi pareva ma che Era qui sto frustatore O è un tizio che mi insegue da fuori oh no. Ti ha inseguito fino all'inferno <ride> Minchia Come ci è arrivato Ok adesso Gianni Let's go No, ma che piuma, ragazzi, ma che piuma, che li ho quasi ammazzati i tizi della <ride> della dell'imboscata. Ok, mm -hmm. vai vai vai. Così cado di nuovo. O è giusto? No. Vai, eh, vai, sì, sì, è giusto, è giusto. Ah, giusto? Mi devo buttare? Ok. Sì. Ah, sì, sì, giusto, 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 giusto. E poi di qua. E l'abbiamo fatto. Questo è il falò. A posto. Ok, now. Le comiche, ragazzi. Back to business. Back to business. Le comiche, le comiche. Io le chiedo scusa, maestro, ma... No, ma è tutto mm. buon rendere, tranquillo, si fa, si, fa tutto, si fa tutto. Mi chiedono di chiederti del piccione. Della, aspetta, aspetta, del piccione... Aspetta! Sai, do è il maestro del piccione. Adesso cercherò di capire a cosa si riferiscono e ti racconterò tutto. <ride> ok, ok. <ride> Grazie. Hanno <ride> allora, del piccione. Ah, mi, mi, le chiedo scusa: ah! ho letto male, ho letto male, pensavo sul piccione, sono troppo concentrato a evitare di morire. Non verranno mica. Ok, che cos'è il piccone? Allora, te l'avevo già raccontato. No, sì, sì, te l'avevo accennato senza darti spoiler. Però Ok. praticamente ti ricordi il maialino che spauna una volta su mille buono all'interno della cava pietra lucente. Lui ti sì. segue. Puoi farlo anche con quelli che ti aggrano Ah ma quello, sì sì quello me l'avevi detto, detto Se lo porti in un certo luogo Scava e ti dà il piccone Bello Mi avevi solo detto che C'era una storia sui maiali che ti seguono Esatto Ti prego cadi di sotto Dammi questo piacere Eh grazie Ha droppato? Ok maestro sono da lei nel quintuplo Io. del tempo richiesto, ma sono da lei. Io oh forse no. no. Oh no. Che oh palle, no. ragazzi! Non sapendo, no, no, niente, niente, niente. Un invasore che ha voluto resettare tutta la strada che ho fatto per farmi evocare da te. Allora, tu adesso della gestiscita. Sì, sì, tanto me lo ricordo. È semplice, lui, figuriamoci. Il New Game Plus sarà una pa. Che cazzo volete voi? Io sto male al solo pensiero di farlo in un Game Plus. Potresti provare a farlo a distanza con arco e incantesimi? No, no. <ride> ah, dai, dai, non è così male. Diceva maestro Vedi Vedi come se non ci fosse un domani Nice Te la stai cavando alla grande la mia unica speranza maestro È la mia unica speranza Buff anche me? No <ride> No No Why no. you did this! <ride> Volevo troppo allora... farlo! Volevo tranquillo! Farlo. A questo Tanto... punto l'invasore che mi ha ucciso non ha fatto niente di male! Non c'è problema! <ride> Volevo troppo farlo! Quindi non mi baffa? No! Che delusione! Baffa gli alleati! Che delusione, maestro! <ride> That's what I call a pro gamer move. <ride> esatto. Porca puttana, che ridere No, quella è la danza dell'Arachiri. Vabbè, ma schippo tutto, tanto non penso mi seguano. Forse sì, mm, ti seguono tanto. Ma mi hanno seguito fino a Poggi Bonzi, effettivamente. Ho, ho provato a mettere il segno sul sul ponte maestro un attimo perché sono arrabbiatissimi sti ragazzi non è stato smart fare la danza del tridente ma ne faccio la pena ok aspettate andiamo con il cristallo proprio ok Ora uno alla volta Mamma mia quanto sei forte Porca miseria che treno <susurra> Mamma mia Sì È così Che abbiamo sconfitto gli sblubiani <susurra> Va una mazza va... di cristallo Perfetto Ok Ora Speriamo che il mio segno sia Dove deve essere A quel punto sarà fatta siamo imbattibili non vedo assolutamente il segno di un cazzo proprio però forse ho la o le è quello il problema in teoria se ne con continua a parlare però. in chat da sempre ma in non dovrebbe no che io sappia eh, con l'anello in teoria no però ricordo... le non dovrebbe non dovrebbe impedire la cop co così si diceva uh, vediamo un po faccio guarda ti faccio proprio il google il googlino. Allora. Facciamo una cosa. Sì, provo, provo il segno piccolo. Provo il segno piccolo. E poi, faccio, e poi al posto della chat, che appunto, giustamente ha opinioni discordanti spesso perché c'è un sacco di gente stupenda che però sa o non sa. Proviamo a fare invece il googlo. Allora, ho messo il segno piccolo adesso. Mm -hmm. Mm -hmm. Sta. Nell'ultimo terzo. Mm. Ok. Ma vediamo un po'. Okay. Purtroppo non lo vedo maestro. Oddio, mm. oddio, 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 oddio. No, mi vedi. Mm. E se casca di sotto? Godo. <ride> And that's what I call a pro gamer move. Godo, godo, godo. God. Bene, maestro. Però io vorrei fare la luce con lei. Eh, infatti, eh, a quanto pare, anche lo stupendo internet è un po' titubante. Ma mi fido più del no. Mi fido più del no. Che, che non dovrebbe bloccare? No, che blocca, che blocca qualunque tipo di, no. di interazione online. Evidentemente ah. ti, 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 ti brucia tutto. Infatti non ho, non ho aperto la wiki, ma soltanto... Non posso annullarlo da qui però. No, quindi tu cerca di vincere a questo punto. Neanche se faccio così. Eh no, purtroppo quello no. No, niente, non la vedo, maestro. Va bene, vado. Pronta la boss fight, fa, fate del tuo meglio. Questo new game plus deve essere un delirio. Eh, fallo, fallo un po' più ordinato e andrà. andrà tutto bene. A questo punto, adesso che abbiamo ufficializzato la cosa, non, non me lo dimenticherò più. <ride> Fai attenzione, eh. Devo ammazzaccare Kamek tanto. Esatto, con calma, con calma. Giusto, giusto, giusto che c'è lui. Giusto, non me lo ricordavo. Esatto, lui fa il girino. top. Con calma, con calma, con calma. Kamek, Kamek. Eccolo là, Kamekino. Ok, è morto Kamek. Via, 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 via. E anche loro lo sono. No, non è morto lui. Franco è a uno di vita perché è un grande. Ok. Adesso con calma, chi mi viene a rompere le palle? Nessuno. Ok Cosa Camecchino Oddio Forse è schippatino Sto guardando solo da un lato No eccolo qua E eh, lo sapevo io Eh mi piglia No invece no Non mi ha preso Via però andrebbero prima ammazzati questi. No! Porca di quella puttana. Ah, vai, vai. E vattene, e vattene. E vattene. E grazie a Gian Anteri il raid intanto. Grande Gian. Benvenuti. Ok, io qui mi curo. Bravo. Morti? Tutti? Let's go. Adesso? Sono morti proprio tutti? Boh? Ora lo, lo scopriamo. Controlla ma non tirare la leva. Holy shit. Ok. Sono morti tutti? Non tirare la leva. Ok. Perfetto, attento a quello che fai sul bordo della Sì, che potrebbe venirti. Allora, quello che puoi fare adesso, mm -hmm. o meglio, che ti chiedo di fare adesso è nasconderti, metterti al sicuro. Ok. E e prendi l'arco e cominci a danneggiarlo senza tirare la leva. It's to over again. Sì, ma durerà molto meno. Ok. Vado con il mio archetto più mille. Ok, stavo per morire. Mettiti lontano, magari, dalla curva. Così puoi, mentre carica, colpirlo. Oppure sì, fai così, certo. Hai capito. Una, almeno una freccia gliela dai così. Ora. Ci vorrà un po' di tempo. Oppure ti metti nel corridoio lungo e appena appare ne lanci tre o due. Ah, così non è male, bravo. Bravissimo. Così si fa. <ride> Bravissimo. Così, tri cioè, rendi almeno, almeno di mezzi il tempo. Ma certo. ah, occhio che non hai stamina, eh. Oh, fuck. Uh. Ok. Tieni della berra carica. Ok. Okay. Volendo, giustamente in chat ci ricordano, se hai, se hai frecce avvelenate... Non lo so. È esatto ragazzi, questa è la guerra di trincea di Sblumbo. Aia. Bella, non male. Non ne vale la pena. L'importante, esatto, è che ti, ti, ti fulli. Così, perfetto. Ah, è quasi a metà vita, raga, è fatta. Sniper elite. Boss fight migliore del Souls. Eh uh, che prefire! Eh sì, la freccia in predict è bellissima proprio lì. Occhio, la stamina. Hai ragione. Bella lì. No basta Cassandro Ok Mamma ah, mia perfetto Boom mm. Almeno meno questo ma va bene <ride> Bevicchio Sì 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 Dove vado? è quasi morto ragazzi ridendo e uh -huh. scherzando bella questa fight contro Ocelot, sono d'accordo ragazzi <ride> merda cosa è successo? la chicca <ride> cioè? lo hai danneggiato abbastanza che non aveva più la salute di fare il salto del burrone ed è precipitato ah è Chico, un metodo alternativo di kill non lo sapevo ma vero. il vero motivo per il quale te l'ho fatto combattere è che adesso hai l'anello della Cloranzia più due. Giusto? Corretto. Uh, ma Cloranzia. Oh, yes. Staminissimo proprio. Manca soltanto o meglio, mancano perché uno è un premio e l'altro è lore. Ok. Allora, manca un boss che voglio che tu faccia in New Game Plus. Ok. ossia Delstalt. Ok, ok, quindi cripta del non morto. Esatto, e se riesco ti raggiungo. Allora, intanto vai pure. Anello staminale, sì. Allora. Cripta dei morti che non non non. Io non accenderò. Falo ascetici. E dunque poggers. Allora, per andare da Velstat dovevo fare shortcutino di qua, poi tutto a destra. Aspetta, però, se non, so, se non brucio l'ascetico, dove vado? A parte ho suonato la campana perché non capisco veramente niente. Ok, Bella. Allora, eh, controlliamo se. Devi spegnere le l'effigie. Potrebbe esserci. L'ho tolta, l'ho tolta. Ah, ok, allora ti raggiungo in media subito. In media subito. Oh, cazzo. Questo posto in New Game Plus deve essere veramente infernale. Eh, Eh, attento. Cerca deve di drizzare la roba proprio. Mamma. Ricordati che hai già fatto lo shortcut. <gasps> Ajani. Ah! Vai al falò! Vai al mo, falò! Metto il mio segno! Cure, no, ho suonato la campana per sbaglio, maestro! No, questa è la pegga di questo. Te ne pentirai amaramente! No, perché non c'è il mio segno? Lei dice, Bravo. maestro? Bravo! Il mio segno! Il maestro è lì! Il maestro è presente! Sì, il maestro è pronto! <ride> Mi ha lisciato malissimo. No, evocazione fallita. Ma no, come evocazione fallita? Perché? What? But why? Era così perfetto. Oh, Asani. No! Ah, il Nat di Ajani, certo! Certo! Ajani è il suo Nat! No! Oddio! Oddio! Eh, stavolta Ajani mi sa che mi avrà! Sono troppo basso di vita! Ok! Mi ha comunque preso! Uf, devo smetterla di scappare! posso scappare da Ajani. Ecco, appunto. Bella. Sì, il nat di Ajani. Quello fatto... Il NAT ha fatto apposta per Ajani. Ajani è il suo nat. Esatto. <ride> Ah, ho rollato troppo presto. Ho sbagliato tutto. Non so come l'ho evitato. a ma, ma il seme dei giganti! Strategia perfetta! Ha colpito il mob! Cosa? Ha no. colpito il mob al posto di te. Eh, ma non mi aspettavo. Bravo, Gianni. Non mi aspettavo. Di non prenderlo. E in generale questo posto era terribile per il PvP. Sì. Eh. Terribile. Però. Adesso dovrebbe funzionare l'evocazione del maestro. Nat, non ammetto tortisia. <ride> Va bene, maestro, ci sono. Eccomi. Perfetto. Finalmente si gioca insieme. Maestro fenicotterare con questo arnese preziosissimo lei ce l'ha? ne ha uno allora vediamo un po' maestro glielo regalo io anche se ce l'ha esatto esatto dovremmo averne multipli però a non lei so a se... lei, ecco, lei il, mio, il, mio. No, il mio no prenda il mio no prenda il mio no prenda oh, il mio maestro prenda il mio. allora aspetta che devo diventare assoluto cioè capite Eccoci perché qua. la profezia di Firenze è nefasta guardateli come possono non arrivare insieme alla fine questi due personaggi finicotteriamo maestro e adesso è pronto? è pronto a danzare o oh no? no prontissimo. è prontissimo allora 3, 2, 1 e in realtà siamo baffatissimi adesso grazie maestro grazie, grazie mille andiamo ma ora ti dirò, teniamoceli e ci baffiamo appena entriamo nella nebbia. Ci sto. <ride> Diventiamo... O meglio, prima di entrare nella nebbia. Ci sto. Ma quanto ci va? Buff... Per quanto tempo ci baffa? Non ne ho idea perché te l'ho detto, Buff multiplayer, O alleati. Okay. Probabilmente per un minuto. No, è già finito. 30 secondi allora. Ah, vabbè, ok. Eh già. <ride> Aspetta, vado a uccidere quello che sta, sta fuori. Appena spawna l'ultimo, non colpire per nessuna ragione della campana. Vediamo un po' se riesco a tenerlo fuori. Me lo ricordo comunque. avevo fatto il disastro l'altra volta. Ehi, hey, backstab! Perfetto. Allontaniamoci. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto il puzzle. Abbiamo no, vinto. <ride> Aspetta allora, bella. è momento di festeggiare. Dov'è, maestro? Maestro? Oh, uh, ma certo. Andiamo. Mamma mia, adesso. Porca miseria, mi baffo l'arma, li sfondiamo. Voglio vedere yeah. i, i danni che facciamo, porca vacca. Ti parevo. Faccio... No, non quest'arma. Ok. Mi devo mettere nello stream deck la canzone, così almeno. Uh, sì, anch'io. Anch sì. anch anch'io, maestro. Anch'io, maestro. Yeah. Andiamo. Ah! Per Tortisio, maestro. Per Tortisio. Maledetti sblumbiali. Oh, mamma mia, che danni. Maledetti sblombiani. Oddio, oddio, oddio. Sfuggi. No. Era una menzogna. Il ballo è una menzogna. No. Non aumenta la difesa. Sono gli attacchi. Vabbè però gli guarda. Guarda. Questi sblumbiani sono burro per noi. Assolutamente. Aia. Phantom Range del tizio. Maestro. Rave. party di tortizio. L'aiuto io. Ci sono. Sono support. Vado maestro. Io ti fa perdere. Andiamo imitare il segno oscuro, imiti il segno no. oscuro! No, io sto facendo il buff. Eh? Sì. Ok. Come il segno oscuro, va bene. Aia. Madonna mia! Maestro ci ha fatto un po' male lui. Madonna. E botte tiro. Ok. Perfetto, maestro. Eh, Bestalt, poverino, non, non... Non. non ha speranze. Non. Maestro. Allora, io direi, buff dell'arma... Ah, no, non posso. No, il buff dell'arma è inutile perché devo cambiarla. Buffettino. Allora, buffettino. Allora, aspetta. Ce l'ho io? Sì. 3, 2, 1, let's Uno, go. No, via! Perfetto. Benissimo. Ci siamo adesso velocemente, buff dell'arma. Oh, mamma mia, così si gioca ad Souls 2, GDR puro. Andiamo. Andiamo. Guarda guarda pesce, come come mi ha preso? Come mi ha preso? Dai, ma che cazzo dici? No oh, maestro. Sì, eh. provaci, stronzetto. Andiamo, maestro, ancora. Ancora. Via. Stia attento, maestro. Ah uh ah. -huh. Adesso arrivano i proiettili. Dietro le colonne. Oddio! La ah, minchia! Vedo che le colonne! <ride> resistenti Attento, attento maestro! Ma cosa? Non Do... ne vale, ma Guarda, eh? eh? Guarda dove ero io! <ride> <ride> Mi ha preso uguale! Oh, sapeva che ero lì! Fondo! Attento! Bravo, Yes, Yes, Anello della guardia reale più due. Quindi il tuo peso trasportabile adesso gode. È maggiore. Grazie mille, maestro. Ok. Allora, adesso comincia una parte molto importante, visto dove ti trovi da Vendrick? Vai da Vendrick. E ti invito a leggere, le anime dei giganti di nuovo. Va bene, maestro. L'anima di un gigante giunto per conquistare Dranglake Con la morte, l'ira dei giganti nei confronti del re. Trova pace o cresce soltanto? Può essere usata per acquisire anime, ma. L'ira dei giganti nei confronti del re trova pace o cresce soltanto? Io allora. dico che cresce soltanto. Cresce soltanto. Questi oggetti hanno un effetto segreto e molto speciale su Vendrick quando le possiede. Attaccano Vendrick forse? Se le uso. O se le invito a non usarle e a non lasciarle perché l'idea è molto intelligente ma Dark Souls 2 ragiona in maniera un pochino più parametrica le ho addosso e quindi vanno bene così bravo sono forte abbastanza adesso maestro sono forte abbastanza Stai combattendo con l'ira dei giganti. Ma la mia non è l'ira dei giganti, maestro. Io sto semplicemente usando la loro rabbia per dare pace a un uomo. Che non ne può più di vivere. Se può essere chiamato a vivere. Cazzo! Sì. Ma perché in New Game Plus. L'ho fatto apposta, volevo che tu l'affrontassi affrontassi in New Game Plus, capirai quando lo sconfiggi il perché. Ok. Vedrai che ne vale assolutamente la pena. Fa malissimo. Due malissimi. Sì. Sì. Va bene. Questo lo devi fare da solo. Adesso sono pronto. Non ero pronto psicologicamente. Bendrick diventa aggressivo. Come un morto vuoto però. Giusto, giusto. Aggressivo ma solo perché è attaccato all'istinto di sopravvivenza, non per altro. Ma sono forte abbastanza da fargli danno. Quindi... Posso schippare? Uh, sì, puoi, puoi, assolutamente. Anzi, ora non c'è neanche la nebbia, quindi go. Dicevo, se sono forte abbastanza da colpirlo, sono forte abbastanza da dargli pace, maestro. Vero. È la prova per meritarmi la season 3, è la prova per Cassandro. È parte integrante del finale della 2, sì. Per mostrarsi meritevole di realizzare il piano di Aldia. Qui Casandro si gioca la possibilità di essere preso sul serio da Aldia. Forte perché fa degli attacchi lentissimi. Non capisco quando... Esatto, è un inganno. Il combattimento è molto più semplice di quello che pensi. Ma ti può ingannare con questo ritmo da non morto gigantesco e lento. Oh no. Pessima idea. Il <ride> New Game Plus poi. Ma è tutto. Fa un concerto fatto. Domenica a Messa. Dietro di me sta succedendo il panico, ma io, imperterrito, vado. Ah, non mi sono baffato, che stupido. Vabbè. Cos'è, cos'è, cos'è? Meglio che ne sapevo. <ride> È, è, è l'attacco più raro e secondo me in chat molti non l'avranno mai visto in tutta la loro vita. Quindi sii sì, orgoglioso di averlo ottenuto. Ah, mi sono baffato dai. Ragazzi non è che spreco le umanità per avere 5% più di vita, è l'or. Non può fare questo momento. Eh sì. <ride> ok. Ah ne fa due. Sì, stai Basta. attento perché non ha dei call out di quando ne fa una, due, tre. È che è proprio storto. Maestro. Mm. Diamo pace a quest'essere e andiamo a prenderci il futuro. Qualunque... Esso sia. Qualunque sceglieremo. Non può essere questo. Esattamente. Bravo. Oddio! Oddio, oddio! Oh! Pro mi ha shottato! Mi ha, mi ha one shottato! Frequento anche Gargamella, sì, ragazzi! Ma come cazzo ha fatto? Ha rotto anche il maestro. Sabaco esploso. è esploso? Dov'è Sabaco? Maestro mi sente? Maestro? Maestro? Maestro. Maestro? Maestro? Maestro. Questa cosa è spaventosa? Trevendrick è talmente forte che ha cancellato il maestro. Mi devo impegnare. Non sono ancora pronto per questo futuro, evidentemente. No, non lo sono. Lo fa. Mi senti? Ora sì. Mi è crashata la linea. Tutto, tutto ti è crashato. Mi, mi, mi è... Stavolta è stata la linea, non la PlayStation. Ok. Torno subito online. Non si preoccupi, maestro. Io devo dimostrare a me stesso di essere meritevole. Non l'avevo mai fatto questo. Sì, sono crashato. Adesso torno. Torno e ricominciamo quello che stavamo facendo. Wink wink, snud dash. Tu concentrati e poi riprenderò. Il tuo schermo. Si può mettere in pausa Dark Souls, ragazzi. Sono dovuto uscire. Dobbiamo dare l'estrema unzione a quest'uomo, signori. Ma che dico, questo involucro. Cassandro finalmente sente la forza più grande di tutte, quella che non ha mai conosciuto. Pervadere il suo corpo. La pietà. Oddio, oddio. Ed è per questo che Cassandro rischia continuamente di morire, non il mestolo, no? Cassandro è sempre stato un guerriero, guidato dalla rabbia, dallo scherno, ricorderete questo gesto. E nello scherno trovava la sua forza. Invece adesso. Avete detto Crash deconcentrante mi ha infastidito a morte. Allora... Non Aga fare nulla. C'è cioè, qualcosa di strano, non ho droppato niente. Mm, tu dammi il tuo schermo e non fare null'altro qui. Sì, ma perché non ha un'anima? Interessante analisi. Hai notato qualcosa? O meglio, hai notato l'assenza di qualcosa. L'ho apprezzato molto. Ma non fare nient'altro. Il segreto che ha scoperto Vendrick è che poteva rinunciare all'anima? Dicevo che... Sandro adesso guidato dalla pietà è molto meno forte in realtà non ha quell'istinto di rabbia che gli permetteva di surclassare il nemico credo che Vendrix sia rimosso chirurgicamente l'anima cosa? sì e come fa a non averla altrimenti? Dimmi quando agisci per lo schermo così mi, mi distraggo un secondo dallo scontro. E... Così Cosa? possiamo parlare. no Dimmi quando mi mandi l'anima, eh sì, l'anima. Sì, mi sto distraendo. ah scusami. sì, 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 sì. No, 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 no sono, no, sono io. È stato il crash di internet che mi ha infastidito. Io sono qui, che la l'aspetto, intanto ragiono. È crashato di nuovo? Uh, sì, ma stavolta non. Non, completo. non io? Magari si sì, era resettato. Magari a causa del crash c'è stato un po' di, di, di visticcio nel PSN, ma mi sembra che ora tutto funzionerà perfettamente. E essere vuoti, ragazzi, non è un motivo per perdere l'anima. Cioè, ha fatto qualcosa? Ok, adesso torniamo un secondo in noi. Credo abbia... allora provato forse Ascolta. a rimuoversi la maledizione togliendo l'anima magari ha pensato che rimuovendo l'anima si sarebbe tolta anche la maledizione ma quello che ha tenuto è divenire vuoto oh, mi piace che tu stia facendo questa cosa, tu stai facendo qualcosa che ho cercato di non impedire tutto questo tempo, ci, ten ci tenevo tantissimo sei okay. la dimostrazione concreta che ha funzionato e sono molto contento ossia hai combattuto e sconfitto Vendrick non ti ha droppato la sua anima. E stai prendendo tremendamente sul serio questo fatto senza pensare che possa essere una leggerezza. Questo eh no, no, significa no, 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 che lo, lo adoro. È esattamente quello che speravo accadesse. Quindi continua a non fermarti. L'anima: noi sappiamo che il segno oscuro è legato al fuoco in qualche modo, che okay? in qualche maniera è questo anello di fuoco che brucia. E certamente anche alla propria anima, perché comunque assorbe. Benissimo, giusto, assorbe non, altre non anime Non quella che hai, non quella che hai. No, no, certo. però, o meglio, in As realtà assorbe anche quella che hai, solo che lo fa fino a renderti vuoto. Sì, esatto, la consuma più che l'assorbe. La consuma, esatto la consuma, la consuma mentre assorbe le altre. Um, lui dice di aver trovato l'essenza dell'anima, ma quello che trovò deve mm -hmm. averlo reso davvero poco felice. Forse Vendrick ha pensato che l'essenza dell'anima fosse appunto la consumazione di, di se stessi. E quindi ha cercato di rimuoverla per eliminare questa erosione dall'interno, ma non ci è riuscito. O ha messo la, la, la propria anima dentro qualcos'altro. Magari dentro l'anello? Dentro Però... l'anello, e, e utilizza la sua anima. Come se le porte fossero un golem, animandole. Non è una cattiva idea, ha un suo senso molto logico. Non, non pensiamo i golem in realtà, castello. però sì, è vero. I golem sono ricettacoli di anime, quindi. Però la verità è che le porte esistono da prima, no? Lui non ha perso l'anima da subito. Quindi forse guardare all'anello è sbagliato. Ok. Mm. Io credo fosse più la sua risposta al dilemma che anche Aldia si era posto. Rimuovere l'anima perché l'anima è la fonte prim prima della maledizione. Sofferenza, esatto, e quindi di maledizione. Del resto, l'ho detto prima eh, lo strumento di eh, come si chiama la predicatrice falsa. Lisia, Lisia che questo la cripta del non morto è un luogo molto vicino alla morte. Forse lui ha pensato che rimuovendo l'anima sarebbe morto, ma non nel senso che avrebbe perso la vita, nel senso che sarebbe morta questa sua forma consumata, non so, è, è importante il fatto che non abbia l'anima. Nessuno non ha avuto l'anima nella nostra storia. Persino i golem hanno un'anima. Il che significa. che... La, la assorbono dall'esterno e la utilizzano come fonte di energia è il loro nucleo. Però come ha fatto a rimuoverla? Come si rimuove un'anima? Questo è qualcosa che forse solo un monarca come lui può sapere. Per quanto. Ma anche, purtroppo anche Firenze sia lo quasi... è stato. Anche, anche Shabaku II non sapevano come si rimuovesse un'anima. Bravo. Vendrick è speciale in questo. Vendrick sì. ha dedicato la sua vita non alla leggenda, ma a un tipo di ricerca diverso. Per quanto pieno di nefandezze. Forse è lo stesso processo che porta Manus a frammentare se stesso? Però parlando di rimuovere l'anima e farne qualcosa, ti ricordo Dark Souls 1. Questo non è un concetto nuovo, è semplicemente un concetto che solo un essere ha fatto. L'anima oscura, il Gwyn e il lano furtivo. Solo che il lano furtivo era un'anima che ha trovato. Tuttavia, Vendrick, anche quella di Gwyn lo è stata. Però Gwyn diciamo non si Vendrick... è rimossa del tutto esatto, non è, se è rimossa quella del la tutto. specialità. E soprattutto le hanno trovate nel fuoco. Mentre se Vendrick non ti droppa un'anima, è come se volesse suggerirti che è proprio la sua, quella con cui è presumibilmente nato. Esatto, esatto. Lui si è tolto. Diciamo che Gwyn ha saccheggiato tante anime nella prima fiamma e le ha distribuite. Ma noi stiamo parlando di quel nucleo primo. Che ci portiamo dietro tutti, ok? Da allora. Uh -huh. E lui è riuscito a toglierlo, è riuscito a enuclearlo. Sì. In realtà non ha operato, se così fosse, in una strada tanto diversa da quella di Aldi, è solo diverso il mezzo. Cioè, anche lui cercava una forma di rimozione della forma della per propria situazione. Gioco di... Esatto, per... perdonate il gioco di parole della forma effimera di cui parla Aldi. Solo che Aldia la vede come un, un aggressivo um, reclamare il ritorno all'oscurità. Invece Vendrick forse stava studiando più la, la natura del singolo, dell'individuo, piuttosto che viverla come un'ingiustizia di gruppo. Ora... Come ci si toglie l'anima? Che... Serve un'arma, scusami se, se ci ritorno. Serve un'arma. Oh, no, 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 no. È... Penso al keyblade di Riku, no? Serve <ride> un'arma per togliersi l'anima? Si può fare fisicamente come quando ci buttiamo dentro l'umanità? Si può essere talmente potenti da ficcarsi una mano nel corpo e tirarla fuori, ma dov'è? Allora. Esatto, di certo non è la sua spada. O forse... Dimmi. Se l'è tolta, tolta per non farsela corrompere. Oh, questo è molto interessante. Visto si che Nashandra stava corrompendo. Farsela corrompere. Si è tolto la... per non avere l'influenza di. è come un. farsi legare al... L'albero della nave per non sentire il canto delle sirene. Si toglie l'anima per non avere l'influenza di Nashandra. Di... Esatto, al posto di quello che pensano i suoi sudditi E anche i suoi più vicini Ossia che fosse stato corrotto e fosse cambiato Quello che ha cambiato è il suo cuore È dovuto fuggire, ha abbandonato tutto Ma non è stato corrotto Anzi ha fatto di tutto affinché non accadesse Appunto, Persino infatti... rimuovere la propria anima e Infatti Velstad ce l'ha corrotta Sì Vendrick probabilmente se l'è rimossa Per riuscire a rimanere in sé E fare qualcosa che fermasse Nashandra Prima che fosse troppo tardi Eh sì, mi piace, mi piace. Mi pi è la è cosa molto, che mi piace di più. Molto poetico, è un bel discorso, sì. Ci torneremo, ci torneremo assolutamente su questa discussione e ti dirò a breve, perché ora ti chiedo di fare una cosa, di non certo. fare null'altro che non sia utilizzare la piuma. Vai. Vado. Dove vado? Vai al santuario di Amana. Ok. Dove? Quale falò? Secondo. Vado. Ecco... Ora devi raggiungere quel famoso ponte, quello in cui c'era il Dragon Rider che sconfissi con le frecce e quella porta che non riuscisti mai ad aprire. Allora, sai che non mi ricordo un cazzo. Devi proseguire finché non la trovi, esplora. Dragon Rider. Sì. Nel santuario di Amana. Ah, forse, forse mi ricordo qualcosina. Vai, 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 vai. Devo andare ancora avanti, vero? Devo trovare una casetta. No. Devi superare, vai, vai tu, vai, prosegui, tu prosegui. Agroboli, agroboli, sì, sì, assolutamente. Mm -hmm. Di questa cazzo Oddio Oddio Mi hanno smitragliato addosso Ci sono 513k in gioco Sono tante In effetti Allora Guarda bene, non rasciare troppo, perché è prima del secondo edificio. Quindi guardati un po' in, intorno: c'è un ponte sott'acqua che percorresti un tempo. Con calma, con calma, ci sei comunque vicino. Intanto prima devo riprendere le anime. Bastardi morite, bastardi morite, bastardi morite, bastardi morite, bastardi, morite, bastardi, morite, bastardi. Non vedo il proiettile, non vedo il proiettile. Un picoglione zitto. Fammi bere. Mio dio. Panico. Ok. Panico, panico, panico. No, non devo aggrare quel coso. Che cos'è, che cos'è, che cos'è che rompe i coglioni? Madonna, che paura sto posto, no? Basta. Basta. Mi manca usarlo con l'arco. Cioè, affrontarla con l'arco, ma voglio... Vai, vai. Viverla Tanto, così che stavolta. Tene è molto più semplice di quello che sembra e soprattutto è bene che tu faccia differenziazione quindi hai capito crepa Giocando a Neuro Automata ragazzi. È giusto. Le vedo. Solo una paura fottuta di perderle adesso. Ma c'è il sentiero. E la caverai. Ok, le ho prese. Adesso mi hai detto che è prima. Quindi io cerco di osservarti ogni volta che posso. Tu adesso guarda bene dove metti i piedi, cammina con calma... i e... coglioni. Fammi vedere adesso poi bene dove ti trovi. Aspetta, mm. aspetta, perché sennò questi cosi mi rompono ah, l'anima. Non vorrei che... Il fatto è questo, che tra Freeze della PS5 e Linea che mi ha tradito... Ho provato un fastidio viscerale, non vorrei averti dato un'indicazione sbagliata. Fammi vedere un secondo. Uh -huh. uh, ora ti ho messo full screen. Uh, no, dovrei, no, dovrebbe essere. Qui. Fammi vedere. No, è prima. Ok, no, no, l'hai pass... L'hai passato di poco. L'hai passato di poco. Distruggi questo. E ci sei. Vai leggermente indietro. Ok, andiamo un po'. Cerco di guidarti a questo punto in toto. Anche se no, è... sennò non usciamo. Allora, e che, ah, che cazzo? Dico... cosa? Ma cosa? No, niente, uh, ho perso probabilmente un milione di anime, ma non, non capisco... Vabbè, non importa, è serata. Uh, Le chiedo scusa, ma è... Sia... No, 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 è che... Vabbè, non ti preoccupare. Allora, um, vai più indietro. Ci sono sopra, ma che vuol dire ci sono sopra? Vado più indietro, ok. Ecco qua, qui a destra, guarda bene a terra. Fai il percorso e sei sul ponte. No, no, un po' più indietro, un po' più indietro. Ok, ok, ok. Ok, ci sei, è qua. Ah, certo, certo. Ora ho capito. Troppo tardi ma ho capito. Mi ero completamente scordato di sta porta. Perché ora si apre? Perché ho tutte le milfanito? Oh mio dio, è la sedia del vecchio? Quindi se l'è tolta? E l'ha lasciata qui, è così. Puoi aprire questa porta solo quando hai sconfitto Vendrick. L'anima di e Vendrick. E, e devi essere anche in forma umana. È eh certo, ah! Questa grande anima richiamò l'oscurità che travolse il re. Forse questo re che un tempo governò il mondo degli uomini non era adatto al vero trono. Dice poco in realtà, però questa grande anima richiamò l'oscurità che travolse il re. Quindi è, era stata effettivamente contagiata? Ha richiamato l'oscurità? No! Intende dire forse che attirò. Attirò Nashandra. Questa grande anima fu il potere che attirò Nashandra, che era in cerca di potere, forse si intende questo? Usa l'anima di colui che vi. Colò il fuoco. Allora, quindi ha vincolato? Qui... No, qui entro in gioco io, perché purtroppo viviamo sempre in questo universo meraviglioso dei grandi professionisti. In inglese in originale dice would link the fire. Avrebbe voluto? Che avrebbe vincolato, non avrebbe voluto. L'avrebbe vincolato, ma infine non l'ha fatto. Quindi non era oscuro, voleva vincolare anche lui, ma forse voleva vincolare solo perché era terrorizzato da Nashandra. Mm, potrebbe, oppure ha avuto un certo percorso, però sì, avrebbe vincolato. Quindi mi sbagliavo. Nonostante l'affinità all'oscurità, nonostante il contagio oscuro, lui ha sempre voluto No, forse sempre no, forse è questo è il punto. Non sappiamo se ha sempre voluto vincolare. Mm. O se è stato un risultato esatto. del pericolo che ha incontrato. Oddio, esatto. in un certo senso mettetevi nei suoi panni. Quando ti rendi conto di quanto e cosa l'oscurità possa fare, davvero vuoi ancora perseguirla? Mm. Cioè, Cassandro infatti non è Firenzo. Proprio per quello che ha vissuto in Dark Souls 2 laddove secondo me in Dark Souls 1, per via di quanto è negativo Gwyn, è inevitabile adorare più l'altra sponda, l'altro polo, no? Uh -huh. Questa è un'anima molto speciale. Però se l'è tolta. È speciale perché se, se l'è le... tolta. Lui è riuscito a togliere la propria anima. Chissà se è divenuto vuoto per questo non credo perché è arrivato fino alla cripta del non morto o velocizza la vuotezza ok? togliersi esatto. l'anima penso che sia proprio questo il punto eh. il Quindi fatto si... è questo c'è un dettaglio importante da valutare è che diventerà molto più completo presto o meglio, no, diventerà molto più completo tra tanto tempo, alla fine del nostro percorso in Dark Souls 2 ma Vendrick è qualcuno che ha ottenuto le anime dei lord o comunque un potere così grande è una cosa più lontana dalla vuotezza che possa esistere porca miseria cioè, hai un'anima talmente forte che è improbabile a dir poco che tu possa cadere vittima vuolo. di questo tipo di hollowness. Però, però, se ti rimuovi l'anima, tutto, tutto va più veloce. Certo. Perché la vuotezza si basa proprio sul fatto che l'anima, il potere della tua anima, ti impedisce di diventarlo. Diciamo Certamente che... la volontà è importante, il desiderio è importante, ma. La, la vuotezza è l'anima che. Perde qualcosa che si spegne, anche se poi è comunque presente. E forse le anime mm -hmm. che accumuli sono un po' combustione che continuano a farla andare, ma se tu te la togli non, non... il forno si spegne, no? E quindi tu muori. Cioè, muori. Diventi vuoto. Hm. È. Ver... Eh, non, non te lo posso chiedere, però spero che spieghino come ha fatto a farlo. Lo so, è un quesito veramente. Vorrei sapere proprio il centrale. Come. Come si fa a togliersi l'anima? Beh, obiettivamente. È il tipo com di domanda. Come dice, This is not dream, in realtà non l'ha detto, ma aggiungo io al suo commento: in realtà tutti noi siamo stati senza anima perché siamo nati come involucri di carne dall'oscurità e le abbiamo saccheggiate. Mm. E quindi il nostro nucleo prima di allora, che cos'era? Beh, prima della disparità, hai capito? Diciamo che l'essere umano sai che nucleo va. L'umanità dici? Sì. Però anche Vendrick era un essere umano, decisamente. E quindi anche Vendrick aveva un'anima. Ormai, per come si è voluto l'essere umano, tale da consumarlo qualora venisse rimossa. Stiamo toccando corde molto delicate. Io continuo a credere che non la volesse far contagiare. Infatti, guardate, è intatta, esatto. Non, non è oscura e dire che viveva accanto alla regina letteralmente. Bene. L'ha allora, tenuto prossimo. qui tra l'altro, quindi eh, c'è da dire che Vendrick è molto legato al culto di Nito Cripta del non morto, santuario di Amana per la sua anima. La morte: Vendrick cercava la morte dell'anima probabilmente. Minte... Vendrick ha approfondito fino in fondo la vera essenza dell'anima, forse scoprendo sia la sua fragilità, sia quanto fosse un asset fondamentalmente. <ride> eh, sì, è vero. E questo ovviamente è qualcosa che colpisce nel profondo. Oltretutto, più di ogni altra cosa, ciò che gli è accaduto è stato intimo e personale. La sua regina in realtà era altro, e non solo era altro, aveva anche altro nel cuore. Aveva ah. un desiderio. C'è il set, maestro, esatto. Oddio, ma questo che cos'è, scusatemi, no? Ah ok ok, perdonatemi. Uh, rimetto subito il cappello, ma non capivo fosse, se fossero capelli, una parrucca, non capivo cosa fosse. Mm -hmm. Allora, leggiamo subito il set del re. Mm -hmm. Questo l'ho letto. Sì, 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 sì certo. Corona di Vendrick, cosa definisce un re? Secondo alcuni il diritto di nascita, altri ritengono che sia opera del destino, forse non è importante, a patto che il nome del re serva a unire la sua gente. Beh, nel mondo di Dark Souls lo decide la forza. Chi è il re? Non altro. No? Cosa definisce un re? Niente, tutta uguale. Tutta uguale. Era solo il set, vero? Non c'erano armi, ragazzi? No. Però, a questo punto, è arrivato un momento molto importante e speciale, molto delicato. Yes. Perché la tua curiosità potrebbe essere esaudita. È il momento di fare un reset mentale, okay. anche di cose che probabilmente hai già visto, hai già letto, non è importante. Trade e Ornifex. Giusto, così Torna vediamo che loro. ci riesce con l'anima di, Drangle, di ah, Vendrick Ma non solo, abbiamo anche affrontato tanti tipi di boss fight uh, Che non hanno avuto approfondimento Strayed specialmente è molto tempo che non lo visiti Quindi Va vai da lui Vado da Strayed Ragazzi non sappiamo dirvi a che ora stacchiamo Diciamo che quando stacchiamo, non lo so eh, ho ancora qualcosina da farti fare. Anche se. O meglio, il io finale ce l'ho. Però il finale possiamo fare in qualunque momento. Quello che posso ah, dirti è okay. che c'è ancora poco di veramente importante. C'è una cosa importante. Da io fare. sono tuo. Quant, quanto vuoi, sto, sto godendo. Quindi non ti preoccupare. L'importante. Guarda, l'unica cosa che conta stasera è la tua freschezza. Io sono fresco. Allora, guarda, caro mio, faremo tutto e non si perde nulla. Vabbè, mi porto il pc a letto, ho capito. <ride> Dicono, grazie. Esatto. esatto, ragazzi. Ricordatevi che poi per 12 giorni non ci sarà live di Dark Souls. Eh, 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 eh. Vogliamo dare a, questo, a questa serata il significato di completismo? Ecco. Vediamo cosa abbiamo di nuovo. Demone nella forgia, sentinella flessibile. Ultimo gigante, Cavaliere dei draghi. Demone acquidige. Cavaliere del boia. Demone del canto. Cavaliere dei draghi. Caro del boia. Persecutore cavaliere dei draghi. Qui non c'è niente di nuovo. Qui cacciatore oscuro. Forse non l'abbiamo letto. Consuma un certo numero. C'è la trappola vitale. Cons consuma un certo numero di anime per generare oscurità in un determinato punto. Noi invece l'avevamo letto. Cosa c'è poi qui? Giuramento. Uh, anima di Velstat. E anima anticore, allora buoni. Un antico miracolo che si dice sia stato creato dai guerrieri che servivano il dio del sole, si parla di giuramento sacro. Fornisce un potenziamento temporaneo all'attacco e alla difesa di chi lo utilizza e degli alleati circostanti. Mentre l'anticore ci dà dardo accecante. Un miracolo che crea un'enorme massa spirituale, per poi trasformarla in un globo di luce che genera fulmini. Creato da, nell'antichità dal dio del sole, quindi da Gwyn. E in seguito dimenticato dalla stessa divinità. Si dice che proteggesse il mondo dall'odio. O forse era dal dolore. Ma. Proteggeva da ciò che odiava Gwyn, forse. Ti risponderei io, tu che dici. Non, non mi sembra proprio che Gwyn avesse un grande schema come lo aveva Aldia. Cioè, sì, lo aveva, ma. Lo aveva! E come? Però. Era, era molto. Era molto meno legato ai massimi sistemi. Poi diciamo che non puoi sapere se Aldi ha veramente uno schema, Lo sembra comunque seguirti. Gwyn era il più grande pianificatore dell'era del fuoco, però... Però non aveva... era molto egoista, esatto, Sbregosauro, cioè era più un disegno... Per quello che lui riteneva giusto, per quello che lui riteneva bello, per quello che lui riteneva coerente con tutto quello che aveva fatto a partire dalla crociata contro i draghi. Aldia ci parla più della bugia prima, del primo peccato, del, del, della menzogna della forma effimera dell'uomo. È un po' diverso da come ragiona Gwyn. Per questo ti dico che non ho avvertito né che Gwyn lavorasse per sconfiggere l'odio né tantomeno il dolore, benché. Da una parte potremmo dire che Gwyn ritenesse che il mondo oscuro sarebbe stato un mondo molto doloroso e quindi per proteggere il mondo dall'oscurità ha continuato a vincolare, collezionando non morti affinché la sua eredità non morisse mai. Cosa che, oh, c'è da dirlo, Michele è andata bene. Eh, ancora oggi eccoci qua. Quindi direi che il piano di Gwyn bene o male ha funzionato. Il mito del non morto che si deve immolare... È, um, insomma, esattamente insomma ha avuto proseliti se non che paradossalmente lo, il, lo, lo stesso piano oggi sta venendo continuato più per paura dell'oscurità che per il mito di Gwyn che è cioè fortemente sbiadito il mito di Gwyn è fortemente sbiadito non ci si ricorda neanche più come si chiama e Vendrick non credo che abbia vincolato nonostante la sua eh, comunque conoscenza della vita di Gwyn credo che abbia cioè che volesse vincolare per paura dell'oscurità per averla avuto accanto letteralmente in casa mm. nel suo castello uh... cosa abbiamo poi nebbia tossica ma non, niente, non mi sembra niente di importante già letta. antica strega l'abbiamo letta oddio anche questa però va comprata raga Ah, esatto, ti, ti, sto, ti ho riportato lì proprio per permetterti di fare un bel check-up. Prezioso, importante. Va fatta, va fatta una terza volta New Game Plus Plus, oh mio dio. Oh no. Oh no. Dark Souls 2 in questo è tosto. Anche Dark Souls 1 ha un paio di New Game Plus Plus, però Dark Souls 2 <ride> ne ha un po' di più. Vabbè. E Antico Morto? Ce l'abbiamo, l'abbiamo letto. E il cacciatore oscuro. L Antico morto è ovviamente. Nito. E niente. È quella di Nito, giusto? L'antico morto? Sì. Ok, ok. È nulla. Parlo. Faccio una parlatina. Ai. No, ok, Drangly. Esatto, è nulla. Niente. Ok. straight fatto. Andiamo da Ornifex. Ornifex ti parlava di quanto. La incuriosisse la potenzialità dell'anima dei Re Vendrek. Già. Il fatto che tu gliela possa portare. Ultima. Chiava, cavalo, chiava Pietralucente lucente inferiore, Ehi. no? Ne ho schippata una? Ma oh, l'ho ne sì? schippata apposta, ragazzi, perché si vedeva sotto che era... No, signore dei giganti. Ne ho mancata una, niente, ragazzi. Ne ho mancata una. Ok, dai, quella è anche... Gwen, essendo superiore per avidità, ha cercato di creare un mondo a sua immagine e somiglianza. Aldi, essendo un essere incompleto, la cui razza è stata continuamente sfruttata, cerca una specie di libertà. Sono d'accordo. Super d'accordo. Sono eh proprio sì. così. Sono differenti proprio per questo motivo. Ed è per questo che dico che. Gwen, in quanto essere superiore, avido e superbo, non pensa di usare un potere per sconfiggere l'odio o il dolore. Al massimo il dolore che prova lui o che pensa che gli altri provino in quanto lo prova lui. E quindi questa percezione deve essere applicata all'intero novero di persone viventi del mondo. Ok? Però, sì, ci siamo capiti, assolutamente, sono d'accordo. Allora, Signore dei giganti, devo leggere Repulsione e l'altra qual è che ho saltato? Antico morto l'abbiamo letta? Non è Nito, antico morto? Sì. allora l'abbiamo letta, ragazzi. Forse questa mancava, cioè questa sicuro. Repulsione, che poi sembra proprio il buco che hanno sulla testa i giganti. Un malocchio che distorce lo spazio circostante. Per un breve istante non si possono infliggere danni. Ghilia, il fattucchiere, non accettò mai alcun apprendista. Perciò non è chiaro come siano stati tramandati i suoi incantesimi. È possibile che i malocchi provengano da una fonte completamente diversa. Solo che più vado avanti, ragazzi, e più penso che in realtà i giganti siano semplicemente i giganti. Cioè, per come li ha descritti, Drummond, sono, sono dei barbari. Sono una razza molto forte. Molto grezza. Ma non siamo sembra... arrivati al punto. Ma non sembrano essere il frutto di chissà quale esperimento. Sei d'accordo? Siamo arrivati al punto, sì. Cioè non... Ne abbiamo parlato più volte. Ho cercato di suggerirtelo con dolcezza. Ah, eh, sì. No, non volevo accettarlo, maestro. Mi dispiace. Sono una sorta di headcanon di Dark Souls 2. Sono una cosa... Su cui si basa un po' il mistero di una specie misteriosa e aliena però, che ha anche intrigato. Pro. Non bastava eh. creare altri esseri umani, cioè o altri tizi che vengono dal nord. Per perché dargli questo aspetto così criptico? Che però non porta. Non lo a nulla. sapremo mai. Probabilmente okay. è un'idea di cat content che alla fine è rimasta in sospeso in qualche modo. Cioè, aveva degli, degli approfondimenti importanti, si parla, si parla di tante cose, anche di, di, di uso della stagnazione più cruciale mm -hmm. nel... L'originale Dark Souls 2 è tanto, tanto, tanto diverso da quello che abbiamo raggiunto. No, no, certo, certo. Va bene, va bene. Di ehm... quello che ci ha raggiunto. Lo accetto. Peccato, ma lo accetto. Sì. E perdonatemi, è possibile che i malocchi provengano da una fonte completamente diversa? Beh, Ulasil si parla di quello, immagino cioè da, da dove sono stati inventati non è chiaro come siano stati tramandati i suoi incantesimi ma in realtà mica se li ha inventati Ghilia e Fattucchiere credo che questa sia una scuola che viene ereditata dai tempi di Ulasil per quanto c'è da dire che non, non è mai esistita una vera scuola semplicemente sono stati partoriti degli esseri influenzati dall'abisso che poi con il tempo devono aver uh, Soul, il tutorial uh, <ride> devono aver uh, <ride> appunto Insegnato le loro, le loro i loro malocchi. Non abbiamo altro qui, vero? Eh, no, puoi andare da Ornifex. Soul. Ah, ti sta lasciando qualcosa? Vediamo, Fungo di Elizabeth. Gemma vitale radiosa. No, sono tutte cose che Antico elmo da cavaliere. elmo di alonne Soul dobbiamo andare Oh eh, no, no 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 no. No. Ah no, ma no no, le no, no, aspetta, no, in realtà no, le già, le vedi già, le vedi già. Vesti dell'arcidrago. Sì, 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 sì. Antica cose armatura random, da cavaliere. Completamente random. Soul. It's time. Soul. Era una pacca sulla spalla quella Soul. Andiamo da Ornifex. Sta facendo l'indifferenziata. <ride> Grazie, Soul. Allo si sta svuotando l'inventario. Beh, probabilmente sì. Um... Dove ho? Allora, cava pietra lucente. Ehi. Let's go. Ok. Johnny bravo. Sono io. Per carità di Cristo. Qua poi ci sta tutto il... No Ma perché non le spendo le anime? Ma perché perché? Si ricorda maestro quel tempo in cui si sì. poteva respirare dopo un falò per 10 secondi? Sì, sì, no, sì, sì, era la base del game design, certo. Sì, sì, sì. Se lo, se lo ricorda, sì. <ride> prezioso, prezioso, bei ricordi. Bei ricordi. Uh, che cazzo sta succedendo? Ragazzi. Ragazzi, perché sono lento? Era il veleno? Cos'era? Avete visto? Maestro, sì, ci sono... Perché un loro ti... Ah, perché debuff, sì. ok. Sì, loro ti fanno un debuff. Esatto. I was visible confusion. Ok. Non mi lasceranno mai andare, vero? Devi un minimo pulire. Ma non voglio ammazzare i maghi, non ci ho sbatti. Oddio. Oddio, Ornifex, stai attenta. Ma tanto la porta la sfondano Però mi pareva che da qui non mi targhettassero Vai vai Anculo Ma stanno picchiando Ornifex Spero di no per te Eh la stanno picchiando Ok Ok ora non smesso Cerca, cerca di, di, di farli smettere Per l'amor di tutto ciò che è dell'era del fuoco Eh porca puttana Ok, scusa Ornifex, scusali. Ok, per lei come fosse aria fresca? Allora, anima del re, spada del sovrano. Spadone di vendri, credi Drangleik. Oh. Il potere di questa spada è legato al numero di anime possedute da chi la impugna. Eh. Come giochiamo nel, cioè, come stiamo giocando nelle ultime 5 live. Dopo aver assunto forma umana Ok un frammento Stavo per dire che cosa Un frammento di oscurità divenne ossessionato dall'anima del re Cioè Nashandra Spinto dalla sua ossessione Cercò diverse anime e tentò di appropriarsi Della forza dei giganti Beh sì, Nashandra sente che assorbendo Vendrick potrebbe diventare fortissima Ma purtroppo Questa cosa non succede mai perché Vendrick Piuttosto si toglie l'anima e la nasconde Guardiano, anima del re, spadone pesante del re. Uno spadone pesante forgiato dall'anima di Re Vendrick. Quindi un altro spadone di Vendrick infligge danni ingenti ai nemici corazzati. Soltanto il ressa se la riproduzione della regina è uno scherno risentito, un'affettuosa esaltazione. Quindi questa è la riproduzione. Ecco perché il, fa spada. il famoso quadro esatto. Un'affettuosa esaltazione. <ride> Questo antico morto. No, qui non c'è... Ah, no, aspetta, no, Antico re sì. No, però aspetta, Anticore è... È Gwyn Giusto? Ora faccio confusione. Anticore è Gwyn eh non no, c'è niente. È Gwyn è Gwynne. Sei, sei perfetto. Mentre io voglio Anima del Re. Uh, dopo aver assunto forma umana, un frammento di oscurità divenne ossessionato dall'anima del Re. Spinto la sua ossessione cercò diversi anni mettendo di parsi la Forza Gigante. Ok, posto. Niente, uguale a prima. A posto, anche qui abbiamo letto tutto, maestro. Perfetto. Allora. È arrivato il momento della penultima cosa importante da fare. Sei, sei venuto a un falò qui. Da un uh -huh. falò, insomma. Quello che abbiamo sbloccato tempo addietro e che si nascondeva tra i segreti della cava lucente. Ascetizzalo. È il momento di sconfiggere Frey in New Game Plus. Oh, wow, 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 ok. Aspetta, 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 aspetta. Inutile <ride> qui andare a... Cazzopoli, inutilmente. Freya è in New Game Plus. Che in teoria dovrebbe e... avere l'anima di Sith In o teoria. Meglio, dovrebbe averla il tipo che l'ha creata. Però... Dovrebbe, averlo, dovrebbe averla il tipo che l'ha creata, però forse se Freya è diventata così grande. Eh, è magari perché perché l'ha assorbita. assorbita. Esatto, esatto, esatto. esatto. Anch'io ho fatto questo ragionamento qui. Uh, dove devo andare per andare da Freya? Sai che non me lo ricordo Per andare da Freya Devi passare dall'altra parte Da qui? Dell'area Praticamente no. no Devi andare oltre Ma allora, Non l'ho ascetizzato Se non lo ascetizzo eh, sono scemo Ah uh, sì no Devi, devi prima ascetizzarlo Eh sì. ragazzi Sono rincoglioni Allora no. ecco. Ho voglia di giocare Ma come non posso usare il falò? Ah, ah perché... sei stato invaso mi sa no, no No, non può essere Ah no, no, è perché sei a grado dei mostri Non sei stato invaso C'è l'effice attiva Ma poi non c'è un boss da fare Quindi anche lei non possono no? Ah no, però aspetta ehm... No, solo mi ha invaso lo stesso Quindi Esatto oh, Porca troia Vabbè, tanto respawno qui se muoio Mi sa che muoio infatti, tra l'altro Aiuto <ride> Ok. Ok. Bruciato l'ascetico. Ok, ora devi circunnavigare la sabbia mobile, il cratere. Yes. E vedrai che verso la sinistra di Cassandro troverai una porta che ti permette poi di raggiungere l'altra parte della cava. Che è dove vuoi essere. Qui. Bravissimo, qui a destra. Subito. Non a oh, sinistra. Gutri l'arciere. Porca puttana. Questo è un NPC, sì. Un qui? NPC molto. Sì. Poi ti vai a 180 gradi. E sei dall'altra parte. Apri la porta e ci sei. Ah, giusto, vero, 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 vero. Mi sono dimenticato tutto qua. Gutil <ride> l'arciere. Sembra molto aggressivo. Ma ah, io mi vado dal cazzo. Giusto e poi tutto dritto praticamente. Me lo ricordo, me lo ricordo adesso. Qui c'è Scavopoli. Non usare la trama Ehi. Fratemi Picconiere incazzato nero No 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 no, no, no Non vorrei vor Madonna Non vor Vorrei schippare se possibile ma Gutri l'arciere non me lo permette E i ragni neanche Perché Maremma puttana eh, butti l'arcere, ci vai nelle spine, di madonna. Aspetti, maestro. A mollare. No, 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 no. no il, eh, com il completismo di Dark Souls 2 è sono, anche affrontare aree molto ostiche, ma... Sono i ragni il problema, maestro. Sono i ragni il problema. Oh, ai fucking Perché no, Se non beh. ci fossero quei ragni di merda che mi minacciano di rallentarmi... Io sarei piuttosto tranquillo. Invece no, devo fare lo slalom tra questi cessi. Qui bevo. Vai, combattiamo. Qui dove non ci può disturbare nessuno. Ah, ovviamente. Se non l'amico. E allora andiamo. Tecnica del ritiro dalla battaglia di sblumbo. Let's go. Ah, ma ce n'è un terzo, tra l'altro, mamma mia. Ma che Ah, eh, Stai molto attento qui, non ti conviene lasciare troppo. Cioè, sali, sì, sali, ti conviene, sali. ma... Sali, sì. sali, 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 sali. Ok. Godo. Perfetto. Però mi sono bevuto tipo tutte le Estus. Eh, fatti aiutare dal guerriero che si trovava nell'arena. Giusto. Ho fatto come Vendrick, esatto, mi sono levato al cazzo. Ok. Io qui vado a maiale proprio. Devi. Qui smaializzo tutto. Full maialo modo. Vado. Vado maialissimo. Mamma mia! Troppo maiale sono. No, basta, basta, basta. Non fate i contadi con me, per favore. Eccoci. Non ho evocato nessuno. Attento, allora, particolarmente. Ok. Ricordati che può colpire ah, solo la testa. Giusto, giusto, giusto. Intanto ammazziamo sti ragni di merda al solito. Che altrimenti mi spaccano l'anima. Oh, Cristo. E. Sì. Senza NPC è anche più facile direzionare i suoi attacchi, ma stai molto attento. E dai. Oh, credo. Perché tra basta. dei minion fastidiosi e se ti prende... Ok, ok, sono, fa morti, sono morti. Ma li, gen li okay. genera di continuo? No. no, ma tra un po' torneranno. Ma un bel po'. Ah, ok, ok. Holy fuck. Devo bere. Non l'ho colpita. E Non ho fatto neanche toccata. Ok, però fa solo sto attacco tipo. Grande attacco rompe i coglioni però. Dai Via Aia No Demon Soul Sol over again Ok Ah ma quant, quanto dura Madonna che liscio mi ha fatto Ah che schifo Dai dai te la stai cavando molto bene specialmente perché non conosci in realtà la eh No Dabbia Faffanculo Denti al cazzo, ma perché io leggo la chat? Ma perché? No, no perché guarda. Mi metto a leggere la chat che in questo momento deve sindacare su quante gemme vitali uso l'1,43. Dio madonna. La katana la livellerei a più 5. Ah, sì, era la prima cosa che ti ho chiesto, curioso. Perché ormai sei potente al punto averla, da poterla avere più 5. Decisamente un ottimo evento di season 3 il potenziamento massimizzato Già. della katana una katana che fa un male buh basta ragni basta ragni no 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 Rafa, il raggio di sto cazzo no 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 Baffanculo hai rotto il cazzo Boss di merda Boss di merda hai rotto, cazzo, hai rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Sto tiltando Sto tiltando Sto tiltando Dai 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 Sto tiltando Sto tiltando Male Male Perché questo boss mi sta innervosendo Ok Ecco qua adesso muoio Niente allora. Wow, uh, oh, hai fatto la schivata! Della vita, sì. La schivata finale! Eh, ovviamente, Madonna mo lancio il joystick Michele nello spazio, porca Niente, Non ho detto niente. Eh, <ride> questo boss è veramente irritante. Allora. Um... Tranquillo, stiamo facendo boss irritanti entrambi. Ti sei... capisco prof. Hai un altro boss irritante? Non preoccuparti di quanto tu... <ride> sto facendo. C'è ce, ce un altro ancora. No, allora... no no, io 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 io, non ti preoccupare, ah, okay, okay. non ti preoccupare. Ok, ok. Ah, io non, non sto vedendo infatti. Oddio, c'è un ragno rosso, ma certo, ma certo. Che fai non lo fai? Che fai non lo fai? Il ragno rosso non lo metti, il ragno rosso dio del dio delle divinità dianti. Non so neanche dove sto andando. Allora, buoni. Buon attimo, buon attimo. Allora, recuperiamo la presenza mentale. Uno, due. Ok, adesso scendiamo giù, circumnavigo di sotto e andiamo. Basta, 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 ragni di merda, basta, basta con i vostri... BASTA! Basta con i vostri attacchi della minchia, basta, basta con questo veleno del cazzo che rallenta, quanti sono, quanti sono questi ragni della merda! Allora... Ok. No, ragazzi che non ero pronto a quel boss. C'ero pronto a quel boss. No, no, quel boss è un Quindi... Minchia che chad No, no, dai, 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 dai basta. Basta, basta, oh, basta, no, basta, no. basta. Basta, 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 Cristo Dio. basta, basta, ba basta, 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 Sto basta, okay. okay. basta, Ok 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 Ok, Ok. Ok. sono Ok, maestro. Ci sono. Ok. No, altri ragni, no. No, Gutri l'arciere, no? Gutri l'arciere di merda. Bene. Eh, Cristina da venire al concerto quando succedono queste cose è proprio strano, eh. Ok. <ride> esatto, adesso mi metto a girare in tondo alla stanza come Vendrick, ragazzi. Io mi levo dai, dai coglioni. Dai. Con la potenza di mille soli ammazzo sto coso. E mi levo dal cazzo. E mi levo. E mi levo dal cazzo. mi levo. Guarda, guarda, guarda. Col potere di mille soli mi levo dai coglioni. Fantastico. Usiamo la gemma e godo. E adesso almeno abbiamo dell'Estus, cosa che non avevamo prima. Questa okay. è l'ultima cosa. Difficile. Di esatto. Ok, ok. Poi il resto è un flavoring finale. Non il ma... controller. Mi è accaduto? Niente, no. stavo, stavo facendo una cosa per... per sul, al PC e, no. mi è sci... e ho, ho posato il controller, poi l'ho ripreso e mi è scivolato dalle mani. No, maestro, no. no io odio i boss con gli add che ti interrappano. È proprio una cosa che... Sempre odiata in qualsiasi videogioco. Allora, bene. Dove sta il tizio da evocare? Sotto? Eh, sì, di dietro sì. una colonna. Eh. E ricordati che le torce spaventano i ragni. Giusto. Dietro una colonna. Prima individuo la colonna. Erba crepuscolare. Forse qua sotto da qualche parte. Giorgio Mastrota. No, Giorgio, ho bisogno di una mano. Dove sei, Giorgio? Giorgione nazionale, dove sei? Ti devo evocare, ti prego. Forse è l'anello che non lo fa vedere? Eh, uh, sì. Maledetto anello di merda. Allora... Ah, sto male. Allora, via. N non metto niente. No, non è vero. Metto l'anello delle lame. Ecco, bene. Via. Cosa sta succedendo? No, ragazzi, no, 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 no. Ma, Ma che cazzo? No, 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 no. Ma che cazzo? Ho perso 500k anime così. No, ragazzi, no. È il momento di fare Arachiri. Cioè, perché, perché non si può passare di lì. Guarda, allora. Vorrei condividere il fatto che non sei solo. Perché io oggi avevo un sacco di idee di... C'ha danze varie e poi abbiamo avuto il freeze, il crash, ho perso un milione di anime e <ride> fatto... eh, ne ho perso adesso... 500. Quindi, bella. Adesso, sì, eh, mm. ricordati. Vabbè, non servono a niente. Adesso, ormai esatto. Però, però ricordati no, che la cosa che porterai qui? a casa è il VERO completismo. No, no, ma infatti, sono contento di questo meno. Di ragnopoli, ecco, questo è un po' il problema. No mi no ma anche questo fa parte pieno dell'esperienza tranglecchiana. Devi assorbila nel fantastico, sangue. Fantastico, fantastico. Allora. Oh, mamma mia. Utili l'arciere di me. No, mi si sta scaricando il controller. Molto male... Uh... Un attimo solo. Mio dio! Maestro, perché non si oh, sente? Più... Ma perché non si sente più l'audio? Mm. Ma vaffanculo! Mi ha messo l'audio del controller adesso. Aspetti. Mm. Che pazienza che ci vo stasera con la vita. Allora, un attimo, mi ha messo l'audio nel controller. Cioè, ho loggato: cioè, ho, ho attaccato l'OSBC al, al controller. E quindi uh -huh. il computer ha detto: Ah, certo, quindi vuoi sentire l'audio dal controller. Ah, sì, certo, ovvio. Ovvio, ovvio. È proprio quello che volevo. È proprio quello che volevo. Ok, di qua. Guti l'arciere attaccati a sto cazzo, guarda. Ok. Guti l'arciere di merda. Dai. Ma è possibile che qualsiasi cosa mi blocchi in questo posto? Le, 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 anche il legnetto della minonna mi blocca. Mazzo il grande re, vecchio Vendrick, Eh, Poi c'è un carretto? No, eh, no, no, no. Non si può rompere. Via, 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 uomo piccone. Sali, 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 sali. Sto male, raga. Ok. Maestro, ci sono. Ok, ora con calma. Sì. Adesso c'è qualcos'altro che mi impedirà di, di evocare? No. No, non dovrebbe esserci no. niente. Ho l'effigie bruciata, ma non conta. Uh, l'effigie bruciata Ti non dovrebbe contare perché sono online. No. Ok, ok. Se no mi metto a piangere, maestro. <ride> voi in diretta, uomo piange mentre gioca Dark Souls 2. Sono arrivato no. al punto in cui neanche mi rendo conto di quando ho anime da raccogliere e quando no. Semplicemente sono andato. Sì, si può, si può. Boyd, il cavaliere pazzo. Dai, evocati, evocati. Boyd. Perché, perché non mi stai evocando Boyd? Boyd. Sì, voglio evocarlo. Ti prego. Voglio evocare questo cazzo di cavaliere. Oh, vieni Boyd, andiamo. Ok, <ride> DS2 Experience Requiem. Ok Perfetto Grande Boyd Boydissimo proprio Ok Cioè poi tra l'altro Sto boss è una cazzata Fa sempre Fa PS, sempre sì, sì, eh. Fa sempre la sbrettata Nello stesso punto C'è cioè, proprio un boss di merda Però se io faccio Il tiltatone 1 eh, Ovviamente Ok, mio Ok Vai no, vai No oddio 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 bevi bevi la tutta Bevi la tutta Bevi una terza volta Non importa Mamma mia Beh Top, è quasi morto, dai Boyd. Ogni tanto colpisci la testa. Per favore, ti ho chiamato apposta. Però impazzisce il ragno senza, cioè, se non sta solo Focussato su di me. E non attacca tipo: O meglio, attacca con una testa. Quindi l'altra rimane ferma, immobile e si fa colpire. Vabbè, GG. Posto. Sono uscito da il Topoli. Sì, antico drago pallido, avevamo ragione. Che bello. Sì, bravo. Sono contento. Leggiamola subito, ragazzi. Beh, bravo, ha fatto tutto Boyd. L'anima dell'ineffabile. Quest'anima un tempo magnifica continua a esercitare una certa influenza sul regno, anche dopo che il passare dei secoli l'ha ridotta a questi resti. Usala per acquisire numerose anime o per creare qualcosa di grande valore. Preso. Ok. Quindi l'ineffabile non, non è veramente qualcuno, ma le forze del passato che non ci abbandonano mai. Ti direi che questo è veramente ciò che è ineffabile. Eh. No? L'ineffabile sono quelle creature che ormai... Quella entità, quel potere che appunto influenza il mondo sì. e non anche il singolo, oltre... sì. Esatto, anche oltre il singolo, esattamente. Allora. Uh, no, io ti inviterei... A ammazzare anche il tipo? No, riflettere su una cosa. Sì, certo. Ascolta, non, non morire per l'amor di tutto ciò che è caro. Non morire. Cos'è tutto ciò di caro per lei, maestro? Per me questa serie. È conto. È conto. Esatto, esatto. Sì, sì. Non so perché oh, sono rientrato in quella stanza, ma non è stata una smart choice. No, non lo è stata. Con per il niente. senno di poi, ecco. <ride> Con il But, uh, senno di Boyd, non l'è stata. It was at that moment that he knew, he knew. He he fucked, fucked up. up. He fucked up. Aspetta, guarda, 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 guarda come backpedala il ragno di merda. Che cazzo backpedali, ormai sei venuto qui combatti. Ok, ci sono, maestri Allora. Ti invito... ...a notare intanto che quel cristallo da un tempo non c'era. E no. poi a ragionare su una cosa. E la prima, non... la prima volta non l'abbiamo tirata fuori. Dicevi? E non ti sembra più di ogni altra cosa fino ad ora? Questo drago ha fizzito? Sì. È vero, mm. hai ragione. Mm. Ma tu pensi sia Sith? Uh... No, per l'amor di Dio, non farmi eh, questo. Eh no, appunto. No, 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 il fatto che universalmente molti lo pensano, ma no, no. Per quello no. te lo chiedevo, perché secondo me non lo è. No, per carità di Dio. Però forse non hai colto il gioco di parole. Sei avvizzito. Ah, ma certo. <ride> Sono le 1.57 anche per me, ragazzi, scusate. Vai vai Finalmente il ricordo dei draghi Ne parlavano al santuario Ma Questo è bene Esatto Ma è la guerra dei draghi Cos'è? Esatto È il vecchio mondo Anima drago antico. Sì, è quasi blasfemo mostrarlo così, però, però è effettivamente la guerra dei draghi. E qui c'è un drago antico morto. Però non posso andare da nessun'altra parte. Vediamo no, se ho preso. Lo scopo di questo ambiente è proprio quello di presentarti, un la... momento della guerra. Guarda, questo drago è proprio stato fulminato dagli uomini di Gwyn, o forse da Gaff. Cosa sono quelle? Sono arci alberi tagliati, bruciati? Cosa sono? Esatto. Sì, sì, sono gli arci alberi bruciati, avvelenati e distrutti dai lord. Che malattia comunque. L'oscurità che... è la malattia di questo mondo. e germe di uno nuovo. Però guarda. Questa esatto. è, è, è la distruzione più totale. È stato il nucleo della guerra che ha portato all'era del fuoco. Questi sono gli ultimi rimasugli dell'era degli antichi. Dopo che comunque ormai la fiamma si è accesa e quindi... Ora... Ora però mi chiedo... Sì? Come mai abbiamo luttato l'anima la, di un drago antico? Sith assolutamente siamo abituati a vederlo così, ma perché anima del drago antico? Non avevamo già fatto questo discorso sulle anime dei draghi antichi che non dovrebbero esistere in quanto antichi? Bravo, leggila. Il drago pallido va tutto bene in realtà, è il drago antico che non va bene. L'anima del drago antico che si erge magnifico nelle profondità del santuario. Questo potente essere resta in attesa di chiunque vada a fargli visita. Sto leggendo quella giusta? Questo sembra il, il drago del santuario, quello finto. Usa ah l'anima no, de... del drago bene. antico cre... ha creata da coloro che scrutarono l'essenza stessa dell'anima per acquisire... Ok, quindi... È un ricordo finto? È un ricordo finto? È un ricordo finto. Del... In cui Vendrick e Aldi hanno nascosto l'anima del fantoccio che hanno creato. Esattamente. Ok, chiarissimo. Cioè, è un ricordo finto, ma che, in quanto la creatura doveva essere probabilmente non cosciente di essere finta, gli è stato impiantato. Praticamente è una cassaforte. Sì, è una cassaforte, però. Cioè, basata su un ricordo che la creatura finta ha come se non fosse finta. Cioè si ricorda della guerra dei draghi che non ha mai vissuto perché è finta è stata creata. Perché probabilmente utilizzando un osso di drago pietrificato, parte di quella consapevolezza mi torna. Era stata incastonata nel, nel, nel nucleo del golem, no? Sì, sì, Come sì. Come l'Iron Golem. Sì, sì. È un drago antico, non un drago eterno, così la giustificano in molti. E qual è la differenza, ragazzi, perdonatemi. E il drago antico è definibile come, come discendente. Ah. Però ovviamente in realtà non importa la perché guerra. la descrizione dice che è creata. <ride> no, ok, però questa pare proprio la guerra, raga. Sì, sì, no, ma allora, comunque che dir si voglia, a un certo punto bisogna anche dare a Cesare qualche di Cesare al contrario. Questo è Because Dark Souls 2, quindi non preoccuparti. Ok, nel senso... okay, okay, ok, certo. Questo non è a tempo. Sì. In realtà è pieno, no anche questo è a tempo, semplicemente ah. è talmente piccolo che non te ne accorgi perché consumi tutto subito. Cioè in realtà Dark Souls 2 in questo è stato comunque abbastanza attento, è vero che mostrare questo luogo è un po' tirata, però è questo tempo soprattutto, però di base ti dice che è creata. No 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 ma infatti, ma hai visto all'inizio ero in dubbio di aver sbagliato anima perché sembrava proprio riferita al drago del santuario che noi abbiamo ucciso, il fantoccio, però ci sta... Super e... senso, in realtà è bella come cosa, mi piace. Esatto, che creato infatti, quando una io l'ho cassaforte... creata mi è piaciuto perché, comunque tutto Dark Souls 2 si lavora sul cosa nascondere oggetti, bla bla bla. Allora, è finito tutto ciò che è davvero combattimento, comprensione di quel tipo e così via. Ok. C'è una cosa che, se guidata, diventa molto rapida. Ok, allora dipende. Se hai ancora un po' di energia, possiamo veramente fare tutto. Non manca molto. Però non per forza il finale di stagione deve essere con tutte le singole piccole cose finite. Nel senso. Quanta autonomia hai? Allora non troppo, ma semplicemente perché domani ho il torneo dei sette fiori. Però ancora un okay. po'. Ok. E allora ascolta. Ok. Vai a Majura. Ok. Ti guiderò Levo in maniera uno. molto 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 netta adesso Ci sono Netta ma non da guida strategica Quindi ti no, faccio certo. comunque fare le azioni giuste Non ti faccio skippare le azioni per raggiungere subito l'obiettivo Ma okay. lo raggiungi subito Va bene va ci sono Allora non sottovalutare le opzioni di esplorazione che ti ha offerto Gilligan Avere delle scale può aiutare a, no a esplorare meglio il pozzo Ah, oh, magari... di metterle. Va bene, tra l'altro, Gilligan che non abbiamo ucciso, ricordiamocelo. Esatto. Vai, Full ponte. Cambiava qualcosa, maestro, ora me lo può dire. In che caso? Io ho dato. Quante più anime possibili. Sì, sono, devi dargliele tutte. Sono tre scale diverse che costano diverse. Ah, Costa. Ok. no Ragazzi, non potete chiudere live ora. Cioè, dovete arrivare in fondo con no, noi, no, oh. come veri tortigiani. <ride> <ride> e devo fargliele fare tutte e tre. Quella da 500 è un piolo. Ok. Bella. E... Ok, sono tre. Ok, dai un'occhiata. Prendiamo ah. questa. Ah, quella che si ispira in più a esplorazione segreta esatto. e <ride> <ride> eh, costa poco. <ride> quella che ti ispira di più Literally Treppioli. Allora, è questa... uh, Guarda un po'. Ci sta, eh. Oh, ma lì c'è una scala. Mm, Saliva. Vai Cassandro. È mm. uh. eh, già. E chi c'è qui? Oh, nessuno, purtroppo. Ramo di albero stregato, fiore di albero stregato. Cos'è roba di Ulasil? Eh, bravissima! Che, che memoria! <ride> Vortice dell'anima. Lancia del fulmine migliorata. Vorrei leggerle se posso. Ma certo, abbiamo ancora il tempo. Mm -hmm. Dove va allora, allora. Allora, allora, Erano armi, vero le prime? Catalizzatore, immagino. Ah, catalizzatore. È giusto. Ah meglio, io uno un catalizzatore. Adesso adesso il È proprio il catalizzatore resto. di usa. E Ula si sì, l'è proprio lui. Ramon di un albero stregato che vaga per i boschi. Catalizzatore per stregonerie e malocchi. Ora viene utilizzato come arma. Ma un tempo faceva parte di un albero stregato. Vabbè, era un arcialbero. Cioè. Albero stregato. C'era cioè, un albero capace di catalizzare il potere magico. Uh, eh, credo che. Ecco eh, sì, quest'altra è una campana. Fiore è bello, però. Immaginare la campana come un fiore, bella, bella idea. Eh, fiore di albero stregato: Un fiore di albero stregato che cresce nelle foreste vergini, catalizzatore per miracoli e malocchi. I chierici esiliati hanno trovato questo catalizzatore alternativo per utilizzare i miracoli. Molti chierici privati del proprio titolo sono del tutto innocui, ma tra loro ci sono alcuni potenti incantatori che rappresentano una minaccia per le istituzioni. Sebbene non nasca come catalizzatore, questo fiore è piuttosto potente hm. quindi di nuovo si fa riferimento al fatto che Vendrick ha privato il loro titolo i di Chierici diciamo che tutto ciò che concerne quell'antichità ha proprio subito l'influenza mm. di diversi occultamenti e nascondigli sì. e poi abbiamo trovato una... un miracolo credo c'è il fulmine migliorato. Ma no, ce l'avevo già. Niente, un doppione. E l'ultima cosa, okay. erano tre cose. Perdonatemi, le armi di Ulasil. Il... E c'era una chiave. Una chiave, perfetto. Che chiave. L'ultima. Chiave dimenticata questa? Ah, no, scusa, non l'ultima, perdonami. No. Uh... Questo è il fiore congelato che conduce in una terra ignorata esatto. Ma scusa un secondo Dai, Forse non hai aperto tutti gli screen, vero? Invece sì uh... Ah, è, ah questa. No. è questa Ah, è ok, non scusa è segno. No, però sì, c'era no, sono... comunque un terzo sono... loot ah, Sono molto, molto, sono molto, molto rinquinito anch'io Però no, ok, no, non no, ti ho no, visto Non preoccuparti, oh, figurati um, Era vortice dell'anima, era vortice dell'anima l'ultima Doppione, quindi niente A posto, a posto ragazzi, grazie Ok, leggiamo, leggiamo la chiave. What? È una coda? Ah, no, è un artiglio. Si chiama artiglio di drago, sai com'è. Conduce in una terra ignota un artiglio di drago terribilmente consumato. Secondo le leggende, nelle profondità della gola nera, dietro una porta chiusa dall'interno si cela una magnifica città costruita per un drago dormiente. E quindi sono le chiavi degli antichi regni. Questo artiglio risale chiaramente a tempi antichi, ma emana ancora una grande vitalità. E quindi ne abbiamo due: quella per il mondo innevato, perché il fiore non l'abbiamo mai usato, vero? No, non l'avete mai, mai usato il fiore. Questa sarà per la terra congelata, che abbiamo trovato quella innevata. E questa, non lo so, per una delle altre due. C'era la città sommersa, quindi forse nello scolo. E quella oltre il putrido. E ora? Visto che a questo punto si ritma. La terza. Piuma. Immagino tu mi voglia far trovare la terza chiave. <ride> Ovviamente. Si gode. Ok, allora aspetta, Faloizzo, cioè Piumizzo. Piumizza. Dove si troverà la terza? Si sono trovate tutte... Allora... Nel trivio la terza? La terza è in vi... un luogo che trivio, hai sempre no? lasciato in sospeso. No! no! No, non è nel trivio. <ride> Devi andare alla foresta dei giganti. La foresta dei giganti. E c'è qualcosina che tra l'altro ti farò raggiungere in maniera molto divertente. Secondo falò, prego. Vado. L'artiglio del drago sarà sicuramente... A parte che lo diceva nella descrizione, la gola nera, no? Era quella proprio di, del putrido. Bravissimo. No? Allora, un, un luogo che ho sempre saltato, nella foresta dei giganti. Sì, scendi, scendi nel buchino. Va bene. Ah, quello, quello, quello... Uh, Infernopoli, là... Certo. Le fiamme e la Proprio merda. Loro. E Proprio loro. nell'ascensore? No, ti dirò questo. Buttati. Permettimi okay. di sfidarti. A un gioco finale. Certo Vedi ma quella è salamandra la... laggiù? Sì. È, è una, è praticamente l'unica creatura, neanche le riverne ce l'hanno il che mi fa impazzire, che ha un'animazione unica di Plunging Attack. La plungio? Devi fare però una cosa un po' delicata. Fare il salto e poi il plunging, mi raccomando. Tanto il farò è qua dietro. Quindi goditela. Ecco, questa è una buona posizione. Devi saltare e poi al momento giusto... di. L'uso di cortesio bravissimo! Ti sciottano. Stai attento. Ti shottano quante sono? Più di quanto basti per romperti il cazzo. Pericolosissimi. Attento al fuoco. L'ho visto, l'ho visto. No, no. Oh, sì, si fa. Hanno un tracking da, da disco, eh. Sono praticamente un vinile. Quindi attento. E allora, potere del segno oscuro. Taglia forte. <ride> Potere del segno oscuro. Ok. Ok. Per esplora per... senza troppa ansia. Grande anima. Anello del falco. Cos'è? È, È l'anello È proprio quello. È proprio, È proprio lui. Quello. Sì, sì. Un anello con incisione di un falco aumenta la delle frecce. Guarda là quanto, quant, a quanti millenni è sopravvissuto. Durgo chi? Occhi blu. L'arciere nomade ottenne molte vittorie in battaglia. Ma che cos'è? Gaff dell'Eurospin. Durgo. Occhi blu chi è? <ride> ottenne molte vittorie in battaglia. Buona parte dovute a quest'anello. Ah vabbè sì, ok, un freebooter. Esatto. Durgo di Sblumbo, sì, esatto. No, ma che. Anello di quarzo e la fiamma sono quelli che danno protezione. Oh, fuck. Non devo scappare da lei in realtà. Devo accogliere il segno oscuro. Accogliere il segno... Oh, ho bevuto una volta di troppo, non importa. Devo accogliere il segno oscuro. No Eh ma è un casino No ok Eh ma qui mi fotte Perché cado Lo so, lo so Fammi passare Maledetta Iguana sblumbiana Eh Se non mi muovo mi ucciderà La via Intanto via di qui Porco il cazzo Ok aspetta Qui però Qui non mi prende, dai. Porca troia. Bisogna fare dello stratego qui, eh. No. Ok, ok, qui non può proprio, fisicamente non può. Dai, dai, che è l'ultimo stratego. Sì, 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 maestro. Ce la farò. Che pensa? Che io non possa farcela? Dubita di me. L'hai eh. già fatto per me. Ma in realtà farebbe bene a dubitare di me, eh, nel senso. Oh mio dio! L'inculo di Dark Souls 2, maestro! Oh! oh mio... Lo possono fare con te, eh! No, perché adesso non funziona più? Ecco. Sì! R1 spam! Sì! Come i veri pvp player di questo gioco! Andiamo! Maestra biliante! No! 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 Le mie preziose frecce Devono andare a segno Eccoci Piano piano Ci, Sì I'm doing it Guarda là Va che roba Va che roba Mamma mia Godopoli Sì Ci siamo Ci siamo Ci siamo ci siamo. Sì. E adesso, in maniera del tutto immotivata. Langio tor... No, no, funziona! Mamma mia! Ero eri pronto alla fine di tutto. Ero pronto alla fine di tutto. Oh ma chi è quello? Maestro. Ho visto è visto, è <ride> caduto dall'alto. Ok, <ride> ora dove si trovava lei? sì sì, me lo ricordo, c'era quella porta pazza sgravata. Esatto, direi di scendere. Proviamo a scendere, non c'è più niente qua. Eh, però nella porta c'era entrato io. C'è un cazzo. Qua? Mm. No, esplode meglio. Non c'eri davvero entrato ah, qua? Ah No, no no mai. <gasps> Facciamoci i cazzi nostri. Maestro, lei mi ha mentito quando ho detto che non avrei più dovuto combattere. Che cosa fa con quella linguetta? Eh, dai, sono lucertole. No, curati, che cazzo fai? Ma no, 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 che no, capitati, sti. Ma no, no, non avevo estus, maestro. Ah Beh, puoi rasciare sappilo. Ah, si? Sì? Sono contento che tu abbia sconfitto la salamandra. Ma ormai la sfida è finita. Volevo farti fare il plunging. Adesso puoi anche tranquillamente fare la strada opposta. Apri la porta giù dal, dal, dal gigante. E fine. Cosa? Co cosa? Maestro. Questi sono i vecchi, i vecchi allenamenti. Mi ricordano i vecchi allenamenti di Tortisio. <ride> esatto. Di esatto adesso Gli tu. ingannetti di Tortisio. No, mi scusi. Mi scusi. No. È per questo che sei diventato così forte. Vai giù. È vero. No, no, no. No. Io adesso, non è che le faccio, però le schippo almeno. No, oh, vai giù. Vai, 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 vai. Apri la porta. Ah, vuoi proprio fare comunque la pazzia? Capisco. Molto smalto, molto, molto tortisiano. Molto tortisiana come situazione. No, facciamo così, guardi. Arresti. Uh. Esattamente, attento uh. che ti spara. Eh? No, no, no. no. Ari, vai, guardi. Ok. Il vero allenamento è questo. Guardi. Allora, provo allora, monica... almeno a uccidere l'ultima. Così puoi esplorare quest'area in maniera più. serena. Quante sono? Tante. Ah, sono tante. Ah oh, sì, perché ci sono, sì, sono due. Vabbè, tu schippa a questo punto, vai. Eh. Da lì sono venuto, oh, oddio. Allora ti guido un po'. Oh, questa, esatto. è la porta. questa è la porta. Questa è la porta. Ah, questa è la porta, fantastica. Questa è la porta che ti porta qui. La porta che mi porta? Esatto. Dart mito. Adesso... Ti prego dimmi che Dart Mito. Ah no, è Luett il mercenario. No. Grandissimo, Luet bellissimo, fenomeno. Perché si è tutto quanto innebbiato? Perché comunque... C'è un boss. No, è... no. no, non c'è il boss, non c'è non entrare nella nebbia. No, è tardi. Ma come è tornato nel suo mondo? Eh, Per quello ti ho detto di non entrare nella nebbia. Vabbè, fai entrare... Eh, adesso sono su due ragioni in maniera un po' strana con le invocazioni. Voglio ficcarmi questa katana nelle palle. Maestro. <ride> <ride> Pensavo ci fosse un boss segreto da affrontare. Wow, come ha fatto? Ha preso un colpo di ribalzo. Ha preso un colpo del mio pene, che da eretto dal basso lo ha colpito nel mento. Entra, dai, uccidi quelle salamandre! Che stai facendo? Va bene, vado a ucciderle. Se non le uccidi. Ti darà sonno e manca ancora il. Il. il... <ride> Devo andare a uccidere le salamandre. O meglio. Sì <s alles> Purtroppo c'è C'è l'effigie Altrimenti Se no vai a raccogliere l'oggetto eh, Puoi farlo comunque Nel senso se non vuoi ucciderle Puoi raccogliere le lucine Maestro sono confuso Cosa devo fare? Eh, dipende da quanto con calma Vuoi muoverti qui allora, all ora, all ora. Guarda che bel tracking Guarda che bello Guarda che bello Bellissimo Bellissimo Vabbè gli fai abbastanza male Per fortuna Anche loro a me vale. sì, Ma quanti sì, attacchi sì. hanno? Ma quanti attacchi hanno? Oioè, più, più di molti boss guanodonti di merda Sento, guarda, che, guarda che cazzo di trekking cristo ok curati come se non ci fosse un domani perché altrimenti il domani non lo avrai perfetto eh, è, abbastanza, è abbastanza tardi da poterle dire che è un vero low trekking questo <ride> esatto senti <ride> tutto è concesso sì, sì, adesso sì, sì. Mm, è la corrida ragazzi la corrida la... Ma guarda, 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 guarda che cazzo sta facendo la corrida Baby. curati eh, sì. Esatto. Ok. Aia, aia, aia. Ma cosa fa? Guardi di nuovo. Maestro, ho paura. Anch'io tantissima. Tascate. Tasche te, senpai. Tasche te, Tascate, curate. Curate, curate. Sì, sì, sì. te cure. Nel senso, le cure del te. Basta, sto veramente raggiungendo dei picchi di stupidità stasera. Bevi Cassandro di merda. No, 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 no. Poi un po' mori da un'iguana del cazzo e ti lecca le palle. ti prego, ti prego, ancora ti uccidila. Ma è, è, maestro, non è semplice questo. Lo so, lo so, lo so, hai ragione. È che loro non sono. Neanche, loro non combattono nemmeno in maniera corretta. Hanno un trekking baratissimo. Sono programmate ma per basta, essere. Ma basta, ma basta. Sembrano di un indie, lo so, però. di un brutto indie. Ma bello! Ora, ora. Ora, 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 ora! ora! No, non leccarmi. Ok, 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 bella schivata. Smetti di leccarmi le palle. Ma perché, ma perché hanno hitbox anche sul cazzo? Bevi, bevi ancora. No, 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 ti prego. F... No, 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 bevo, bevo, bevo. Ok, bevo. ok, bravo, per fortuna che è schivata adesso. È fatta, è fatta. È fatta, è maestro. fatta. Ma no, perché questa Tendo non questa, questa fa lo sciopero dello sputo, questa non sputa fuoco. <ride> <ride> oh, obiettore di coscienza, stiguana. Dov'è? Dove va? Dove va? Dov 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 Stava scavando okay. nell'abisso. Okay, ok, ok, adesso raccogli... Le cose. Le, co le cose. Vabbè, maestro, raccoglierò le cose. Scudo grande del ribelle, chiave di ferro pesante, ok. Cos'è lo scudo okay. grande del ribelle? Adesso prendi una bella piuma, la lecchi anche tu? Ah, ok, vedo che sei molto preso, vai, vai, vai. Destra, 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 eccolo. Scudo del ribelle Raime. Vesta mm. del Reimer erano conosciuti come braccio destro e sinistro del re. Raime è là, sempre l'altro che è morto anche lui nel, nella... Mm, nella, non hai mai sentito derivanti. nominare oh no? Raim. Ah, oh no? No. no. no, perché era solo mh, Drom. Raim è evidentemente importante quanto Verstalt. è la prima volta che lo senti nominare. Ah, pensavo fosse un altro insieme a Dromund ma esisteva solo lui. Ok, ok. Eh no, Verstalt è sopra Dromund di un botto. Uh, finché le loro personalità non finirono per scontrarsi. E Raime venne <ride> marchiato come traditore. Forse non voleva... voleva che il suo re scappasse? Darsi, mentre Gareth il salto lo ha protetto? Può darsi: è il tipo, no, non può abbandonare. È un segno di debolezza e poi, questo. poi chiave di ferro. E poi chiave di ferro. Conduce in una terra ignota. Un pezzo di ferro a forma di chiave. Oltre l'altare, nelle profondità del forte ferro, e oltre una porta si cela la torre che il vecchio Re di Ferro utilizzava per produrre il ferro. L'incredibile peso di questo blocco di ferro ricorda l'incommensurabile forza del Re di Ferro. Se sento dire un'altra volta ferro in questa descrizione, mi tiro un pugno. Allora. <ride> Ok, vecchio re di fera. Fe... C'era una stanza che non riuscivamo a aprire, vero? Non proprio. Le stanze le abbiamo aperte tutte. Dov'era l'ultimo serpente con la testa mozzata? Nel dopo... porteferreo? Sì, dopo, la... sì. Do dopo il, il boss, dopo il finale? primordiale, esatto. Sì, sì, vero, 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 hai ragione. Sì, sì, che c'era quella stanza che mi era sembrata una specie di um, luogo di preghiera, sì, sì, ricordo, ricordo. Allora, l'incredibile peso di questo blocco di ferro ricordo avessi incommensurabile fuoco. Ci siamo, dieci minuti dal finale. Più E inteso come, cioè incluso il finale, dieci minuti mancano. Ok, ok. È fatta. Allora, piuma, ti tolgo una leggerezza. Ok. Perché non vale la pena portarla in season 3. Vai al secondo falò... Um, primo falò di Forteferreo. Ok. Vai, entra e vai dal, dai, vai dal vendor Giusto Che è qui dietro No, nope. l'altra parte, l'altra parte, l'altra parte L'altra parte? Sì, sì, era dentro a destra Giusto, ma certo Allora Sempre a destra, giusto. Minchia le sciotte. Minchia, ok, parlaci. Uh, reagisce all'uovo pietrificato preso nel santuario. Eh sì, proprio dal santuario. Sì. Cos'altro ci possiamo fare? va. bene lo è al 300%. You Il patto dei resti del drago. Sì, diciamo che per... Ok, non, 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 non... Questo, questo non esiste neanche il più sanguigno appassionato di Dark Souls 2. Con la benda sugli occhi che possa per proteggere niente. Questo tizio è un collezionista. Gli dai l'uovo del drago e fa fico e diventa il capo clan della Covenant degli Apostoli per trasformarsi in drago. Non ha alcun senso, non ha alcun motivo di esistere. Non serve specularci sopra, non serve criticarci sopra. Hanno Possiamo scelto. Beh, parlaci. No, cioè, tranquillo. Ah, okay. no. Queste, queste, queste cattiverie le facciamo fine run, non ti preoccupare. Ok, perché uh, se lo meritava. Sì, se lo meritano. Però questo non ti preoccupa. Cioè, questo non serve proprio. È sicuro? Okay, okay, sì, okay. sì, sì, tranquillo. Okay. Poi magari avrà qualcosa da dire, gli daremo qualche scaglietta di drago. Non ti preoccupare. Okay. Tempo al tempo, tempo al tempo. Questo semplicemente diventa il capo Covenant per trasformarti in drago e avere quell'armatura dorata che trovi al santuario. Perché, perché, perché gli piace l'uovo. Adesso, ferma, um... <ride> piumetta. Ok. A avete avuto paura? <ride> Volevo allora fare la finta. Ok. Prima di portarti. Ma vai a Majurla, così c'è la soundtrack. Va bene. Accetto. Di buon grado. Allora, prima di portarti al Cliffhanger che durerà molto poco, ma è veramente il modo in cui finire la season 2, credimi. Okay. Credimi, credimi, credimi. Ti dico così che anche, lo dico più alla chat che a voi, che a te, mm -hmm. però alle chat lo dico a, a chi conosce Dark Souls 2 quanto me, diciamo tra virgolette. Allora, quello che sarà il completismo lasciato per la parte iniziale dell'episodio della season 3 sarà approfondire definitivamente con trivia, regole, meccanismi e poi tua blind mm -hmm. Navlan, che è rimasto lì. Potremmo e... approfondire Navlan? Potrei, potrai approfondire Navlan? Non vedo l'ora. Ti spiegherò, perché... ti, lo so, ti spiegherò come, perché e lo faremo. Ma si saprà anche del sacrificio della sua gente? E si scoprirà qual è la sua quest. ...fino okay, in fondo, okay. non ti dico i risultati. E... ...una certa porta... ...che non hai comunque, nonostante tutto, anche per quello che era la tensione raggiunta, trovato... ...ad Amana. Quindi c'è un'altra manca... porta ancora ad Amana. C'è una porta in cui puoi entrare solo da umano, quella che sigillò l'anima che Vendrick separò dal suo corpo verso la vuotezza e la cripta. E per par condicio C'è una porta Per cui devi essere Non morto Non morto Ok Ma ne riparleremo Va bene Allora Ora Vai alla cripta Alla cripta Da Vendrick Bravo Sulla Vendrick Chapeau Lo volevo fare da prima Ma mi hai detto di non farlo Immaginavo Beh Te l'ho detto in tutti i modi possibili Che non dovevi fare niente È per quello che eh? Allora Quello che ti chiedo È Accumula, quanto più possibile, un momento di bolla, stasi mentale, stacca la stanchezza, stacca il domani, stacca tutto quello che è stata la live, dura poco, essici al 1000% con cuore, spirito e anima, ok? Va bene. È la fine, hai fatto, mancano pochi secondi. Va bene, va bene. <coughs> Io esploro i suoi ricordi. Oddio, sì, che figo, che figo, che figo, che figo. Se va come penso, credo che lui faccia alcune scelte anche perché ci incontra nel suo ricordo esattamente come noi stessi abbiamo sventato l'attacco dei giganti nella, nel forte. Grazie Didi del raid, grazie mille caro. The Find the and your own Quindi dei tre re. The Quindi i tre re sono anche loro posseduti dall'ineffabile, da Gwyn, visto che sono tre, dalla strega di Aisalet e da Nito, quelli che abbiamo trovato sono solo frammenti di influenze minori? E qui si riferisce a Nashandra. Ecco mm. Eccoci. We would cast aside the prop of life, only to face hardship. Are you another such fool? O something more? I fail to see your design, young Moth. I si very little these days. I fail to see your design, gang moth. E presto. I see very these days. Stai vivendo i momenti prima che. Vendrick diventasse vuoto. I re del passato. Ci sono due possibilità. O sono effettivamente altre persone che hanno l'influenza dei lord del passato, o sono come Vendrick, quindi sono altri player. Hai capito no? cosa intendo? Sono chiaramente, altri... chiaramente. Altri tizi che hanno... Vincolato, non vincolato, ma in realtà hanno vincolato a questo punto perché sennò no non saremmo qui. E pensa che nella narrazione oltre che nella narrativa di Dark Souls 2, prima che uscissero le sue espansioni, tutto questo non c'era, non esisteva la memoria del re. Mm. Giocandolo Vanilla, non avresti conosciuto mai Vendrick e questo dialogo già ora è potentissimo. Lui comunque, lui comunque è davvero la, la verità ultima. È che è davvero avvilito dal suo non essere secondo me all'altezza del ruolo al quale pensava di essere predestinato. Ah. Qu Quest'uomo è diventato fortissimo, ha unito una nazione, ha conquistato dei giganti oltreoceano, ha pensato di contare qualcosa e poi invece si è reso conto che solo in un meccanismo più grande. Nel quale evidentemente lui ancora non è diventato abbastanza. Se è vero come è vero, che nonostante tutto si è tenuto l'oscurità a fianco, qualcosa che non poteva comprendere eppure avrebbe potuto prevedere. Vendrick si sente annullato dal fatto di essere stato preso in giro, esserci cascato, essersi reso conto che accumulare anime. Ti può rendere comunque cieco e non ti può salvare uh -huh. né ora né mai dalla da dall'inganno e dall'oscurità io credo davvero che si sia tolto l'anima per non farla prendere a nascendra ma come un tentativo disperato uh, un uomo che Avendo compreso di aver accumulato potere eppure di non essere abbastanza scaltro, forse l'ha messo a disposizione di qualcun altro, di noi magari, affinché forse qualcuno raggiungesse quella possibilità di spingere il mondo verso una determinata direzione, che lui non si sente più assolutamente in grado di poter anche solo sopportare. Ma infatti tutto il nichilismo di cui si parlava esiste. Lo hai decisamente intravisto qui. Però, questa è la fine della stagione 2. Fuck. Vendrick <ride> è in assoluto il personaggio migliore di Dark Souls 2 per ora. Eh? Super Siamo stratificato, in due. super profondo, super vero, super umano. Stai parlando a un riflesso. Sono d'accordo con te. E ancora. Ne hai da vedere. Finiremo Gran finale. Così? Ah, dipende da te. Eh, ma io guardo più in ampia scala. E penso che. A livello di narratore onnisciente, so bene che. Ci sarà un Dark Souls 3. e alla fine conterà quello che vorremmo fare? Cioè Guarda, ti metto anche il sottofondo musicale. Conterà quello che vogliamo ottenere una direzione verso l'oscurità, verso la luce, tutti i piani che ci siamo fatti, cioè lui non era diverso, eh. Lui non era diverso da noi. Che ci mettiamo qua a pianificare in che modo la nostra forza darà una direzione specifica alla razza umana, alla terra di Drangleic a quella che verrà dopo, a quella che c'era 10.000 anni prima. Se ci pensi, sì. veramente la storia di Vendrick è la più triste in assoluto sì. perché dimostra che in realtà Firenzo. Non aveva capito tutto. Firenzo era convinto e lo è tuttora che i rapporti di forza potessero governare l'universo che essendo abbastanza forti sarebbe arrivato una sorta di enlightenment, un'illuminazione che ti avrebbe permesso di, non solo di fare una scelta, ma di fare la scelta giusta Vendrick. È un non morto qualunque che diventa fortissimo. Crea sì. il Golem, maestro. Crea esatto. il Golem. Mette in ginocchio dei barbari giganteschi di nome e di fatto. Sì. E poi? E poi è il nemico a casa e non se ne accorge. Esattamente. E infatti, Vendrick è la cosa più bella che potesse capitare a Dark Souls 2. Ed è tutto l'opposto che di ciò che pensi troverai nel castello e oltre. È vero. Pensavo di trovare un uomo oscuro, con delle convinzioni, la verità è che non ne ha più neanche una. È un bel finale di, season. Bel finale di season. <ride> season. Non so se è un bel finale per Cassandro. <ride> Casandro non è contento di questo. Casandro perde un po' di risolutezza, non perde il suo fine, ma un po' di risolutezza sì potrebbe non servire a niente. Sento il peso del, falli del possibile fallimento e soprattutto, maestro, della nostra sostituibilità. Mm. Non siamo indispensabili, forse. Questo è il grande dilemma di Dark Souls 2. Non sei il Chosen Undead. Ma esiste il Chosen Undead? Non più. Capito. Non qui. Anche se si diventa santi, con tombe, monumenti, ceneri e guardiani. Siamo i santi di Drangle, che vincolano. La tomba dei santi è nostra, o loro. È vero. Ah. Ciao. È stato difficile, ma finale importante. Finale importante. Libereremo l'uomo dalle mille prigionie che abbiamo incontrato, perché Aldia si sbaglia, non ce n'è solo una. In un modo o nell'altro, spero che ci si faccia e il fatto che io aggiunga spero. La dice lunga mm -hmm. maestro Joe. La ragione il viaggio di Dark Souls 2 ti insegna che non sei davvero sicuro di niente non vedo l'ora della terza season a chi lo dici vedrai very good eh. ragazzi si è fatta una certa 2 e 43 chi raidiamo allora essendo giovedì mmm Fammi vedere, Diego sicuramente non sarà in live. Non penso proprio. E... Ho un'idea, sai. Dimmi tutto. Ti chiedo una cosa simpatica. Okay. Che in questa serata è perfetta. Ho il pisellino pronto. Rai Raidami, che dico una cosa ai ragazzi. Ok. <ride> Va bene. Ma questo è, è un bel finale, colpo di è scena. Il, è il finale di stagione, è faremo finale, doni. È il finale di stagione, ok. Dai. Perfetto, ragazzi. Allora, io saluto il maestro. Ti auguro una buonanotte. Vi auguro una buonanotte. Ci vediamo tra circa 12 giorni. Io penso proprio il 12. Ricominceremo il 13 con le, con le dirette insieme, ok. Eh, che dovrebbe essere giovedì o venerdì insomma comunque te lo dico quindi un po' di pazienza un po' di pausa così ci riprendiamo anche noi tra l'altro in realtà lavoreremo dietro le quinte perché la pausa non è mai veramente a 360 gradi per creare la sigla eh, che insomma sarà disponibile sì, dalla prima puntata quindi preparatevi ci vola. si spacca eh ragazzi, raidiamo Sabaco così si sarà contento insomma, eh, Mandategli tutte <ride> il quante Il piccolo le... canale emergente Esatto, mandategli via. tutte quante le faccine E eh, mi raccomando, eh, grazie mille di essere stati con noi E noi ci vediamo tra l'altro domani Con il torneo Sette Fiori dalle 2 alle 8 Momento di chiusura anche Della nostra stagione lavorativa Iniziale, insomma, del 2021 Che poi riprenderà tra due settimane Bacetti, buonanotte ragazzone Trattameli bene, ciao ragazzi yes. ciao. <ride> ciao, ciao. ciao 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 Ciao